Ciao a tutti, oggi volevo fare una specie di talk show improvvisato. È davvero improvvisato perché non ho avuto nemmeno il tempo di sistemare la schermata, diciamo così, di sfondo. Ho pensato a questa configurazione intanto in cui gira, in questo caso, un video di Alan Wake 2. Sono con un mio amico che è anche uno spettatore che si chiama Federico. Ci sei, no? Pronto? Grazie. Eccolo. Eccoci qua. Questa cosa nasce semplicemente dal fatto che stamattina stavamo quasi litigando sulla definizione dei generi, ok? Abbiamo già discusso questa cosa mentre facevo control, in cui ho usato definirlo Metroidvania. Poi dopo ci siamo chiariti e più o meno è convenuto con me. Io adesso più che altro volevo parlare di quello che è per me il mio metodo, diciamo, per stabilire eventuali generi. E anzi, vorrei anche sottolineare il fatto che un conto è quello che si può chiamare genere, ok? Che di solito sono delle macro categorie. Un conto sono i sottogeneri, un conto per esempio sono semplicemente le etichette oppure gli elementi di un gioco, ok? Questa cosa poi nasce anche da un altro fatto, dal discorso che Alan Wake 2 l'hanno definito survival horror, ok? Io non sono d'accordo con questa definizione, non so se voi avete seguito la serie, ma ho detto ciò che pensavo, cioè il mio pensiero è questo. Poi tra l'altro dovreste sapere che io sono appunto un appassionato di game design, quindi sono molto puntiglioso su queste cose e poi lo sono comunque di mio, perché boh, diciamo che mi vanto di avere una mente analitica, mettiamola così. Sono anche un appassionato, ovviamente, dilettante di filosofia, eccetera. Insomma, comunque, diciamo che ho passato la vita a ragionare spesso sulle cose. Ok. Partiamo dal presupposto che i generi, le categorie, eccetera, eccetera, sono tutte cose ovviamente opinabili, ok? Il punto qual era? Era che facciamo un parallelo sulla musica. La musica, ci sono i mega contenitori, come per esempio, facciamo una volta, io seguivo anche una rivista che si chiamava Rumore, adesso penso che esista ancora, ma non lo so, oppure c'è Mucchio Selvaggio, ce ne sono alcune riviste in edicola che sopravvivono, spero per loro, per il settore musicale, no? E una volta, per me, certa musica era semplicemente quella che veniva considerata rock alternativo, ok? Oppure anche indie rock. Indie rock era riferito al fatto che erano etichette minori, cioè non facevano parte delle grosse multinazionali, ma erano etichette minori, a volte addirittura autoproduzioni, no? Tutto quello veniva chiamato rock indie o rock alternativo. È però ormai una macro categoria, nel senso che se noi andiamo a vedere, le musiche è poi suddivisa in tanti sottogeneri, ok? E come dicevo stamattina a Federico, dicevo, guarda che anche, per esempio, non so, dire musica elettronica non vuol dire niente, perché la cosiddetta space music o cosmic music, per esempio i Dungeons & Dreams, eccetera, ha una sua caratteristica che è molto diversa, per esempio, dall'ambient o dallo psybient. Poi che i vari generi si confondano ci può stare, però diciamo così, in generale etichettare qualcosa serve semplicemente per capirci, no? Per capirci su cosa stiamo, di cosa stiamo parlando, e quindi con un interlocutore dai una bussola, è come dargli una bussola, prendi in mano questa bussola, io ti dico, per me devi puntare lì, ok? Dicevamo appunto Alan Wake 2, lo definiscono survival horror. Penso che siamo d'accordo su questo, per esempio, dobbiamo essere abbastanza d'accordo, Federico, no? Sul fatto che è un po'. Che è un po' abusato, cioè un po' esagerato, no? Definirlo come tale, no? Cosa dici? Beh, direi che esagerato, riduttivo, perché effettivamente non lo è. Purtroppo. Aggiungerei purtroppo. Mi sarebbe piaciuto fosse stato. Esatto, cioè, allora io mi sono trovato a discutere, come dicevo sempre Federico, che con uno su Facebook, perché mi diceva, cioè mi ha accusato di non capire niente di videogiochi quasi. Poi ho detto, scusa un attimo, ma io avrò 5-6 mila titoli
Ci gioco dai primi degli anni 80, voglio dire del secolo scorso, ho sottolineato secolo scorso, e ho detto, sì, vabbè. Ho detto, va, vedi un po' te. Lui ha rincarato la dose, perché appunto io ho usato definire Alan Wake 2 non horror e praticamente con grande affinità ai Walking Simulator, no? Ah, ok, quindi stai parlando di... cioè è successo... è attuale, io ricordo che mi parlassi... È successo due giorni fa questa cosa, o ieri addirittura. Ah, ok. Ero su Facebook, parlavo a nome di Wake Up della pagina, quindi forse magari non l'hai visto, non lo so. No. E niente, poi appunto lui ha rincarato la dose, e poi io a mia volta gli ho detto, ascolta un attimo, cioè, allora, a parte che io sono un appassionato di game design, ho letto anche libri e mi sono sempre interrogato su questi argomenti, poi non gliel'ho detto a lui, questo lo sto dicendo a voi, cioè ho fatto anche un po' di level design per conto mio, con la Real Engine, con l'editor di Quake, il vecchio editor di Quake, ho fatto un po' delle mappe per Quake 2, eccetera, eccetera. Quindi non è che so, cioè voglio dire, non è che sto parlando a vanvera, secondo me. Ok, però dicevo, io ho detto a questo tizio, ho detto, ma scusa un secondo, Alan Wake 2 non è che diventa horror perché c'è dentro due jumpscare in croce e c'è, non so, qualcuno sfigurato, ma nemmeno quello, no? Cioè, voglio dire, un gioco non può essere classificato in un genere se gli elementi di quell'altro genere sono molto pochi, no? Cioè, poi intendiamoci, uno può fare assolutamente quello che vuole, può dire quello che vuole. Allora, partiamo da un presupposto. Quando si parla di queste cose si parla sempre di opinioni, ok? E se uno non vuole darti ragione, non ti dà ragione su nulla. Faccio un esempio, io in mano in questo momento sto mostrando uno smartphone. Se uno ti dice, questo è un cavallo, e va bene, tu cosa vuoi fare? Vuoi spaccargli la testa perché lui ti dice che è un cavallo? Cioè, non so come... Ah, guarda chi c'è. Ciao, Claudio. Anzi, hai 100.000 nomi. Ma tra l'altro anche tu, Federico, ma com'è che ti chiami Cristiano sulla PlayStation? Perché è il mio secondo nome. Non sapevo cosa mettere, ho messo Cristiano. Ah, ok. Ecco perché dico, sì. Adesso è entrato in chat Claudio, che in realtà non si chiama Claudio. Non è Claudio, ok. E quindi andiamo benissimo. Perfetto. E... niente, dicevo, ripeto, se uno poi non vuole darti ragione, passi, cioè nel senso, effettivamente su... Cioè, anche in matematica l'unica cosa che, diciamo così, dovrebbe essere trovare d'accordo chiunque, no? Sul fatto che 2 più 2... faccia 4, 1 più 1 faccia 2, dovrebbe trovare d'accordo chiunque. Però se uno ti dice no, 2 più 2 per me fa 5, e vabbè, cosa vuoi fare? Vuoi spaccargli la testa? Nel senso, voglio dire, è così, cioè, se non vuole... No, ok, mi corregge Claudio e mi dice che il suo nome è proprio Claudio, ma allora, ma ascolta, okay, su Telegram ti chiami in un altro modo, però adesso non mi ricordo più. Com'è che ti chiami? Gianpaolo ti chiami su Telegram. Deciditi, ok, Claudio è il tuo nome, giusto? Va bene. Allora, premesso che appunto se uno non vuole darti ragione, non ti dà ragione, appunto, e basta. Ma no, e infatti, quello di cui noi parliamo è sicuramente sia nel campo dell'opinabile, nel soggettivo, e sia, si potrebbe usare una metafora informatica, siamo nel campo dell'analogico, cioè non è una cosa digitale, non è una cosa misurabile definitivamente, no? Quindi chiaramente resta alla tua opinione dire, per me Alan Wake 2 con due jumpscare in croce, senza mostri sostanzialmente, senza elementi che in teoria classificano una cosa come horror, che sia un romanzo, che sia un film, eccetera eccetera, no? Certo. Allora, su quella base io non me la sento di definire horror Alan Wake 2. Poi tu puoi definirlo come ti pare, puoi definirlo anche, non so, platform, cioè voglio dire, però io non sono d'accordo, ok? Non so come spiego. E quindi anche tu non sei d'accordo. Oltretutto me lo definisco survival horror, che è ancora più pomposo e pretenzioso. Perché? Perché di survival ha poco e niente. Non è perché semplicemente... Ma non ha un minimo di tensione, nulla. È solo tanto racconto. Esatto. Tanto teatro, diciamo che però... Ecco, diciamo che però in quel caso lì uno può essere soggettivo. Perché uno magari può spaventarsi con nulla, no? Si batte la porta. Capito? Uno... Mettiamo che sia anche così, però è proprio
Io da quel punto di vista lì, diciamo che la tensione può essere soggettiva, ma è il discorso dell'horror. Se non andiamo a dire horror, che cos'è? Andiamo a vedere cos'è horror. Vediamo come lo definiscono in alcuni casi. Definizione. E poi anche, però, a parte la definizione adesso di horror, ma in più né meno, survival? In che cosa è survival? Cioè, perché c'è l'inventario alla Resident Evil? E tu la difficoltà difficile l'hai messa poi, eh? Non sei partito dall'inizio. E io mi sono ritrovato nella stessa situazione tua alla fine, quindi... Sì, perché, allora, per essere survival, survival vuol dire sopravvivenza, cioè vuol dire che tu ti trovi in situazioni in cui sei sempre al limite, ok? Però se tu finisci il gioco a difficile e ti trovi da parte 10 medikit, forse 10 medipack, forse sì. Così tanto difficile non era. Si occupano due slot, ricordiamo. Occupano due slot, sono staccabili al massimo di due. No. Cioè loro... Cioè, intendiamo, per me non è un survival, ok? Perché non ho dovuto sopravvivere, punto. Quindi non è un survival. Devi allineare le tue risorse per andare avanti, quindi boh. Cioè, capisci? Ripeto, uno può mettere l'etichetta che vuole e siamo d'accordo. Siamo sempre nel campo della soggettività e siamo d'accordo. Però c'è un limite. Se mi dice survival, lo gioco alla massima difficoltà, l'unica cosa che a malapena rischio è di rimanere senza proiettili, semplicemente perché non li droppa, essere proiettili, per il resto non è un survival. Ok, avere elementi dell'inventario simile a Resident non lo fa un survival, e oltretutto hanno scoppiazzato, diciamo così, questo inventario, che va bene, non è una, è un modo di farlo, non è proprio non è una cosa, come dire, un trademark di Resident, però tu me lo fai, e quando me lo fai cosa succede? Eppure laggato, eppure non ha un ordinamento automatico degli oggetti, cioè praticamente è una cosa che rompe solo le scatole, no? Sì, certo che indica lo Claudio mi dice indica lo stile, sicuramente indica lo stile, ma indica uno stile, ma dovrebbe esserci anche un corrispettivo nel gioco, non so se mi spiego. Etichette indicano hanno sicuramente a che fare con come dire, farti capire appunto che genere è, eccetera eccetera, però un'etichetta la usi se questa etichetta ha un peso, se non ha un peso non so come dire. È come il discorso poi Walking Simulator, sia mai che ho detto Walking Simulator, però cioè io non so cosa dire, cioè tutta la parte di Saga è una specie di Walking Simulator, ma non solo perché cammina a due all'ora, ma perché c'è poco da fare, cioè ci sono da risolvere enigmi con i bauli, ci sono da risolvere enigmi con le filastrocche. Enigmi. Enigmi. Sì, enigmi anche lì fino a un certo punto, finché non ti tirano fuori quelli due con l'algebra, che allora quelli magari poi uno non li sa risolvere. Tra l'altro che non so, un ragazzo... Non c'entrano niente quelli, no? Un gioco del genere, come dovrebbe fare per risolvere o per sentirsi stimolato a risolvere una cosa del genere? Non lo so. Sì. Non lo so. Secondo me dovevano essere tutti ambientali. Va bene, ok, ne hai fatti due algebrici. Certo. Però il problema è che appunto rischi che magari uno aveva 4 in matematica, non l'ha mai fatta volentieri e magari non sa risolverlo, no? Quindi... Sì, ma magari non l'ha mai fatto e quindi automaticamente non saprebbe risolverlo, no? Allora, Claudio dice, se non ha un peso diventa un brutto gioco, o perlomeno diciamo fallisce. Però rimane un survival, secondo lui. Bah. Allora, ma vedi, qua siamo... dire che è un horror che è un survival, onestamente. Accetterei più l'horror. Quasi. che survival. Quasi, sì, ecco, però vedi, siamo... C'è, quindi magari qualcuno si può spaventare, effettivamente. Magari noi no, perché magari hai un carattere diverso, non, no, comunque certe cose non ti spaventano. Però magari un'altra persona o... un ragazzo, insomma, si può spaventare. Ci diciamo che ci può stare, no? Ci può stare. Generalizzando al massimo. Però la sopravvivenza dov'è? Cioè, io ti giuro che vorrei anche ragionarci su questa cosa, ma io non riesco a trovare degli elementi di sopravvivenza nel gioco, purtroppo. Anzi, li avrei voluti, anche belli marcati. Il problema è che è chiaro che non è lo scopo del gioco, il gioco è una specie di racconto, ok, visivo, ok.
Sì, molto autoriale. Ha una potenzialità, ma è una potenzialità che va sprecata in vari rivoli, no? Cioè non è proprio a fuoco, non è proprio centrata, cerca di fare diverse cose, ma però in quell'ambito rimane un walking simulator, perché comunque, facciamo un altro esempio, l'ho detto forse anche nel video, nella serie, no? E Plague Tale, i due Plague Tale sono considerati senza particolari problemi da tutti dei walking simulator. Ok, E io non ho eppure tu giocato. vai in giro, esplori e combatti comunque con dei nemici. In quel momento diventa un trial and error, nel senso che tu cerchi con la tua fionda di atterrare i nemici, se non ce la fai, riparti subito da lì. In quel senso, una specie di trial and error, ok. Però nessuno ha da ridire se quello è considerato un walking simulator. Allora, io è chiaro che non Forse direi perché che è sembra un come walking simulator. sminuirlo, magari. Può Come? sembrare tipo come magari sminuirlo il gioco, può sembrare, ecco perché E certo, nessuno lo ovviamente dice. chi alza le No, ma mani vabbè. e si stizzisce è per quel motivo lì, perché dice no, cosa stai dicendo? Un walking simulator? No, 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 è un gioco. Io sono convinto che se quella cosa che fa lo fa benissimo, ha vinto. Cioè, riesce a fare bene quello che vuole fare, che sia Walking Simulator oppure no, a me va benissimo. Non è che se lo chiamo Walking Simulator automaticamente lo sto denigrando o lo sto sminuendo. Sì, Un titolo, cioè ma non ha anche perché, senso. attenzione, dire Walking Simulator siamo ancora nel campo dei videogiochi, cioè non stiamo dicendo che non è un videogioco, ma è una serie TV. Cioè un Sì, Walking infatti. Simulator non è comunque totalmente passivo, no? Cioè, a parte i primissimi Walking Simulator, che il primo era, come si chiamava, quello, adesso non mi viene in mente, quelli di Gone Home, però hanno fatto quello prima, quelli dei... Dio. Allora... Amnesia for Pig hanno Ah, fatto ok. loro il Ah, fatto. secondo Amnesia, che si chiama Bello. Machine, vediamo se lo trovo. Non tutti belli, ma belli. Sì. No, sembra, non so, a parte che le discussioni su Facebook lasciano il tempo che trovano Sì, beh, perché è proprio questo qualcosa di ovvio. incredibile. Ecco qua, i Chinese Room si chiamano questi tizi che hanno fatto il secondo Amnesia. Se vediamo, loro hanno fatto. Ecco, The Arrester, ecco, non me lo ricordavo più. The Arrester, ok. The Arrester forse è stato il primissimo walking simulator, ok. Ok, In cui tu vai sentito. in giro e non fai altro che sostanzialmente leggere quello che c'è scritto in giro, ok. Allora, ripeto. Sì, una storia interattiva, E che è un neanche, gioco forse che è se una non ricordo male, non era storia interattiva, neanche molto vuoi. interattiva, era proprio quasi solo una lettura. Forse quello che dovevi scoprire era scoprire dove era scritta nel mondo, mi sembra, però. Va a raccontare, basta. Esatto. Però nel tempo si sono evoluti questi walking simulator aggiungendo un po' di azione, ok? Però Meno male. walking simulator, ripeto, non è come dire ah, ma ti sei guardato una serie TV passivamente, eccetera, però non so se siamo d'accordo, quindi non è totalmente sminuirlo, è semplicemente, cioè è sminuirlo nel vero senso della parola, è semplicemente dire che cos'è il gioco. Ok, perché la parte di saga, se ci pensi, a parte appunto, cioè alla fine tu indaghi, ok, per arrivare a un boss. Risolto il boss, come ho detto nella serie, ci sono le fasi post-boss, ok, che sono tre sostanzialmente. Le fasi post-boss sono ancora più walking simulator della parte principale di saga. Perché cerchiamo di capirci, anche la parte investigativa, puoi dire che è interessante quanto ti pare, va bene, però è totalmente sui binari. Potresti piazzare le cose a caso sulla lavagna e beccarci, no? Ok, e alcune sono estremamente facili. Quindi anche quella roba lì, che cos'è se non è una sorta di walking simulator? È per caso investigativo? No, è un walking simulator rivestito di sembianza di investigazione, ma è una sembianza, non è una realtà. Ok? Stiamo anche un po' parlando di questo alla fin fine, no? Cioè di quello che può sembrare e di quello che bisogna capire cos'è realmente, no? Io per mio conto ritengo che tutta la fase di saga, anche a livello della lavagna, eccetera, anche a livello di quando entra nella testa della gente, che poi mi ha sempre fatto ridere che lei sembra che non abbia capito che è una medium, però vabbè.
Cioè solo verso la fine dice: ah, ma forse c'ho i poteri. No, ma che cazzo, entri nella testa della gente e non sai che hai dei poteri. Però a parte questo, dico, power. Però a parte questo dico, ma quella parte lì è comunque chiaramente alla fine una variante del Walking Simulator. La parte potenzialmente più interessante, penso che siamo d'accordo, è quella con Alan. Ecco. Okay. Sfruttata male. Però sfruttata male. E siamo lì. Cioè, ha un potenziale incredibile, perché l'idea di avere delle ombre innocue e delle ombre che poi ti attaccano è figa. Ha un grosso potenziale, no? Ed è quella che ti crea tensione, perché dici, chissà se quella lì è un'ombra vera, un'ombra falsa. Ecco, a parte che poi ho messo i punti anche per ridurre la visibilità ai nemici, ma non ho capito se è vero o finto quel coso lì, perché... boh. Però, né più né meno, quella sarebbe la parte figa, la parte con più tensione, eccetera. Però è stata sprecata, perché alla fine i nemici sono pochi che ti attaccano. Quando ti attaccano, abbiamo già discusso molte volte... ti attaccano frontalmente, sostanzialmente stanno davanti a te, quindi tu basta che spari in faccia, no? Dicevi? O ti sussurrano, wake, wake. Sì, sì, però a parte che anche quella cosa lì non è horror, è un thriller, è un suspense. Ma parliamo della potenzialità che avrebbe potuto avere... avrebbe potuto avere la meccanica della torcia, della torcia, della lampadina, della lampada di Wake. Beh, io la prima volta che mi hanno fatto giocare con lui mi aspettavo qualcosa di incredibile. Ho detto, cavolo, adesso devo prendere la luce lì, perché devo mettere la luce nel lampione in quella via per poi prendere un altro passaggio che mi porta da un'altra parte. Ho detto, magari si sono inventati chissà quale cosa incredibile. No, sfruttata proprio minimamente, e soprattutto sempre sui binari, cioè nel senso sempre... Cosa molto intendo per i binari? Sì, cosa si intende in questo caso che è sui binari? È sui binari nel senso che non permette una creatività e una vera partecipazione del giocatore, no? Cioè alla fine sono quelle, cioè tu vai lì nella scena del crimine, cambi la scena ed è finita lì. Non c'è un vero metodo, come dire... risolutivo, che poi vabbè, intendiamoci, in ogni gioco tutto è, a meno che non è un sandbox, ok, ma anche se non fosse un gioco sandbox, né più né meno gli strumenti sono quelli e di solito puoi fare tutto ciò che è previsto che tu possa fare, ok, però lì questa cosa la si sente molto, in modo molto marcato, no? Non è che sei tu che creativamente dici, ma provo una soluzione diversa, oppure devo risalire alla soluzione diversa. In realtà è tutto molto molto guidato. Ok. Non devi risolvere nulla. Non devi risolvere nulla, né nella parte investigativa, né nella parte... Allora, se è tutto guidato di qui e di là, questa è la definizione, volendo, minima anche dei Walking Simulator. Cos'è un Walking Simulator se non una cosa guidata? Un Walking Simulator è una specie di... tu fai il turista, no? In un mondo... virtuale, la stessa cosa è qua, quindi non ci si deve offendere quando si definisce Alan Wake 2 Walking Simulator, perché è anche un Walking Simulator. Precisiamo, no? Il fatto che comunque a noi il gioco è piaciuto, cioè non è che non è piaciuto, cioè non è che è bruttissimo o merita l'insufficienza oppure i 6 come abbiamo letto. No, io addirittura ho dato l'8 ballerino, no? Quello che io chiamo ballerino. Anch'io un 8 tirato, perché gli voglio bene a Remedy, gli voglio bene, quindi 8, to, prenditelo. Però magari... non si può esimere dalle critiche, no? Cioè, di sicuro non meritava i 9, di sicuro non meritava i 10, e soprattutto andava ben sottolineato il gioco, no? Che cosa era il gioco. Poi, ecco, cosa c'è da dire? Alan Wake 2 è chiaramente uno di quei giochi un po' più difficile da definire, no? Possiamo metterla così. Allora, quando sono un po' difficili da definire, allora buttiamoli in un macro genere. Io sono propenso a far questo, cioè dico, ok, non si sa dov'è, mettiamolo nella cosiddette, quelle che abbiamo chiamate avventure dinamiche, perché è soprattutto un'avventura. Ok, un'avventura che cosa vuol dire? Vuol dire che tu vai in giro a esplorare, c'è una storia e vivi un'avventura, così nel senso proprio quasi romanzesco del termine, no? Poi puoi metterci delle etichette. E qui torniamo al discorso di Control. Control, oggi stamattina ne parlavamo e dicevo,
ripeto, tu mi hai detto, allora come lo definiresti Control? Control lo definirei un'avventura dinamica, punto. Con elementi, per esempio, io l'ho detto Metroidvania, poi uno dice, oh, scandalizzato, come Metroidvania? Ma pensaci, è un Metroidvania alla base, ok? Chiaro che è un'avventura dinamica in terza persona, questa è la definizione minima di Control. Poi, ma se devi dare nei dettagli... Control era un Metroidvania per etichetta. Per etichetta? Non vuol dire che è nel genere del Metroidvania, perché tu, chiaramente... Mi trovi più d'accordo di quello che hai detto stamattina. Cioè, no, è che sai, a scrivere, stamattina scrivevamo e si fa un po' fatica. Io semplicemente sto dicendo questo. Sto dicendo che se tu devi parlare... L'esempio è quello che facevo stamattina. Se tu devi fermare uno per strada, che ha comunque, ovviamente deve avere una cultura videoludica minima, sufficiente... È chiaro che se vai lì e dici Control e Metroidvania, questo ci pensa su e dice ma è Metroid Prime. No, non è Metroid Prime. Ovviamente. È questione di... Come? Bloodstained. Anche. Anche quello è un Metroidvania. O più un Castlevania, sì, ma è un Metroidvania. Alla fine, il discorso qual è? Come dicevamo all'inizio della live, le etichette servono per dare un orientamento, ok? Ci sono etichette più o meno specifiche, ci si può trovare più o meno d'accordo, ma l'importante è soprattutto capirsi. Quindi poi tra l'altro tutta la discussione, voi non lo sapete, ma era nata in realtà da Sekiro, no? Perché a un certo punto ieri Federico mi ha mandato... Ne parliamo, eh? Mi ha mandato una lista di... una classifica, diciamo così, di... Sì. Dei Souls. No? Sì. Adesso la ripesco, dov'è che è finita? È un'immaginetta, no? Vediamo dov'è. Però è molto suo, abbiamo parlato un sacco. Dove cazzo è finita? Eccola qua. Allora, in questa immaginetta, ovviamente anche qua ci si può trovare d'accordo o meno, mette Elden Ring come un gioco per new buy, ok? Come Demon Soul come un gioco per beginner, cioè quelli che iniziano a giocarci, a capirci un po' dentro, e poi mette il primo Dark Soul, il terzo Dark Soul e Bloodborne nella categoria senior. Ok, a un certo punto io ho detto, ma scusa, Sekiro dove cavolo è? E allora qui cascasse il mondo, perché lui mi fa, ma come non è un Souls, no? E io ho detto, ma come non è un Souls? Tranquillo, E io ho detto, come non è un Souls? Ma anche i sviluppatori hanno detto che non è un Souls. E anche lì io ti ho detto, bisogna vedere che cos'è che hanno detto esattamente, perché se te la ricordi frase per frase. In più, io, mia opinione, è che loro hanno semplicemente magari cercato di calcare la mano sul fatto di dire, guardate che però non è un Souls. Ma lei è un Souls. In che senso? Ecco, appunto. E qui adesso arriva il nocciolo duro della questione. Allora, il nocciolo duro della questione è questo. Io ho detto a lui, fai una cosa molto semplice. Allora, gli ho detto due cose. Una cosa molto semplice. È chiaro che se tu, appunto, tornando a Control, vai al primo per strada e dici, ti chiede, ma che cos'è Control? E tu gli dici, ma Control è un Metroidvania. E poi te ne vai via. Quella dice, boh, sarà Metroid, non so. Allora va a casa, lo cerca e poi vede che è in terza persona. Dice, boh, ma non siamo a Metroid, no? Avresti dovuto spiegargli invece che in realtà Control, più giustamente, devi rimanere purtroppo più sul generico, perché chiaramente anche Control stesso mescola un po' dei generi, quindi dovresti dire, no, è un'avventura dinamica in terza persona che riguarda il paranaturale e la protagonista, addirittura, mentre tu giochi, acquisisce dei superpoteri. Già qua hai già dato un'immagine, no, alla persona che ti ascolta. Poi se ti domanda, ma perché mi hai detto che è anche un Metroidvania? Allora gli spieghi, dici, perché sostanzialmente ha la struttura minima dei Metroidvania, che è quella del backtracking legato a dei poteri. Cioè, tu mentre visiti i livelli... All'avanzamento, al gameplay, certo. Ecco, l'avanzamento nella storia è bloccata dall'acquisizione di certi poteri che magari richiedono un backtracking per riacquisirli. Questi poteri che tu prendi poi ti possono permettere proprio non solo l'apertura della storia, il proseguire della storia, ma ti permettono anche di raggiungere, non so, posti che prima non potevi raggiungere, per esempio. E questo è proprio il classico dei Metroidvania, no?
esplorazione, backtracking, poteri che sono necessari a sbloccare nuove aree o addirittura poter rivisitare vecchie aree. Quindi in questo senso è un Metroidvania, come è anche un open world pur essendo al chiuso, perché ha la struttura missioni tipica di un open world, no? In cui tu hai le missioni, non sei obbligato a farle in ordine, c'hai le secondarie, tra l'altro una rottura di palle quelle secondarie lì, ma anche quello è un elemento open world. Come? Soprattutto quelle delle piante. Quelle delle piante, mamma mia, cioè io veramente sono una tortura. Sono state brutte, sì. Quella della muffa peggio che cioè tutte e due, non sai quale scegliere tra tutte e due, perché le muffe non le vedi. Esatto, la muffa non la vedi bene, quindi è un problema, sì. Quello è un problema. Le cose idem, appunto le piante non sai quali sono da tirar su di morale, e quindi complica tutto. Però voglio dire, questi sono elementi secondari. Io per esempio in Steam, che dà questa possibilità, ormai tutti i giochi hanno delle categorie. Io mi sono inventato diverse decine di tag. Perché? Perché se voglio risalire a un gioco tra i miei 2000, devo poter trovarlo, no? In qualche... Apro un gioco a caso, Warno, è scritto Warno. Che etichette ha? Early Access, Co-op, Large Scale, Multiplayer Online, RTS, Strategy, World War 3. Rain World, 2D Hard Platform, sono unissime etichette che a me permettono di poter risalire, no? Poi se sono da streamare, c'è scritto streaming, se è un roguelite, c'è scritto roguelite. Per esempio Baldur's Gate 3 è streaming, Choice Matter, Co-op, RPG, uso le etichette in inglese perché preferisco, quindi Choice Matter vuol dire che la scelta conta, no? Oppure Story Reach, eccetera, oppure Metroidvania, e avanti così, shooter. Quindi io per esempio ho separato l'etichetta first person e shooter, in modo che, perché uno magari è third person e shooter, no? E poi appunto c'è roguelite, eccetera, eccetera. Sono tutte etichette, ok? Quindi è chiaro che un control ci sarebbe scritto adventure, ma poi c'è scritto Metroidvania, per quanto mi riguarda, no? Tornando a Sekiro, quindi dicevamo, se uno fermi uno per strada, parlando di control, devi chiaramente fare la descrizione che ho fatto prima, cioè è prima di tutto, per capirci, è prima di tutto un'avventura dinamica in terza persona, paranaturale, eccetera eccetera. Sekiro e io ho detto prendiamo Sekiro. Federico mi dice, ma è un action puro. Allora, cosa vuol dire action puro? Ma anche solamente action va pure bene. Ma anche se io c'ho dentro un milione di giochi che si chiamano, hanno l'etichetta action, perché qualsiasi cosa è action. Anche un twin stick shooter è un action, cioè quelli che usi il doppio analogico, no? Tutti sono action. Anche Binding of Isaac, che è un roguelite, ma è action, perché ovviamente non è statico. Non so se mi spiego. Sei andato a finire sui Tekken dicendomi che sono action e lì... Sì, no, era lì, per dirti, ma certo che non sono dei fighting game, ma ti sto dicendo, ma era per farti capire che l'etichetta action è un'etichetta troppo generalista. Troppo generica, esatto. Sì. No, è una macro categoria, come dire rock, no? Ecco, sì. Quindi nel rock ci puoi mettere dentro lo stoner rock, il psychedelic rock, ma anche quasi anche il metal. Eppure sono tutte cose che suonano molto diverse l'una dall'altra, no? Potrei definirtelo poi spiegandotelo bene, dandoti altre definizioni, ma parte comunque dall'essere un action, che però non è un Souls-like, e non è un Souls, non è niente di tutto ciò. Addirittura non è niente di tutto ciò, attenzione. Anche perché, ma per il semplice fatto allora, che non prende nessuna meccanica dei Souls. Come non prende nessuna meccanica dei Souls? Allora prende, tu questa mattina mi hai detto, prende gli idoli. Allora, no, fermati, lascia perdere gli idoli, il nome specifico. Allora, che cos'è? Aspetta un attimo. Quando uno vuole definire un gioco, ma può essere qualsiasi cosa, un brano musicale, un film, un libro di narrativa, tutto quello che vuoi te, deve cercare di fare un'analisi e fare, come dire, arrivare al succo delle cose che lo caratterizzano, cioè che danno caratteristica a un genere, ok? Allora, io ti ho detto, per conto mio, la minima cosa che caratterizza un Souls, che dà caratteristica a un Souls, è la meccanica del respawn e
delle anime che ti porto in giro. Lascia perdere che in un gioco si chiama anime, nell'altro gioco si chiama Pipero o Fragoline di Bosco, è quello che non è quello l'importante. Comunque è che certo al cuore, proprio il succo, cioè è questo il discorso. Se uno ti dovesse a scuola, no, ti dice fammi questa analisi, fammi questo, dimmi le caratteristiche di questo gioco, prodotto, questo tema. Non è questo però, eh? Non è questo il succo di Sekiro? O il cuore di No, io sto dicendo cos'è, okay, cos'è il cuore di un Souls. Il cuore di un Souls, ok, proprio il terra, la prima delle cose, perché se non ce l'ha non puoi neanche considerarlo un Souls-like, ok? Quindi proprio l'essenza minima è tutta la meccanica in cui tu vai in giro portandoti dietro i punti esperienza, tra virgolette, che si possono chiamare anime, che si possono chiamare appunto cioccolatini, quello che ti pare, ma che in realtà rappresentano l'esperienza che tu hai maturato fino a quel momento. Quindi c'è questa cosa qua, cioè che te ne vai in giro con i punti esperienza, ma certo anche in Baldur's Gate 3 finché non li vai in giro con i punti esperienza, ma in realtà non li perdi. Mentre invece appunto caratteristiche dei Souls è di dire io me ne vado in giro e li perdo se muoio, ok, e fin qui ci siamo. Step successivo, muoio, li ho persi, ma non sono andati perduti, ma sono in un certo posto. Io rinasco, insieme a me rinascono in un punto, che poi lo chiami idolo, che poi lo chiami focarello, che poi lo chiami fornace, lo puoi chiamare come cavolo ti pare, ma non è quello l'essenza, no? L'essenza è che tu muori in un punto, cioè perdi le tue esperienze lì, e poi rinasci più indietro da qualche parte, ok? Che è un focarello, eccetera, eccetera. Nel momento in cui rinasci, rinascono tutti anche gli altri i tuoi nemici. E quindi che cos'è che succede? Succede che tu hai due cose fondamentali. Stiamo proprio facendo un discorso da game designer. Hai due cose fondamentali. Una, che tu vai avanti sempre di più, hai l'ansia di trovare un punto di ristoro dove poter magari livellare, quindi spendere i tuoi punti. Hai quest'ansia addosso, cioè, allora il gioco è già difficile, più hai l'ansia addosso, dici, cavolo, se crepo perdo un sacco di anime. Più tu sei, come dire, goloso, eccetera, vai in giro e farmi, più dentro di te una parte della tua consapevolezza è che, cavolo, attenzione, però se perdi, se muori, rischi di perdere le anime. Però se muori, in realtà loro cosa si sono inventati? Questa cosa del respawn, appunto, della speranza, cioè alla rinascita dici, però ho speranza che forse posso andare là in mezzo a quel casino e recuperare quello che avevo perso. Quindi cosa significa? Significa che tu rinasci, ti ritrovi i nemici, c'è ancora l'ansia, però addolcita dalla speranza di dire dai che forse te la fai, dai che forse li recuperi questa cosa qua. Questa è per me, non dico per tutti, ma per me questa è l'essenza dei Souls. Cioè questo, se non c'è questo non puoi neanche pensare che sia un Souls. Questo è il nucleo minimo, il cuore che identifica il genere, ok? E questo, dicevamo, c'è anche in Sekiro, però a parte Sekiro, andiamo avanti con la disamina dei Souls. I Souls hanno questo, e questo è assolutamente, da una scala da 0 a 100, è 100, cioè è la cosa più importante di tutto, ok? Come dicevamo, per esempio, c'è poi in Remnant 2, c'è poi in Jedi Survivor, eccetera, eccetera. Paradossalmente l'hanno messa, ma non si sa perché, pure incontro, solo che non serve a un cazzo incontro, perché non serve a niente? Perché sono una cosa punitiva e tutto il resto sembra che loro se ne sono dimenticati, cioè tutto il discorso che ho fatto, cioè del fatto di dire vado in giro con queste anime e se le perdo ho tensione perché ho paura a perderle, lì non esiste perché innanzitutto, se non sbaglio, non sono nemmeno messe a video, ok? Mentre invece vedi che i Souls te lo mettono a video. Vogliono farti vedere il bel numerino lì, no? Quando poi diventano perché milioni, no? Perché non è proprio la stessa cosa, ecco perché. Certo, però dico, numerino. Appunto, sì, ho capito. Però un designer dovrebbe dire, se ci metto un elemento alla Souls, deve funzionare. Se non ce lo metto, che cazzo l'ho messo a fare? È un po' come dicevamo appunto di... Perché non è esattamente un elemento alla Souls. Ecco perché. Perché tu quell'esperienza che fai con Sekiro, non è tutte quelle anime che ti porti da inizio e fine gioco in un Dark Souls. Tu quell'esperienza che puoi fare in Sekiro la puoi fare in 5 minuti. Vabbè, che poi sia ma adesso non me lo ricordo, ma che sia magari bilanciato in un'altra maniera, non lo so. Adesso non mi ricordo questo dettaglio.
Diciamo che avranno voluto sminuire quell'effetto lì, può essere. Cioè, io non ti sto dicendo che... non ti ho mai detto che Sekiro è pienamente un o uguale ai Souls. Questo non te l'ho mai detto. Ti ho detto che è assolutamente... anche perché il termine è Souls-like. Souls-like vuol dire che è come Souls, ma non uguale a Souls. Essere come non vuol dire essere identici a... non so come dire. È come uguale... uguale non è identico, anche in filosofia dire uguale e dire identico sono due cose diverse. Identico vuol dire proprio perfettamente coincidente al 100%, uguale vuol dire che è estremamente simile o quasi combaciabile, no? Quindi dicevamo, comunque un Souls, quando uno, quello che io dicevo di fare a te, dire okay, prendili un foglio di carta, fai finta di essere a scuola e metti giù i punti dei Souls. Allora, la prima è quella roba lì. E siamo d'accordo entrambi che se non c'è quella cosa lì non puoi neanche catalogarlo Souls, ok? Se te la fanno più o meno vedere come in Control e non serve a un cazzo, è chiaro che non useresti mai l'etichetta Souls-like per Control, ok? Poi che altre caratteristiche hanno? Di solito hanno l'esplorazione, come dicevi tu, l'effetto, diciamo così, degli elementi RPGistici in termini di statistiche del giocatore che puoi migliorare. Aspetta, Sekiro e i Dark Souls o solo Dark Souls? I Souls, stiamo parlando dei Souls, ok? Stiamo parlando quindi di fare Sekiro. La disanima dei Souls. E quindi anche Sekiro ha il fatto di... No, poi ci arriviamo dopo. Adesso tu fai finta di avere il tema dell'insegnante che ti dice mi fate un'analisi. Ho già tutto in testa, fidati. Come? Ho già tutto in testa. Ok. Su quello che è Sekiro e quello che è Dark Souls. Sì, ma a me la domanda era che cos'è un Souls? È questo che ti sto domandando. Partiamo da lì. Che cos'è un Souls? Appunto, prima di tutto quella meccanica lì, fondamentale. Se non c'è, non è un Souls. Punto. Poi puoi dire che sono giochi esplorativi, che sono giochi, diciamo così, RPG, tra virgolette. Hanno spesso la caratteristica di avere... allora, sono tutti sempre difficili, con una difficoltà progressiva. Sono una rincorsa al boss, perché c'è sempre un boss da uccidere, no? Ed è proprio una rincorsa, nel senso che devi... magari fare più run, più tentativi per ammazzarlo proprio per la difficoltà, no? Poi cos'è che hanno? Di solito i Souls hanno anche, per esempio, un unico livello in realtà, ok? È una delle caratteristiche fondamentali, in realtà, nel senso che è una delle cose più belle, no? È una delle cose su cui Miyazaki si diverte probabilmente molto, cioè il fatto di fare una specie di livello monolitico. Anche se poi dopo sai quando vai in sottoterra eccetera eccetera, vabbè, il fatto che sopra ci sia il castello te ne frega fino a un certo punto, però diciamo che l'idea è quella, no? È un livello monolitico. Poi cos'è che hanno? Sono oscuri. Sono, vabbè, alla fine, Dark Souls, fantasy medievali, che è un dungeon crawler, fine. Puoi... come? Anche definirlo così, potresti anche definirlo, perché ha elementi, ma perché in realtà sono tutti videogiochi e hanno anche elementi che puoi ricondurli ad altri generi. Chiaramente sì, sicuramente può anche essere considerato un dungeon crawler, certo. Ovviamente, soprattutto quando c'è tutta la parte sotterranea, no? È un dungeon crawler, ha appunto un loot migliorabile, potenziabile, c'è pozione, eccetera, eccetera. Ha elementi che di solito appunto si indicano, con cui si indicano gli RPG. Ok. Esatto. Tendenzialmente equipaggiamento, eccetera eccetera, equipaggiamento, statistiche varie, abbiamo anche nemici che hanno diverse resistenze a certi elementi, per esempio un'altra caratteristica, abbiamo l'elemento della storia criptica di cui non si capisce un cazzo, con NPC che parlano sì e no, per esempio, e ridono, soprattutto ridono. Ridono? Tutti ridono. Tutti ridono, ok. È qui la festa. Sì, beh, ridono per... boh, non lo so, quella cassa qua me la ricordo. Tutti. Cioè, stai scherzando, immagino, però... No. Sono serio. Tutti ridono. Gli NPC dei Souls, tutti ridono. Risate... non sguaiate, immagino. Sì, no, beh, oddio, risate un po' da presa per il culo, no? Secondo me ci sguazzano. Okay. Mi piace. Sono sadici. Va bene. Appunto, poi... caratteristica fondante di Demon's Souls quando è uscito a suo tempo era chiaramente questa bellissima ambientazione
da medioevo fantasy europeo, sottolineiamo europeo, perché è un po' come è un po' il tratto di Berserk, per chi lo conosce, no? Il manga Berserk. Bel po'. Sì, perché cioè, vuol dire, quello che ha di bello Berserk è sempre stato quell'ambientazione che ha, chiaramente, sì, con le armature dei cavalieri, eccetera, eccetera, ma con questo gusto appunto europeo, del medioevo europeo. Predetto, quindi sì, sì. Ecco, poi cos'è che altro ha? Sono in terza persona, c'è un combattimento sostanzialmente con delle armi, quindi come si chiama, corpo a corpo, ma con delle armi da taglio, diciamo lì, così, del... Vabbè, su... non solo melee, non solo melee, stregonerie, incantesimi. Sì, ok, perché si fa sempre parte dell'aspetto fantasy. Esatto. Va bene. Olistico, eccetera. Ok. Minimo. Va bene, questo quindi sono le caratteristiche che uno può indicare per un Souls, ok? Sì. Così come se uno va a guardare la musica psichedelica, ti diranno musica psichedelica, queste caratteristiche, oppure non so, il dub. Musica elettronica con suoni molto bassi, musica come dire con pochi suoni, essenziale, minimalista, ti direbbero molto oscura, eccetera eccetera, cioè ci sono delle caratteristiche, no? Per cui dici, boh, ascolto un album di Madonna, sicuramente non è dub, non si potrebbe considerare dub, no? Ok, torniamo a Sekiro. È Sekiro uguale? Cioè, no, non è uguale. Cioè, Sekiro ha assolutamente la meccanica base, ok? Ma è basta. Come è basta? Tutte le altre meccaniche che hai elencato non le ha. C'ha il mondo monolitico, sì, il mondo, c'ha la storia criptica che non si capisce cosa stai facendo, c'ha è oscuro, è in terza persona, c'ha le armi a corpo a corpo. Cos'è che non ha dei Souls? Solo perché non ha lo scudo ed è un po' più, ed è un po' più agile? Non ha le meccaniche di gameplay, la struttura. Cioè? Semplicemente. Io quando gioco un Dark Souls ho un determinato tipo di approccio. Quando gioco Sekiro o altri giochi simili, automaticamente ho un altro tipo di approccio al mondo o al gameplay. Tu mi parlavi anche del rampino. Il rampino non cambia poco, cambia tantissimo. Ma non solo. Lasciamo stare il rampino che ti cambia tutto, il modo di approcciarti al mondo, il tipo di gameplay, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in che senso? Ma... non cambia l'approccio, è una cosa in più. No, come no? È una cosa in più. No, non è una cosa in più. È comunque studiato intorno al rampino. No. Sekiro senza il rampino non funziona. Come no? Sì. Stai scherzando? Attenzione, che non puoi raggiungere qui e là qualche zona, è un conto. Ma non funziona. Sì, no, tu mi parli a livello di gameplay che il rampino non è utile. No, non è che allora, ovviamente l'hanno messo e quindi l'hanno sfruttato, intendiamoci, l'hanno sfruttato anche in combattimento, ma è una cosa, diciamo così, che hai e usi, ma non, poteva anche essere assenza, cioè potevano anche farne a meno, nel senso non c'era e navigavi il livello esattamente come facevi in Souls, cioè nel senso... Ah, no, ok, sì. Poi, siccome invece hanno avuto questa idea, allora l'hanno fesso. Il gameplay è di, non lo so, di level design, eccetera, anche, no? Ma il rampino è il minimo. Mm. Parliamo anche del fatto che Sekiro ha delle meccaniche che nei Souls non si sono mai viste. Cioè? La parata? Cioè che arrivi a un certo... No, la parata è gameplay. Attenzione, che comunque è diverso, no? Ma è combat system più che gameplay, ok? Cioè è una parte del gameplay. Diciamo il combat, sì. Mm-hmm. Arrivi a un certo punto del gioco, nella tenuta irata, no? Nel ricordo di notte, dove il gioco ti mette davanti, e sono comunque un bel po' di ore di gioco, Il gioco ti mette davanti una nuova meccanica. Che è Quale? una meccanica di contrattacco, che è il contrattacco Mikiri. Uh-huh. Con tanto di simbolino sopra la testa del nemico. Sì, ma è combat system. Ho capito, ma è una meccanica del gioco? Ma sì. è una meccanica di un sottosistema del gioco. Ma aspetta, però tu senza quella meccanica determinati tipo di nemici o determinati tipi di cose nel gioco non le puoi fare senza. Allora, senza è questo che su questo non ci siamo d'accordo, cioè il fatto che un sottosistema altro. Sia è come il discorso di Nioh, ti ho detto. Io in Nioh, aspetta un attimo, in Nioh li ritengo comunque dei Souls, ok? Sì, ma eppure cambia il combat system. Loro hanno la postura, per esempio, hanno la postura bassa, alta e media, hanno un
tutto un altro tipo di armi rispetto a ovviamente ai Souls. Quello che, in cui tra l'altro ci perde, e che probabilmente loro non sono capaci, perché evidentemente se lo hanno fatto in tre titoli si vede che non sono capaci, oltre che forse non avere l'interesse, è quello di fare una struttura monolitica dei livelli, cioè in realtà quando lo giochi sono tutti è tutto suddiviso a sottomissioni, quindi a sottolivelli, e questo fa perdere un po' di fascino al gioco, ma in tutto il resto è un Souls. E come dici che appunto è un Souls, io continuo a non capire perché Sekiro, che c'ha tutto in comune tranne alcune varianti, perché non è che aggiungere o togliere o modificare una cosa non lo rende più un Souls. Io la vedo così, capito? Ma non è che non lo rende più, cioè io non lo riesco, a parte il fatto che io, tralasciando io e non solo io eccetera, ma sì, ma poi io ti ho detto poi se c'è anche il mondo contro, ma a me non interessa. Sì, ma infatti, ma non interessa, quindi parliamo noi e basta, no? Giusto per anche per discutere. Quindi parlando io di giocatore, videogiocatore, no? Io prendo il pad e voglio giocare Sekiro. Io non ho lo stesso tipo di approccio che avrei se facessi partire Dark Souls 3, giusto per dirtene uno. Sarebbe tutt'altro tipo di approccio, ma non solo al combat system, ma anche nel modo in cui io mi muovo nel mondo di gioco, capito? È proprio un approccio totalmente diverso. Ma non è un approccio diverso, perché? In che senso è diverso? Per me è diverso, perché io nei Souls ho, come dici tu, il fatto delle anime, mi devo stare a preoccupare di qua di là, poi mi devo costruire la mia build, devo potenziarmi le armi, devo stare attento che magari un potenziamento me lo posso perdere, poi devo andare a trovare dei potenziamenti in giro per potenziarmi l'armor. Ma siamo d'accordo però su una cosa, aspetta un attimo. Tutte queste cose non le fai. Ma siamo d'accordo però su una cosa, fermati un attimo. Possiamo essere d'accordo su una cosa, cioè la semplificazione... Ok, cioè aver preso un genere, averlo leggermente semplificato, avere leggermente magari aggiunto una cosa, tolto un'altra, non vuol dire stravolgere il genere, ok? Perché allora questa cosa vale anche per gli strategici, eccetera, no? Cioè, guarda, posso essere d'accordo sul fatto che magari il world building, quindi la base, è quella più o meno, perché loro, forti del fatto che 10 anni e più che fanno i Souls, hanno fatto un gioco diverso, però avendo comunque una base, mettiamo tipo Wulong col del Team Ninja con i Nioh, che praticamente è la stessa identica cosa, uguale, copiato, solo che il combat è diverso. Ma Sekiro non è così marcato come tra Nioh e Wulong, cioè Sekiro prende molte meccaniche dei Souls, non ce le ha proprio, non esistono. Sì, ma sono meccaniche del combat system, ok, cioè... capito, ma fa parte comunque del gioco, cioè il combat system non è estraneo al gioco, fa comunque parte del gioco, non puoi prenderlo a sé stante. Sì, ma allora non c'è una corsa, non c'è una corsa al boss, non sono difficili i boss, non è, tra l'altro sai che è considerato comunque uno dei più difficili dei loro giochi, in realtà io che so in giro sai che lo viene considerato comunque uno dei più difficili, però non lo so, c'è a chi è il risultato più facile Sekiro e chi è il risultato più facile Bloodborne, per dire. Quindi dipende, perché da te. Sì, ma perché hanno anche lì delle differenze, cioè uno comunque è basato, per esempio, non so, Souls c'è molto la meccanica dello scudo e questi qui invece hanno qualcos'altro, poi oltretutto anche Bloodborne per esempio è molto molto sulla schivata, dipende dall'arma che usi, addirittura volendo c'è anche un'arma secondaria da fuoco. Quindi, però questo, cioè io ti ho fatto anche un altro esempio e ti avevo detto, tornando al discorso Control, fermi uno per la strada, non si sa perché, non sa che cos'è Control, pur avendo magari una cultura videoludica, e gli dici, Control è Metroidvania, quello ti guarda storto, ok? Oppure capisce una cosa che non è quella che in realtà caratterizza Control. Allo stesso modo io ti ho detto, prova a fermare uno per la strada, dici, se gli dici Sekiro è un action puro, questo non capisce un cazzo. Se tu gli dici Sekiro è un Souls-like, però ambientato in Giappone, con alcune differenze,
Molte di però più. È Souls-like. Questo qua si riesce a figurare, cioè se conosce i Souls si riesce a immaginare che tipo di gioco è. Anzi, magari ti dice, va bene, allora non mi interessa, non mi piacciono quei tipi di giochi, non ci gioco, non lo prenderò mai. Però sì, sei d'accordo che se tu... Se vedi dei video non è un Souls, però. Non lo so, io non riesco, non so come fare a convincerti. No, 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 non mi devi convincere perché non è così, semplicemente. Non riuscirai mai. Sai che non è oggettivo, lo sai. Sai che no. Sì, sì, ma spero che lo sappia anche tu. Perché non riuscirai mai a sentirmi dire da me che Sekiro è un Souls-like, perché non lo è. Semplicemente non lo è. Prende una base del world building fatto negli anni con i Dark Souls, eccetera. Sì. Non so, sì, io te l'ho detto. Io se noi i nemici, tutto quello che vuoi. Se noi ma facciamo diverse. Però io ti ho detto come il discorso del compitino da fare, no? Cioè del trovare, non so, 10 punti che lo caratterizzano. La filosofia e la biologia che non c'entra. Trovi 10 punti, no? Ce ne ha 9 in comune, 8 in comune è un Souls-like. Ne ha 8 in comune. Come no? Quali 8? Ma dove? Te l'ho fatto l'elenco prima. No, non me l'hai fatti. Di come Sekiro no? Non mi hai parlato. Che c'ha Sekiro? Io ti ho fatto l'elenco di Dark Souls, ok? E quindi Dark detto... Souls con le meccaniche RPG, potenziamento degli scudi, armature, le anime, potenziamenti, eccetera, è uguale a Sekiro. No, ti prego, dimmi di no. Ci sono anche lì le statistiche, se non ricordo male. Potrei ricordarmi male io. Ti ricordi malissimo. Non ce ne... Tu potresti... A parte c'è lo spirito, mi sembra, eccetera. Ci sono delle statistiche, non ci sono i miglioramenti delle armi, non è così... Non c'è miglioramento di nulla. A parte il fatto che Sekiro ha delle meccaniche dove tu... A parte il fatto che Sekiro ha delle meccaniche... Anche Metroidvania, se vogliamo, tra l'altro. Perché tu a inizio game hai dei nemici che non puoi battere. Cosa che nessun Souls ha mai avuto. Come no? Primo boss di Demon Soul, per esempio, sì. No, ma quello è una trollata. Quella è una trollata. E basta. Cioè tu in realtà lo puoi battere. Che se sei bravo, sì, si sta lì mezz'ora. Però sì. Lui è troppo è così forte che in un colpo e mezzo ti. Anche Elden Ring è la stessa cosa. Anche Elden Ring c'ha il boss che potresti battere. Ma ha il boss, non ha dei nemici già da inizio game in giro per la mappa che tu non capisci perché non li riesci a uccidere. Sai che non me la ricordo questa cosa? Sono i senza testa, non so se ti ricordi. Non hanno letteralmente la testa. E fanno malissimo e tu lì non, veramente non riesci a capire per quale motivo tu non puoi nulla. Lo capisci solo una volta in game e poi ti devi ricordare la strada per ritrovarli, eccetera. Quindi magari questo è già verso più il Metroidvania che verso il Souls-like, figurati, no? Io ti ho detto anche un'altra cosa poi stamattina, i roguelite. Tu sai che cos'è ROG? Sì. Lo conosci vagamente. ROG è un gioco vecchissimo in cui appunto era una specie di era un dungeon crawler, non era una specie, era un dungeon crawler procedurale, cioè quando poi morivi si rifaceva il livello sostanzialmente. Sì. Anche lì certi giochi ormai vengono definiti, anzi è una moda ormai, cioè sono un casino di giochi così, vengono definiti roguelite, lite, scritto lite, che però sarebbe lite e light sono la stessa cosa, che vuol dire leggero. Cosa vuol dire? Esatto. È un'etichetta per indicare appunto che hanno, cioè è un'etichetta che ormai viene universalmente riconosciuta per identificare il fatto che abbiano, per esempio, i livelli procedurali e magari anche qualcos'altro, non solo i livelli procedurali, ma magari anche il discorso tipo Rogue Legacy, eccetera, cioè di ereditarietà oppure di rank tu fai, corse che tu fai e man mano porti a casa qualcosa come in Hades, come mille altri di questi titoli, porti a casa qualcosina che appunto ti permette di potenziare in modo permanente il tuo personaggio e quindi poi puoi proseguire fino ad arrivare tendenzialmente a un boss o più boss, dipende come è organizzato. Ecco, ok. Esatto, sì. Roguelite. Oh, questo vuol dire roguelite. È anche lì, Souls-like. Cioè, né più né meno, non potrei mai dire che non è un Souls-like Sekiro. Cioè, perché comunque la cosa base, quella del respawn, eccetera, c'è. Ho capito, ma non basta per definire. E per me non basta, per me ce n'è anche 4-5 altre, però. Ma dove? Dove sono 4-5 altre? Come un'altra cosa? Dove prima sono? Erano 9, adesso sono 4-5. Ma è per fare un esempio, sto dicendo, che ti ho detto, c'è il discorso della storia criptica. C'è comunque un po' l'oscurità. C'è... Non puoi parlare della storia? La storia criptica, sul serio?
Beh, se io ti parlo di elementi di gameplay, che tu mi dici, vabbè, ma il gameplay fino a un certo punto. No, io ti ho detto le caratteristiche. No, io ti ho fatto una lista delle caratteristiche di solito che hanno i Souls, ok? Cioè, se uno si mette lì, fammi un'analisi, smontami gli elementi di un Souls. Questo ti sto dicendo. Tu smontami gli elementi di un Souls. Quello caratterizza un Souls. Sicuramente c'è la storia criptica. NPC criptici. Una storia che comunque non ti viene narrata, non ti viene, non ci sono filmati, nel senso non è Alan Wake, ok? In realtà Sekiro è molto più esplicativo della storia dei Souls, eh? Sì e no, anche lì sì. C'è due o tre finali e anche lì devi capire bene i passaggi da fare, però il finale lo capisci benissimo, è Dark Souls che non capisci una mazza. Allora prendiamo i punti in comune tra Dark Souls e Sekiro. Qualsiasi Dark Souls siano. Mm-hmm. Allora, i falò, il respawn dei nemici, la difficoltà, mettiamoci anche questa storia criptica, oscura, tutto quello che vuoi. Il world building. World building, fine. Le statistiche del personaggio non ci sono, a me sembra di sì. Non ci sono, no. Ci sono i potenziamenti del braccio prostetico, che tu puoi usare. Ah, la cosa più Souls di Sekiro, che lo sai che cos'è? O almeno secondo me, Dio, come si chiama? Il demone dell'odio. Lo ricordi? Il demone grande, rosso. Enorme. Verso fine game. No? Io sai che lo ricordo benissimo. Tu mi sa che dovresti rivedertelo un pochettino. Demone dell'odio, cos'era? Un boss? Un boss, il demone dell'odio, sì. Il demone dell'odio è la cosa più solta che è in Sekiro, perché è un boss un po'... Ma lo... ok, ma siamo lì allora. Per te una caratteristica fondamentale è l'oscurità, è l'ambientazione demoniaca. Però il boss ha delle meccaniche di Sekiro, fatta apposta per funzionare con le meccaniche di Sekiro. Sì, perché ma l'ambientazione non lo cioè... che, a parte respawnare, morire, respawnare, il Souls-like ha comunque anche altre robe. No, il Souls-like per il conto mio viene etichettato Souls-like per quel motivo lì, per quella meccanica lì. Parlo di... aspetta un attimo, parlo di Souls-like come etichetta, non parlo Souls-like come genere. Ok, cioè se lo usi nell'accezione dell'etichetta e basta, non se lo usi nell'accezione del genere. Ok, allora così magari siamo già più d'accordo. Ma in realtà è su quello che io soprattutto ho puntato sin dall'inizio. Ho sempre detto che comunque nel senso l'etichetta è Souls-like. Poi che vuoi metterci action, puoi metterci action RPG, puoi metterci adventure anche. Sì, ti ripeto, senza stare a scomodare testate, Facebook, opinioni altrui, eccetera. Io, giocatore, che io gli unici giochi che ho platinato in vita mia sono Sekiro, Bloodborne, God of War del 2018 e Bloodstained, basta. Ok, è già sei matto per i miei parametri. No, sono piaciuti così tanto che li ho platinati. Okay. Mai platinato nient'altro in vita mia. Quindi okay. Bloodborne, sai che io li ricordo benissimo, no? L'approccio che ho io, videogiocatore, no? A Sekiro è completamente diverso dall'approccio che ho io con Bloodborne. Quindi già questo mi fa dire. Ma che sai cos'è? Usi delle parole troppo nette per me. Questo che mi fa un po' impressione. Cioè, non puoi dire completamente diverso. Non so se mi spiego. È molto diverso, pure è abbastanza diverso. Non so come dire. Per me è molto importante l'uso dei termini. So che sono un pignolo, rompipalle, ma. No. Va bene, io però sto cercando di farmi capire il più possibile. Quindi ti dico. Sì. Il mio approccio è comunque completamente diverso. Non ti posso dire abbastanza diverso. Se per me è completamente diverso, capito? Quindi, cioè, io mi approccio. Se dovessi riprendere Bloodborne, e io spero che un giorno si degnino di farmi di non farmelo uscire rotto su computer, per favore, perché lo vorrei anche moddare, magari fare qualche sfida. Mi piace, insomma, vabbè. Guarda, è più facile che magari facciano il remaster sempre su PS5, però boh. Va bene pure già, non so se hai visto che hanno annunciato che From Software farà un gioco in esclusiva per PS5. Ma loro purtroppo hanno i compari, no? Sì, si legano qualche intruso. Già fatto Bloodborne, quindi faranno. Esatto, sì. È per quello che c'è il rischio che facciano Bloodborne 2. Magari, sai che figata sarebbe comunque se facessero
cos'è la Blue Byte, come si chiama quelli che hanno fatto Demon's Soul? Sì, Blue c'è qualcosa, hai ragione, non ricordo. Mi sembra Blue Byte, se vediamo un attimo. È Blue Byte, ma Blue c'è di mezzo sicuro. No, Blue Point Games, pardon. Blue Point. Ecco, ok. Blue Point. Sai che figata se facessero, annunciassero loro Bloodborne Remaster e la From Software Bloodborne 2? È presente che colpaccio. Sto sperando proprio in quello, ci credi? Io ci sto sperando. Ascolta, l'altro giorno ne parlavamo anche del fatto della colonna sonora, no? Tu devi capire che ogni tanto io rimetto sulla colonna sonora di Bloodborne. Perché a parte due o tre brani un po' stufosi, un po' così, un po' più, come dire, un po' più banalotti, ma ci sono dentro anche delle belle sonorità, belle. La di Lawrence, bellissimo. Esatto, fantastico. Poi è un album lunghissimo. Insomma, la migliore. Il problema è sempre quello. Io lo dicevo anche con un mio amico: la From Software ha degli artisti della Madonna, ma hanno un handicap di un engine di M, ok? Cioè, è un engine che è vecchio, stravecchio. È orribile. Però non è capace di fare le ombre nel modo giusto, non è capace di fare la luce ambientale nel modo giusto, anche a livello di shader. Fa poco e niente, a livello di cose volumetriche fa poco e niente, però loro hanno degli artisti della Madonna. È quello, eh? Elden Ring è qualcosa di incredibile a livello artistico, è una poesia, cioè come giri per la mappa, eccetera. Sì, allora ci sono degli alti e bassi, perché io ho visto delle location più avanti che siamo un po' spoglie, un po' meno, come dire, ispirate, anche lì. Sì, magari al chiuso rende meno, è un po' come... Diciamo come che io non ho una grandissima esperienza, però... Io ho l'idea che Bloodborne sia quello più compiuto dal punto di vista artistico, sia musicale che proprio puramente dei modelli, dell'ambientazione, del sì. Anche il bosco, no? Come è fatto, quasi un po' la, da favola, no? Favola horror, ovviamente. Sì, si parla di un sogno, quindi sì. Sì. È il sogno del cacciatore, quindi sì. Esatto. Quindi... lì per me è il vero picco, è Bloodborne, per cui appunto se loro mi facessero un remaster con magari appunto un engine più recente eccetera eccetera, già quello guadagnerebbe dei punti, poi sarebbe almeno a 60 fps, quindi ulteriori punti, e poi magari tac, Bloodborne 2, e lo dici cazzo, bam, così cavolo, sarebbe davanti a Sigio. Tra l'altro non so se hai notato, Lord of the Fallen ha una colonna sonora vagamente simile a... vero o no? Ci sono degli elementi vocali, eccetera. Ho intravisto degli streamer, ma non dico che sempre è così, anche perché mi pare aver capito che comunque è abbastanza minimalistica la presenza della colonna sonora. Però quando c'è, mi ricorda molto Bloodborne. Io ho fatto solamente i primi due boss, quindi so che comunque il gioco è bello grande. Sì, anche quello è un plus. Tra l'altro, ragazzi, vi possiamo dire che stavamo pensando io e Federico di portare qualcosa di questo tipo, anche tra cui Lords of the Fallen, magari a dicembre farlo in coop, interamente in coop. Lui mi aveva proposto A dicembre sarebbe buono, sì, mi sembra una cosa interessante, insomma, non so, visto che tutti la portano in single player eccetera, magari fare una cosa a due, no? Lui poi mi proponeva di fare, forse settimana prossima iniziamo Returnal, so che è un gioco che può ormai, cioè ormai i suoi anni magari non interessa a tutti, però mi interessava a me giocarlo. Beh, ha 2 anni, dai, non è così vecchiotto. E l'ho pagato, quindi potrei anche avere un motivo solo per giocarlo, no? Stavamo pensando di portarlo su PC, ma abbiamo visto che la versione per PC ha un memory leak pazzesco, e non l'hanno mai sistemato, non sembrano avere intenzione di sistemarlo, quindi... Quindi stiamo pensando appunto all'idea di giocarlo sulla PlayStation 5, che è l'originale poi. Sì, PS5 mai avuto problemi, il gioco l'ho giocato tutto, dall'inizio alla fine, più volte, ho fatto anche la torre, l'aggiornamento è uscito. Cosa sarebbe la torre? Sarebbe una torre infinita. Ok. Dove prendi potenziamenti, prosegui, uccidi tutti i nemici, prosegui, uccidi tutti i nemici, prosegui. Ma c'è un fine, o non ce l'ha un fine, quindi? No, non ce l'ha un fine, però ha un boss, diciamo, di storia, perché ci sono alcune registrazioni
della tizia che prende in giro e racconta un pochettino. Però basta fare tipo una ventina di livelli della torre, se non sbaglio, per trovare questo boss nuovo, che effettivamente nel gioco base non c'è, e sconfiggerlo un paio di volte, se non ricordo male, e hai fatto tutto. Poi, come il gioco comunque è bello, se ti piace, ti giochi la torre. Ok, ecco, l'unico problema di questo gioco è che è un roguelite, appunto dicevamo, sostanzialmente la base è un roguelite, e quindi bisognerà vedere come gestire il discorso di tagliare eventuali run inutili per arrivare più che altro a un dunque, no? Però vabbè. Non è facile. Eh? Bello complicato, non è facile. Poi sì, leggevo che è anche bello tosto, mi sembra, no? No, a parte difficile, io credo che poi in due... ce la si cava tranquillamente. Proprio dico per te, per registrarlo e magari farne una serie, è proprio difficile, devi mettere là a tagliare bene, togliere tempi morti che ce ne saranno un bel po', insomma è comunque un lavoro, Tempi morti, se noi parliamo li riempiamo noi, nel senso tempi morti bisogna vedere, più che altro non le run inutili magari, o le run meno significative. Si può tagliare per esempio un'intera run che dici vabbè non è andata bene. A parte che tra l'altro non so come gestisce il... Non so come gestisce, per esempio, se uno muore, può essere restato dall'altro? Io questo non ne ho idea, perché io l'ho giocato da solo, la coppa ancora non la introducevano, quindi... Ok, mentre invece negli altri, se uno muore cosa succede? Nasce al falò lui da solo? E poi... Sì, no, beh, se uno muore, se l'host muore, respawn al falò, devo rinvitarti ogni volta? No, lascia il segno per terra per la coop, tu mi evochi, vedi il mio segno col mio nome, appare l'immagine, mi rievochi, io respawno nel tuo mondo, praticamente sotto forma di fantasma, e ho le mie fiasche, ho le mie cure, no? I miei potenziamenti, eccetera, e quindi ognuno è autonomo, diciamo. Però se io per esempio dovessi venire con una classe mago, o chierico, quello che vuoi, o puoi magari delle cure, esatto, ad area, e quindi posso curare anche i miei alleati. Curi sempre indirettamente, quindi, cioè ad area, insomma. Curo ad area indirettamente, questo mi consuma il mana, giustamente, e, ovviamente nel farlo devo stare fermo, quindi magari in una boss fight devo trovare il momento migliore per farlo, magari tu ti allontani un po' dal boss e ci curiamo, quindi è anche abbastanza strategico, farlo in coop non è scontato, secondo me. Ok, appunto questa cosa la dicevamo appunto magari anche per Demon's Souls, appunto, e magari proponeva anche Elden Ring. Elden Ring c'è un problema che però è immenso, è lunghissimo, e... Vuoi sapere quanto ho messo io la mia prima run? Quante ore ci ho messo? Quante? 180 ore. Ecco, appunto. Siccome poi non lo facciamo, non lo faremo tutti i giorni, rischia di andare avanti secoli praticamente. No, rischia di non trovare una fine. Esatto. Ecco, che ci... Io ti parlai di Demon's Souls, che secondo me è quello più, diciamo, onesto per una serie, che si presta come compromesso, insomma, un compromesso. Perché hai livelli, quindi ogni livello, ogni arcipietra ti porta in un determinato mondo. Lì c'hai, è come se fosse un vero e proprio dungeon crawler, no? Quindi c'hai i livelli, c'hai la porzione di livello, una volta che l'hai finita fai il boss e sei al livello successivo, no? Alla porzione di mondo successiva. Quindi è molto più fruibile, molto più veloce. Metti che moriamo due volte al boss, chi se ne frega, tanto stiamo lì con gli shortcut sbloccati, eccetera, ci mettiamo 2 minuti, rifacciamo tutto e siamo okay, avanti nel gioco, no? Quindi va bene, roba. Quella è un'ipotesi. Elden Ring potrebbe essere magari da rimandare all'espansione, per esempio, oppure così e quella è un'idea. Un'altra idea era, cioè, diceva, tornando a Lords of the Fallen, almeno il pregio di essere più attuale come gioco. E mentre in Demon's Souls, Elden Ring, eccetera, Federico è un esperto, quindi diciamo così, sarebbe interessante il fatto che mentre ci giochi lui mi spieghi qualcosa, per esempio, appunto, quindi faccia un po' da cicerone, da guida turistica, diciamo così, e di spiegazioni tecniche che spero che saprai darmi, no? Sulle armi, eccetera, eccetera. Quello potrebbe essere un plus, no? Di una serie del genere. Sì. Al contrario, Lords of the Fallen saremmo quasi tutti e due in blind, e quindi sarebbe un punto di forza quello, cioè mentre di là è un punto di forza il fatto che
tu sai tutto. Nell'Lords of the Fallen ha due punti di forza, che sono: uno, il fatto che comunque credo che sia ancora di interesse per molti, perché è ancora attuale, ancora nuovo come gioco tutto sommato, e due, il fatto che in realtà siamo tutte e due all'oscuro, e quindi tutte e due dobbiamo ragionare, capire, eccetera eccetera, no? Però sai, questa cosa potrebbe avere un difetto. Sai che cosa? Perché, allora, io non so adesso come funziona bene la coop di Lords, però dovrebbe funzionare come i Souls, no? Credo, immagino. Se tu mi evochi per fare andare avanti nel mondo di gioco, nel tuo gioco, io credo di rimanere sempre dove sono rimasto io, quindi io dovrei fare doppio gioco per continuare ad andare avanti. E se no non ti potenzi, intendi? No, nel mentre potrei livellare e potenziarmi grazie all'esperienza che io prendo facendo coop con te nel tuo mondo. Cioè non ti resta neanche quello? No, quello credo di sì, sì, penso di sì. Però poi mi dovrei comunque fare quella porzione di mondo che abbiamo fatto da solo per proseguire, no? Quindi sarebbe un farlo due volte. Non lo so. Credo, perché dovrebbe funzionare come funziona nei Souls, insomma. Credo che sia uguale. Sì, diciamo che poi la maggior parte dei giochi sono così. Anche in Remnant 2, che adesso ha comprato, anch'io ho preso DLC tra l'altro, e magari stavamo pensando magari che lo sospendevo finché non si metteva a pari lui, quindi giocavamo insieme anche quello. Però anche quello, come anche i Dying Light, come penso anche i Borderlands, hanno tutte questo limite del fatto che l'unico che prosegue veramente è l'host, cioè quello, esatto, che ospita la partita. Ecco perché nei Souls, in Elden Ring per esempio mi sarebbe più facile, ma anche in Demon Souls, che ho tre personaggi. Sì, ne prendi uno e... Uno, ho già tutto, magari posso venire con un'arma che è potenziata di meno, così non ti rompo il gioco, non uccido tutto io, e comunque rimane una sfida... Ma tu sei sicuro, a proposito, che faresti così? Cioè che tu faresti dei danni della Madonna e io niente? Sei sicuro che non ti equilibra un po'? Sì, il gioco ti equilibra un po', ma è un po', purtroppo. Perché... Quindi spacchi su comunque? Sì, te lo dico. Pialli comunque la gente? Sì, perché io ho giocato anche parecchio PvP di questi giochi qua, quindi so che, per esempio, se tu parti livello 1... all'inizio di Elden Ring, subito mi evochi al primo falò, diciamo, no? Che non sono i falò, le grazie, ma è uguale. Sì, sì, concetto è lo stesso. Arrivo io col mio personaggio bello livello 140, con le armi più 15 quelle normali, più 10 quelle speciali, tutto bello corazzato, con le armature toste, con la poise giusta per non farmi stannare dai nemici, eccetera, e invade qualcuno. Che giustamente siamo in coop, quindi qualche volta tende a invadere qualcuno, no? Invade qualcuno che magari è a livello tuo. A me basta forse due colpi, tre. Ok, mi fai. Beh, c'è il pregio che mi fai da guardia del corpo, allora. Mi fai il bodyguard praticamente, ma per quanto ti possa, diciamo, abbassare un po' di caratteristiche, perché alla fine quello fa il gioco, no? Ti abbassa un po' le statistiche, ma sono comunque troppo equipaggiato meglio. Sì, sì, poi contano. Si conterebbero, penso, anche gli eventuali incantamenti, quelle cose lì, penso, no? Io mi sono preso perché sono arrivato con quella statistica a livello 60 e tu mi puoi abbassare quando ti pare, però io poi la magia OP che ho preso dopo 100 ore di gioco ce l'ho, capito? Quindi non lo so, il bilanciamento della coop lascia sempre il tempo che trova su questi giochi, quindi... Vabbè, comunque... Guarda, io ti dico, tra l'altro adesso è in offerta a 40 euro nemmeno su Steam, perché ci sono i saldi autunnali, quindi Lords of the Fallen adesso, forse la settimana prossima, spero di comprarlo. Io idea qua proverei comunque a farla, non so, vediamo come sistemarla. Sì, a me non dispiacerebbe provare a vedere, poi io se mi ci metto questi giochi me li mangio pure, quindi poi a dicembre sono anche un pochettino più libero. Sì, ecco, al massimo può capitare. Guarda, per esempio ti dico, in Dying Light era così, cioè il primo Dying Light, io avevo un ragazzo, anzi anche nel secondo era sempre lui, Mattia si chiama, che lui non gli fregava niente, cioè lui veniva con me a fare la live in coop, ma poi lui andava avanti per i fatti suoi, quindi infatti lui arrivava, sì, le armi più potenti eccetera, cioè era talmente intrippato che esatto, sì.
era talmente intrippato che in realtà lui andava avanti. Certo, appunto, lì in quel caso lì svanisce un po' il discorso della blind per entrambi, no? Però c'è anche da dire una cosa, né più né meno non saresti comunque un esperto, quantomeno, cioè, mentre invece appunto in Demon's Souls, Elden Ring, sei un esperto, quindi non è proprio blind per nulla. Beh, no, direi Lords of the Fallen, quantomeno, se tu dovessi andare avanti, sì, non è più blind, però magari certi ragionamenti li possiamo comunque fare insieme, non so se mi spiego, perché non sei tu l'assoluto esperto tra i due, no? Ma tutte e due magari dobbiamo ancora capire qualcosina, magari anche solo a livello di meccanica o per i potenziamenti. Il level design delle mappe, non conosco dove andare, dove è meglio andare. Sì, oppure magari lì appunto sei andato più avanti, quindi qualcosa hai visto, però magari ti sei anche perso qualcosa, oppure non te la ricordi così bene, no? Non è proprio stampato nella tua mente. O magari insieme abbiamo fatto una cosa che magari sbadatamente non ci siamo accorti di un'altra cosa, poi ripercorrendo io lo stesso percorso, noto che effettivamente c'è qualcosa da prendere, un drop, una quest, qualcosa, e magari poi sì, te lo dico pure. Diciamo che comunque c'è sempre comunque un po' quell'aspetto lì, non sarà interamente così, però non... Sì. E... va bene. Allora, questo adesso ci siamo persi via parlando di serie, eccetera, eccetera. Più che altro, torniamo un secondo, volevo tornare un attimino un secondo sul discorso Souls, per parlare di altri Souls-like. Mettiamola così, perché come ti dicevo, in realtà i Souls-like poi sono anche, non so, Blasphemous 1 e 2, sono anche un sacco di giochi 2D che sono incroci tra, appunto, Metroidvania e, tra virgolette, un Souls, principalmente per quelle meccaniche base che abbiamo detto, cioè quello del falò. Però ce n'è un altro, appunto, più recente, che ieri, cioè sempre stamattina, mi menzionavi, e che è Jedi Survivor, no? Che mi hai detto che l'hai finito e mi hai detto che non sei d'accordo con me. Male. Allora io premetto che io quello come anche Horizon Forbidden West ho dato dei votoni, cioè ho dato tutte e due 9,5, però quando ho dato aspetta, poi ti lascio parlare. Quando io ho dato il voto, ho detto esplicitamente che era una specie di premio, no? Quel mezzo punto in più, come incontro, come in Alan Wake 2, ho detto che in realtà c'è un mezzo punto che potrebbe essere tolto o messo a seconda di quello che uno desidera. La stessa cosa era questi due giochi qua. Io ho detto, questo mezzo punto in più lo do semplicemente come premio, come dire, ok, mi fa piacere che avete fatto due giochi che tanti altri non avrebbero avuto né le capacità, né la voglia, né i fondi, tutto quello che si vuole per farli, no? In realtà, quando dico così, vuol dire che il voto sarebbe 9, non 9,5, non so se mi spiego. Il mezzo punto è un premio, non è obbligatorio. Il voto è 9 per entrambi, in un certo senso. Però tu mi dicevi appunto che non sei d'accordissimo, però non ho capito perché, nel senso che poi non abbiamo smesso di parlarne. Io dicevo che, per esempio, il level design, secondo me, che mi aveva colpito, perché dicevo, cavolo, anche nella recensione dicevo, cavolo, non pensavo che esistessero ancora gente che sapesse fare i livelli di questo tipo, single player, addirittura su più livelli, eccetera, perché dicevo, ormai fanno tutti live service, fanno tutti open world. Se prendi la Bethesda, fa sempre lo stesso gioco con lo stampino, con i dungeon semplicissimi, senza enigmi, senza niente da farci dentro, vai dentro, ammazza lo scheletro ed esci. Che sono tutte delle alla fine sono tutti lo stesso dungeon montati in modo diverso, no? Che un po' tra l'altro è stata la mente di Starfield, no? Perché e per me era ovvio, ma dopo un po' ho letto proprio che dicevano no, ok, ha fatto 1000 pianeti, ma praticamente la base dei nemici sono sempre la stessa, ma dai. Eppure loro hanno detto che era procedurale, ma io avrei dato per scontato che sarebbero state fatte cioè che prima o poi lo riconoscevi benissimo che è sempre la stessa, no? Non è perché svolti a sinistra e nell'altro caso svolti a destra che allora è un'altra mappa, no? Cerchiamo di capirci. Le differenze devono essere sostanziali, però se tu hai un motore procedurale, il motore procedurale però sceglie tra quattro blocchi base, sempre quattro blocchi base rimangono, no? E quindi dicevo, in un mondo così, in un'epoca del genere in cui appunto nessuno si sogna più di impegnarsi a fare i single player, abbiamo Jedi Survivor, come paradossalmente, pur essendo un open world, abbiamo poi... Ah, tra l'altro c'era uno, adesso parentesi, c'era uno che, sempre criticandomi sul discorso di Alan Wake, che ha usato definirlo Walking Simulator, mi ha detto, ma scusa, ma allora
ti do un suggerimento, ma tutti gli open world sono dei walking simulator. Io non gli ho risposto, ma una scemenza del genere, ma hai sentito, ma che sta di... Cioè, un po' grosso. Cioè, voglio dire, io gioco Forbidden West, in che senso è un walking simulator? Perché cammino a piedi in un mondo, ma cosa stai dicendo? Devo fare mille combattimenti, è mille volte più action che un walking simulator. No. Tra cavalcature, svolazzare, ma a parte quello, ma lui, questo è un altro che non ha capito che cos'è che caratterizza un walking simulator. Un walking simulator, appunto, è una specie di tour turistico, no? Cioè, tu vai lì e guardi una storia, ci sono delle emozioni, come per esempio questi giorni stavo giocando Jusant o Cocoon. A parte che Cocoon è quasi un gioco di enigmi, però vedere Jusant, sì, è praticamente un walking simulator, devi scalare, c'è questa cosa della meccanica della scalata, ma alla fine prevale la cosa narrativa emotiva, ok? Ma Forbidden West, ma che c'entra Forbidden West? Ma è bello che lui ha detto ogni open world è un walking simulator, ma... sì, tutti, tutti. Da primo all'ultimo. Non hai capito un cavolo, vabbè, no. Però adesso un attimo mi sono perso, stavo dicendo, questa era una parentesi che ho aperto, stavamo parlando di Survivor, diciamo che si distingue, no? In un mondo dove tutto un live service, dove, esatto, Bethesda dopo 10 anni caccia l'ennesimo gioco fatto con lo stampino, Jedi Survivor si differenzia e io sono totalmente d'accordo. Cioè, io mentre lo giocavo e mentre lo stavo finendo, mi ripetevo, che peccato, perché un gioco così ispirato, no? Dal level design delle mappe, che Kobo, bellissima, Jedha anche, ma anche le piccole... Sì, linee, anche lì sono un po' male squilibrate come zone, non sono tutte, però devi anche capire, sennò però durava anche il doppio e ci volevano il doppio dei capitali. No, mi va benissimo, anzi è anche bello lunghetto il gioco, mica non ti sbrighi con poche ore, poi soprattutto se vuoi fare magari un po' di esplorazione, un completismo, eccetera. Le mappe sono bellissime, ma il gioco è afflitto da così tanti problemi tecnici, lo sappiamo ovviamente. Tecnici, ok, a parte che è crashato 3-4 volte, e quindi è anche mentre stavo facendo contro boss. Ma a me no, quel crash non me li ricordo, fosse uno forse. Sei stato fortunato. Mentre ma non è che, aspetta un attimo, avevi aperto anche lì il coso, guarda che davvero devi... Allora... No, non ce l'avevo, no, okay. No, non ce l'avevo. La battaglia contro Ravis, che io reputo la battaglia migliore degli scontri finali con i boss. Adesso devi ricordarmi qual è il robottone, eh? Ravis è quello che si rigenerava, l'alieno fatto tutto di nervi. Ok, ok. Quello dove mi hai commentato il video. Sì, bravo, sì. Ok. Che comunque è uno scontro interessante, è abbastanza bastardo, devi comunque aspettare, devi prendere i tuoi tempi, no? Contrattaccare al momento giusto, molto semplice. Sembra molto difficile quando lo fai, soprattutto a livello massimo, ma tranquillo. Quando l'ho battuto, che tu gli dai il callo e gli dai il colpo di grazia, no? Che lui dice basta, uccidimi e rendimi onore da guerriero. Il personaggio di Ravis si è buggato nel... non lo so, si è compenetrato sotto, è sprofondato, non l'ho visto più. E vedevo Call che dava menate con la spada laser all'aria. È stato bruttissimo. Sì. Non mi sono goduto nemmeno la morte, esatto, di Ravis. Esatto, è mortificante, sì. Dal punto di vista emotivo è mortificante, sì. È brutto, e quindi un'esperienza che mi ha lasciato la mare in bocca. Poi le meccaniche, allora, premesso, aspetta un attimo, premesso che dobbiamo essere, allora io faccio, voglio fare una parentesi, poi mi dici comunque la tua. La mia parentesi è questa: il gioco non gli ho dato 10, ho dato 9 e mezzo, ma facciamo finta che è un 9. Non gli ho dato 10. 10 per me è l'eccellenza, non credo che lo darò mai 10 a nessun gioco sulla faccia della terra, perché nessun gioco è mai perfetto, ok? Io quando do dei voti, di solito è un po' come quello che ti spiegavo di Breath of the Wild, cioè quando io giudico un gioco, ok, quindi parliamo anche di Bethesda, parliamo appunto di Nintendo, parliamo di quello che si vuole, cerco sempre di dare un voto in base non solo a quello che ha dato a me, ma in base anche a quello che io conosco di questa industria, e quindi la sua evoluzione, i suoi mezzi, certo, che penso ovviamente di sapere, non è che so per forza. Quindi dico,
come Breath of the Wild, dicevo, unico quasi al mondo, perché anche qua mi darebbero tutti contro, come dicevo che Breath of the Wild risentiva del fatto che è stato fatto il gioco insieme all'engine e il tool di sviluppo, e questo ha portato via tempo ai design di fare il gioco, perché dovevano fare anche lo stesso strumento di sviluppo, di editor, eccetera eccetera. La stessa cosa è qua, cioè nel senso che, a parte che Jedi Survivor è basato sulla Real Engine, quindi l'editor c'è, ok, però sto dicendo, nonostante tutto, io ho considerato quello che loro hanno voluto offrire e offrono tanto, e dopo quello che sono riusciti davvero a fare chiaramente, e quindi perdonando, diciamo così, delle cose in cui magari sono riusciti fino a un certo punto. Per esempio, come dicevi tu, la parte dei collezionabili che servono per le emote, per servono per cavolatine, no? Li odio anch'io, però li ho perdonate, perché ho detto sì, in fondo non tolgono e non aggiungono nulla dal mio punto di vista, e soprattutto comprendo che il gioco comunque prima o poi doveva pure uscire, quindi o ci impiegavano 3 anni in più e perfezionavano ogni fottuta cosa, o se no, diciamo così, su alcune cose le hanno messe, magari potevano fare addirittura meno di metterle, però hanno dovuto fare dei compromessi. Glieli perdono, non so se mi spiego. Anche il fatto che non tutto è perfetto, non tutto è difficilissimo, pur scegliendo magari appunto un alto grado di difficoltà. È diverso, per esempio, da Alan Wake 2, in cui tu hai giocato difficile, poi arrivi alla fine e c'hai 10 medikit, non so se mi spiego. È comunque nei limiti un po' più cioè si vede che è un po' più studiato, un po' più bilanciato, e questa cosa richiede tempo. Per esempio anche di Alan Wake 2, non so se mi spiego. Quindi nei giudizi, cioè io sono uno severo, sono un opinione, eccetera, ma poi ragiono e dico, ok, non so se mi spiego. Cioè, quindi anche il discorso dei collezionabili, sì, sono inutili, ho visto anch'io che sono inutili, anche il coso sopra, anche il giardinetto sopra, l'hanno messo, boh, così, come riempitivo, come una cosa in più. Sì, però i collezionabili dovrebbero invogliare all'esplorazione, quindi fa parte comunque del gameplay. Cioè, io però, però non impazzisci troppo, o sbaglio io? No. Non è di quei collezionabili, cioè per esempio Alan Wake 2 è stata una tortura, quei 3 video aggiuntivi che ho fatto erano da ammazzata. Io non l'ho fatto, te l'ho detto, io non cioè... lo so come cavolo hai fatto, ti dovrebbero fare santo solo per quello, e io non ci sono riuscito, te l'ho detto, ecco. Io alla fine mi sono fatto prendere dal climax, l'ho finito e... Ecco, nel caso appunto di Jedi Survivor, tutto sommato... Sì. Però sotto questo punto di vista qui non abbiamo fatto grandi passi in avanti rispetto al precedente. Cioè sotto il punto di vista del level design, cavolo, è bellissimo esplorare, no? Però sì, poi l'esplorazione mi viene un po' meno perché trovo il baffetto da porno attore, trovo la moschetta, trovo la basetta, o trovo dei dischi che poi mi fanno sbloccare altre barbe. Io questo lo odio, perché mi basta anche magari trovare, non lo so, un codex. Lo preferisco. Allora, parlami della storia di quel posto, di quel metodo. No, io sono d'accordo su una cosa, lo facciamo così. Ma questo, vabbè, allora, diciamo che sono cose sempre soggettive, però io ti vengo incontro e ti dico questo. Ti dico, io sono d'accordo con te, nel senso che assolutamente per me, tra virgolette, il collezionabile non dovrebbe essere un collezionabile, dovrebbe essere semplicemente una cosa che ti spinge all'esplorazione, quindi dovrebbe essere solo di due tipi: uno, come dici te, che mi svela parte della storia, un retroscena di un personaggio, qualsiasi cosa, ma è qualcosa che arricchisce il lore, arricchisce la storia. La seconda cosa è che o più dovrebbe essere, non so, un'arma della Madonna, un'armatura della Madonna, un qualcosa che hai trovato solo perché ti sei sbattuto ad arrampicarti, soprattutto nel momento in cui appunto c'hai un motore di game logic come quello, no? Che c'ha 1000 cose per salire, per scalare, per trovare, no? Che anzi anche quella parte lì è fatta bene, ok? Perché effettivamente tu puoi navigare... Anche le parti di platforming sono fatte bene anche quelle, cioè cavolo... Quelle, sì. Cioè è per quello che io appunto dico, quel gioco lì
va bene, hai problemi tecnici, ma il gioco purtroppo no, cioè il gioco è ottimo, ok, non è eccellente perché eccellente è 10, ma 9 vuol dire ottimo, e il gioco è ottimo, ma pur con qualche pecca, eh? Purtroppo ha delle pecche anche lato gameplay, purtroppo. Ecco, tipo? Tipo che anche qui non si discosta tantissimo, però migliora rispetto al precedente, che io ho trovato molto più piatto, diciamo, semplice, lato gameplay. Sì. Sì, però migliora, lo migliora, prende la formula, lo migliora, però, cioè cavolo, allora, io a parte mi sono fatto tante risate, ma forse magari è anche un modo mio di giocare. Per esempio, quando prendi possesso dei nemici e te li porti dalla tua parte, quindi vanno ad attaccare gli altri nemici, molte volte mi sono ritrovato dove gli spazi che io mi potevo arrampicare, loro non potevano arrivare, e gli altri nemici mi arrivavano sotto, mi guardavano da sotto, e il nemico che io avevo ammaliato, mettiamola così, intanto menava il robottone grosso, il robottone non se n'è sbattuto nulla di sta cosa, e mi continuavo a guardare. Io avrei voluto registrare dei video, ti giuro, è stato bellissimo, però allo stesso tempo dico, ma cavolo, è sempre un problema tecnico, cioè, questo ovviamente non è un problema di design, però lato gameplay, capito? Allora, ma sì, io capisco cosa vuoi dire, però sì, ci sono delle cose che ti lasciano in bocco, però ti sentiresti comunque di togliere tanti punti per questo? No, tanti punti no, però per me comunque è un 8. Non addirittura un 8. No, per me non può essere più di un 8. Anzi, soprattutto il fatto che dopo 6 mesi e ancora in queste condizioni, dove quello è grave, sì. Aspetta, io vado ad esplorare le parti, oddio, come si chiamavano, quei piccoli dungeon dove risolvevi la cosa, ti dava il potenziamento Jedi, le camere, sì. Io vado là dentro, a un certo punto iniziano, come giro la telecamera, i pezzi di texture si compaiono all'improvviso, glitch, cioè, sì, è pieno di glitch, c'è un clipping incredibile, ma dopo 6 mesi, sì, veramente, sì. C'è supporto zero, ma al lancio com'era sto gioco? Cioè, mi ha dato una sensazione come se questo gioco sarebbe dovuto uscire tra 2 anni. E questo vale per quasi tutti i giochi che stanno uscendo in questi ultimi 2 anni. Sì, esatto, ma per non dire tutti. Praticamente sì. Alan Wake stesso non è bilanciato, per cui è chiaro che doveva essere ancora, stare ancora in sviluppo. Però Alan Wake l'ho giocato, l'esperienza che comunque mi ha dato, nonostante comunque i difetti e nonostante le performance che perdeva nel tempo, me lo sono goduto molto meglio rispetto a questo, però, e questo sono passato 6 mesi, sono perché sì, ha dei problemi, ma non sono problemi così così evidenti che ti lasciano proprio, appunto, ma anche a livello di difficoltà, porca miseria. Ma allora io voglio giocare a grande maestro di questa fava, no? Perché voglio qualcosa di stimolante, impegnativo. Io sono fatto così, a me piace. Cioè, il videogioco per me non è... è un passatempo, sì, però voglio essere stimolato, no? Magari dopo una giornata di merda, una giornata un po' così, voglio... Vuoi incazzarti ancora di più? Dopo una bella giornata di merda, voglio incazzarmi ancora di più. Ti giuro sì, mi piace sfogarmi così. Ok. Sembrerà strano, ma è così. Però, cavolo, posso fare quello che voglio, no? Voglio giocare difficile. Allora, tra Gran Maestro Jedi e Maestro Jedi ci passa il mondo. Io ho fatto delle prove. Allora, Gran Maestro Jedi, due colpi sei morto. Maestro Jedi, 3, 4, 5. Ma che bilanciamento della difficoltà è? E figurati quelli più bassi. Figurati, cioè, c'è anche modalità storia. Cioè, là praticamente non... Che cosa succede? Sciotti tutti, praticamente. Cioè, cavolo, questo c'era anche nel precedente, no? E mi aveva lasciato un po' di amaro in bocca anche quello. Ma perché mi deve tutto sciottare? Ma rendimelo più frizzante. Allora, ecco, tra l'altro, ecco, allora, intendiamoci una cosa. Questa è una discussione che possiamo aprire su un altro argomento, cioè su cosa è veramente la difficoltà. Ne abbiamo parlato, per esempio, nella serie di Control. Facciamo su questo, sì. Idem è qua. Che cosa vuol dire essere difficile? Allora, per me la difficoltà non è morire in due colpi. Ok. Difficoltà dovrebbe essere più qualcosa legata ai meccanismi, esatto, sì. All'apprendimento, evidentemente, e al fatto, anche se io poi ho i miei problemi di insonnia, quindi è un mio handicap che mi frega da molti anni ormai, però né più né meno sarebbe legato, per esempio, al tenere la concentrazione per un tot di tempo.
Chiaramente le gare, per esempio, appunto, se la concentrazione devo tenerla per un po' di tempo perché il combattimento è lungo, quindi vuol anche dire che non mi ammazza con due colpi. Vuol semplicemente dire che siamo bilanciati entrambi in un certo senso, e quindi se io voglio sconfiggerti, però devo stare comunque attento per molto. Perché ti devo capire, no? Devo capire il combattimento, devo capire il gameplay che mi metti davanti. Esatto, i due colpi è un modo molto cheap di risolvere la faccenda, no? È difficile perché ti ammazzo in due colpi. Vabbè, che cosa mi è servito? Cosa ho imparato dai due colpi? Non ho capito niente, magari, per esempio, no? Arrivo lì, tatac, morto. Vabbè, grazie al cazzo. Magari lo devo rifare 10 volte, sempre magari morendo con due colpi e non capendo nulla nemmeno dopo 10 volte. Esatto. E idem dicevamo di Control, tu mi dicevi, speriamo che, a parte che appunto, come ti dicevo nei commenti, sono scettico sul fatto che ho proprio paura ormai che anche Control 2 sarà ancora, anche quello, una semplificazione, eccetera, magari addirittura perderà l'elemento Metroidvania, diventerà più lineare, più comprensibile, no? Ai più. Speriamo di no, però... Inizialmente io ho fatto questo ragionamento, ho pensato che ok, Alan Wake 2 ha preso questa strada narrativa, però tra me e me ha detto, può darsi che invece Control rimanga un brand diverso, no? Cioè, sempre anche perché sono, diciamo così, ambientati nello stesso universo, però ci starebbe, no? Che dice, sono ambientati nello stesso universo, ma uno diventa più narrativo, eccetera, l'altro, oppure... Survival Horror mi fa da ridere, perché al massimo io posso usare Resident Evil 4 Survival Horror. Tra parentesi, a quel tizio là a un certo punto gli ho detto, scusa un attimo, se per te Alan Wake 2 è uguale a Resident Evil 4, ok, accomodati, finiamo la discussione qua e basta. Comunque stavo dicendo, appunto, diciamo, mettiamo che Alan Wake 2 prenda questa piega narrativa, se ha ancora ulteriormente semplificato i combattimenti rispetto allo stesso Control, però ci starebbe che appunto tra i due invece Control rimanga quello paranormale, Metroidvania, con i superpoteri, con scontri più dinamici, eccetera, eccetera, no? Io ho paura che invece Alan Wake 2 sia un inizio di un vero e proprio trend, cioè come appunto Alan Wake 1, tutto sommato, che nasceva su Xbox 360, aveva un gameplay comunque, diciamo così, articolato, dinamico, in cui tu avevi proprio questi cavoli di nemici molto veloci che ti cercavano le spalle, non è che ti accerchiavano e basta, cercavano di essere sempre alle tue spalle, una cosa che non si è praticamente mai visto poi in generale, no? Da lì sei passato a Control con gli omini fermi, ok, perché anche gli Elite, che sono fermi, non i boss, gli elite sì, proprio sono molto lenti, fermi, eccetera eccetera, e io ho detto ok. A quel punto noi avevamo parlato del discorso della difficoltà, io ti dicevo appunto, che cos'è la difficoltà? Soprattutto quando tu parli, ma in ogni caso, anche se parli di un combattimento, anche se parli di un sistema di combattimento con le spade, per dire, all'arma bianca, però in generale, soprattutto quando un nemico spara, c'è il rischio che tu non sopravvivi un secondo, perché chiaramente le armi sono tutte praticamente, come si chiamano... È come quei cecchini, no? Vanno subito sull'obiettivo e tu dici, cazzo, come fai a vivere così? In mezzo a tanta gente così, no? Allora, ci può stare che tu, per esempio, lasci i peoni dei beoti, no? Lasci quelli soldatini semplici dei beoti, no? Che sparano, non ti centrino facilmente, che si muovono lentamente. Ma non mi puoi fare anche gli elite così. Elite dovrebbero essere molto più mobili, molto più aggressivi, più precisi, che allora tu devi cercare un po' comunque il riparo, no? Poi non è facile, perché appunto siamo sempre lì. Se il nemico ha un cecchino, ti uccide con un colpo solo. Paradossalmente in Miles Morales, verso la fine, mi sono proprio alterato a un certo punto, perché c'erano i cecchini sul tetto con sto laser rosso, ma era ridicolo vedere come si muovevano. Si muovevano esattamente come torrette a ricerca. Cioè, da che mondo è mondo, un cecchino si muove in quel modo lì. Un cecchino dovrebbe riposizionarsi, eccetera, non è che è un puntatore fisso su di te, no? Tu vedi questo puntatore fisso su di te, ma che cavolata è? E poi ti seccavano con un colpo, ma cioè, perché c'è quello il problema, no? Che cos'è? Appunto, il tema è sempre quello, cos'è la difficoltà? Se soprattutto sono armi da sparo, cioè armi che sparano, cos'è la difficoltà in quel caso? Sicuramente è muoversi, sicuramente è richiedere te di muoversi e loro di muoversi. Quindi, come dicevamo, dovrebbe esserci un equilibrio tra i danni che subisci tu
e i danni che subisce lui. Magari piuttosto metodi di recupero, non so come dire, però non dico che sia semplice da risolvere, però rischiamo, o io ho paura che Control 2 continuerà con questo trend di semplificazione, no? Che è iniziato in realtà con Control, che è proseguito con Alan Wake 2, chissà come sarà. Peggio di così, cavolo, peggio di così mi fai un film, allora non giochiamo più, lo guardiamo e basta. Non giochiamo più, esatto. Ma io poi, come ti dissi, no, ero già, sapevo a cosa andavo incontro su Alan Wake 2, perché io lo avevo capito il gioco prima che uscisse, che impronta voleva avere, si vedeva, si capiva, no? È molto lento, un gameplay molto ridotto all'osso, eccetera eccetera. Però io, siccome ci sono andato non prevenuto, però sapendo che cosa ho acquistato, non mi sono lamentato più di tanto, perché è esattamente, cioè ho avuto esattamente, si eri preparato, no? Ero preparato, ho detto si sono inventati magari una storia così bella, degli enigmi, chissà come, sapevo che comunque c'era sia Alan e sia Saga, c'era doppio personaggio, chissà come sarà con Alan nella parte della New York, buia eccetera, mezza cagata, come sarà Saga eccetera, tanta atmosfera ma poco su, poca sostanza. L'atmosfera c'è, però l'atmosfera c'è tutta, poi soprattutto con la parte con Alan è bello, ripeto, con la lampadina girare, io che comunque magari mi devo fare due calcoli su quale percorso è meglio magari prendere eccetera, qualcosa di un po' più complesso. Però appunto c'è una cosa da dire, non c'è il percorso da prendere, non c'è il percorso da prendere, sai? Però alla fine perché voglio dire, ecco, per esempio, ecco, hai tirato fuori un esempio bello, nel senso che, allora, se tu vuoi rendermelo appunto, ma il punto è, allora, in realtà il punto nodale è sempre quello, la interattività, la tra virgolette dinamicità, cioè il fatto di non essere comunque su dei binari, no? Quindi per esempio potevamo considerare questo, ecco, voglio dirti una cosa, Remnant 2 ha una meccanica particolare, cioè, adesso lo vedrai, i livelli sono procedurali, lui crea il mondo all'inizio, ok, settalo a veterano, quello che è, non so se l'hai già settato a veterano, almeno a veterano, incubo diretto, ok, sì. Auguri, però a parte quello, sì, perché non è un Souls, non sei all'arma bianca, ti sparano addosso, è quello il problema, capito? Spesso ti sparano addosso, soprattutto sono i boss il problema. Quindi se non sei, come dire, equipaggiato, eccetera, eccetera, rischi di avere problemi. E non dipende dall'abilità. Ma io è quello che voglio, è quello che cerco. Cioè, però non dipende dall'abilità, capito? Cosa voglio dire? Cioè lì dipende dall'equip, e dipende da quanto tu riduci i danni, quelle cose lì, insomma. No? Però se è fatto bene, se comunque il gioco in quello che vuole fare lo fa bene... In realtà ti dico, non tutti sono fatti bene, ma... però in realtà ci capiscono. Io posso dirti quello, secondo me loro nel fare i boss dimostrano di capirci di cosa stanno facendo, cioè i boss richiedono per esempio molta visione periferica, non so se mi spiego, è come un po' uno delle poche meccaniche che si salvano ogni tanto in Diablo 4, il fatto che per esempio devi affrontare degli sciami e tenere d'occhio il boss. Ti ricordi? Sì. C'era uno soprattutto in particolare così, che è stato uno dei primi in cui io ho switchato a veleno, perché dicevo, cazzo, non riesco mai a affrontarlo fortemente, lasciamolo almeno avvelenare e prima o poi morirà di veleno, no? Oddio, cioè, sì, ok, era i gruppi di barbari che tu affrontavi? Sì, forse era quello lì, forse era quel boss stronzo lì. Che tu giravi intorno alla mappa cercando di farli morire col veleno, sì, sì. Esatto, sì, ricordo. Però quello che intendo dire lì è che quello che capisci è che dici, quantomeno apprezzi quello, dici, c'è poco da fare, almeno qui mi hanno, la skill sta lì, la skill sta nel sapere dove andare, dove spostarsi per non essere investito dal boss, no? E quindi avere questa visione periferica, laterale, oppure di far sciamare i nemici in una certa direzione, ok? Questo era per dire che in Remnant 2 ci sono dei boss, non tutti sono riusciti nella stessa maniera, ma in Remnant 2 si capisce che loro capiscono i limiti, soprattutto di un combattimento che è basato sullo shooting, ok? E quindi l'hanno sfruttato anche abbastanza bene, secondo me. Se tu mani lo giocherai, mi dirai. Secondo me dimostrano di capirci un po'.
Ok, non sono i primi che si sono improvvisati, non so hanno come fatto gavetta col precedente, dire. Hanno evidentemente, fatto dovuto anche gavetta prendere il e... feedback degli utenti, Esatto, secondo me insomma. ci sono dei boss appunto apprezzabili da quel punto di vista. E poi ci sono altre particolarità, ma vedrai la cosa peggiore è che l'interfaccia fa schifo perché non ti dice niente praticamente. Le statistiche, boh, sono vaghe, che più vaghe non si può. Le lamentele Ok. sono quelle. Però vabbè, se ci passi sopra e guardi più che altro semplicemente il gameplay, cioè guardi semplicemente il gioco, il Io combattimento, quello vorrei vedere, sì. Quello è Contento di buono. sapere Quello è queste cose. buono, Sì. sì. Guarda, Quello è buono. tieni conto che alla Ti fa fine nei incazzare il Souls. resto, Ok. però quello è buono. Nei Souls alla fine, anche lì è un po' così, eh. Cioè, ci sono boss bellissimi che tu ti ricorderai per sempre, ma ci sono alcune cose che sono scene. Anche lì. E te lo dico io che sono comunque, Io un ci sono alcune amante. cose che anche in Sono Sekiro mi fan hanno di fatto Senua's Saga. incazzare, perché per esempio io ti dico una cosa che non sopporto. Brevemente, poi ricordami di cosa stavamo parlando perché mi sono perso adesso. Sì. Mi sono messo a parlare di Remnant 2, ma poco prima di cosa stavamo parlando, un secondo. Stavamo parlando della difficoltà e siamo partiti da Alan Wake, eccetera, eccetera. E vediamo se riesco a ricollegarmi perché Uncharted Survivor. purtroppo ho paura di non ricollegarmi. No, ma Dalla esattamente alla difficoltà di fase. Uncharted Intendo dire, ho paura di non ricollegarmi esattamente quando poi ho cambiato discorso con Remnant. Vabbè, comunque stavamo dicendo di, ecco, di Sekiro. Io stavo dicendo una cosa che mi ha fatto incazzare in Sekiro. C'è ancora quel video lì da qualche parte. È una meccanica che loro fanno da sempre, che è quella che è l'auto-allineamento con la parte anteriore del boss. Ok? Cioè il fatto che tu inizi a allineare il boss e il tuo personaggio slitta per allinearsi con la parte frontale del boss. È presente, no? Oddio, spiegato così non mi è molto In chiaro. Sekiro Devo si vede benissimo, sentire. cioè tu inizi a lottare contro un nemico che magari è un'elite o un boss, e tu vedi che in un qualche modo o si gira di scatto il boss, o è il gioco che a forza di mazzularlo ti porta, buonasera dottor Stranamore, ti porta davanti al boss. Non so se mi spiego. Cioè quello è un problema che esiste. Perché loro si sono accorti che se non fanno così il giocatore è troppo in vantaggio. Cioè, se il giocatore riuscisse sempre a stare alle spalle del nemico, è troppo in Ma aspetta, vantaggio. non è che magari mi stai parlando del tracking che hanno determinati attacchi dei boss? Ecco, Magari è quello? a parte che spesso ci sono problemi di collisioni, di hitbox, robe di questo tipo, okay? Che sono Sì, gravi è anche quello quelle. comunque. No, Sì. io ti sto proprio parlando di una cosa che in realtà c'è anche Nioh, ma ce l'ha in una maniera inferiore, secondo me, cioè è meno spinta. Anche Wolong è meno spinto su quel punto lì. Però tutti questi, vedi che se tu osservi bene, vedi che a un certo punto è il tuo personaggio a slittare verso la parte. Non so come dire. Cioè, tu puoi immaginarti un pilone fermo e tu giri verso il fronte del pilone. Non so se mi spiego. Prova a immaginare che il boss è un pilastro, no? E tu lo stai attaccando dietro. A un certo punto tu vedi che il tuo personaggio si autoallinea verso il fronte del boss, in modo che tu tendenzialmente affronti il boss sempre frontalmente, perché è così che subisci il massimo dei danni, mentre invece tu come giocatore cerchi spesso di andare dietro ai boss, no? Per subire meno danni, a meno che non hanno un attacco ad aria, eccetera, eccetera. Per esempio, in Wolong c'è un boss cappellone, io sembra una parrucca gigantesca, che appunto tu, proprio perché Wolong un po' te lo permette di andarci dietro, tu cerchi di andare dietro, ma guarda caso loro hanno fatto anche gli attacchi posteriori. Non so se mi spiego. In realtà, Oddio, se tu è giochi un po' Sekiro, me strano lo ricordo sicuro soprattutto perché Sekiro, ha un a me piace autoallineamento. questo qui. Ma oddio, io Come hai fatto una cosa? È talmente evidente. non lo so, forse perché magari in Sekiro difficilmente sono andato dietro ai nemici. Ma Che io è ho una sempre strategia cercato di. base, secondo me, quella di andare dietro, perché proprio perché attaccano sul fronte, Allora, io nei Souls spesso vado dietro ai boss, i nemici, perché è meglio, no? no? È certo. Cerco, a parte il fatto che io cerco di. Cioè, il mio modo di gameplay è a parte tenere il lock-on, no? Sul nemico perché lo permette Ovviamente, il gioco. sì. Però senza lock-on cerco, diciamo, un po' con un po' di skill, mettiamola così, di gestirmi la telecamera e tutto e andare dietro e colpirlo.
Io questo autoallineamento che hanno, cioè che ha il personaggio verso il nemico per far sì che in modo che te lo ritrovi davanti, non mi sono mai accorto di questa cosa, o perlomeno non mai visto. Non so, io c'ho... Se magari riesci a farmi vedere qualcosa sarebbe meglio. Non so qual è il video, dovrei cercarlo. C'è quella cosa lì e poi ce n'è anche un'altra peggiore che adesso non mi ricordo esattamente qual era, che mi ero proprio arrabbiato con uno dei boss. Non era un boss, era un elite. Secondo me il tracking degli attacchi che hanno, su quello si... Cosa intendi per tracking degli attacchi? Spiegamelo. Intendo che magari tu sei più spostato verso un lato, vedi che l'attacco del boss entra lo stesso. No, parte dritto a te e invece poco si gira per andarti a colpire. Ok, sì. Quello, c'è stato uno che mi ha fatto veramente incazzare perché è uscito proprio benissimo in registrazione, cioè si vedeva letteralmente cosa aveva fatto. Lui aveva canato il colpo e invece l'ha raddrizzato per colpirti. Un cheat praticamente, una specie di cheat. Praticamente sì, un cheat, sì. Praticamente un cheat. Sì, però quella è una cosa, sì, ha questo limite qua, perché alla fine comunque, intendiamoci, il combattimento dei Souls è vecchio. Ok, ed è abbastanza anche limitato perché alla fine ha attacco verticale, cioè attacco pesante, attacco leggero e più o meno finisce lì. Ti faccio un esempio, io ti posso dire che io non sono un esperto di... Aspetta un attimo, io non sono un esperto di fighting game per niente, però io personalmente ho sempre amato molto... quello che ho amato di più è... ne avevo provati un po' tutti, quello che ho amato di più nel tempo sono stati Soul Calibur. E in particolare mi trovavo molto bene con quello con l'enunciaco, Maxi. Perché? Perché mi risultava molto naturale, molto intuitivo. Cioè mi sembrava di essere lui nel modo in cui tu hai tanti colpi facili da eseguire, ma con tutti i range diversi. Cioè magari un passo indietro, quindi con lunghezze diverse, con combo diverse. Ecco. Però quello che voglio dire io è che chiaramente quello è un fighting game, è molto sofisticato, forse uno dei più sofisticati, poi appunto all'arma bianca, cioè nel senso non è con gli altri che hanno i pugni come Street Fighter, quello va proprio alle spade, all'enunciaco, alle aste, e quindi è uno di quelli a cui puoi comunque far riferimento di più. Ecco, se noi prendiamo quello che ha diverse combinazioni eccetera eccetera, appunto prendi i Souls, quelli cosa hanno? Attacco debole, attacco forte e la parata. Cioè sono veramente riduttivi e su tutto questo sono ancora ancorati lì, e non solo sono ancora ancorati lì, ma addirittura hanno queste gabole per me fastidiose, ok? Tra cui una è quella del frame rate, tra cui una è quella delle hitbox imprecise che servono tutte ad agevolare soprattutto il nemico, no? Servono ad agevolare il nemico, ma a te ti fanno girare i coglioni. Però idem quella roba lì, quella che tu chiami sì, è una sorta di autotrain. A un certo punto lui lateralmente a volte sbagliano i colpi, ma si gira di 45 gradi il nemico per colpirti, no? Sembra quasi, per fare un esempio, sembra quasi come se tu stessi giocando online. Ok, come se tu stessi giocando online, come se tu avessi perso un pacchetto dati e però il nemico ti aveva colpito, non so se mi spiego. Un colpo di lag. Per esempio, io mi ricordo tanto di aver giocato a suo tempo molto a PvP di World of Warcraft. Sai che no. Io lo odiavo e lo amavo allo stesso tempo, cioè, ma la cosa più odiosa in generale, che io penso che non sia assolutamente cambiata, è che non aveva, lui praticamente il gioco anche in Alter Vile eccetera era basato tutto sui pacchetti dati, quelli TCP, IP, se non mi ricordo come si chiamano, comunque un pacchetto dato molto grosso, mentre invece in generale i videogiochi si giocano con l'UPX, mi sembra, cioè un pacchetti più piccoli, ok? Lui ti faceva giocare con questo standard che è lo standard normale del web, ma non era adatto per il gioco online. Fatto sta che infatti tu vedevi delle cazzate più immonde, subivi danni da fireball o da attacchi che tu eri già a 3 metri di distanza dal nemico, per dire, no? Vedevi queste cavolate qua, perché appunto, perché c'era un problema della gestione del networking, cioè c'era un problema di gestione tecnico del networking. Ecco, paradossalmente giocare a volte giochi della From Software sembra così, come se tu magicamente hai perso un colpo, quindi per l'altro ti ha colpito, ma per te no. Come giocare, non so, un FPS online, no? In cui... Con queste laggante.
Sì, tu stai laggando, c'è il meccanismo dei shooter online, è basato sul favor the shooter, si dice, cioè favorire chi colpisce. Cioè, in pratica, se sul computer, perché sono tutti computer che si collegano a un server, che a sua volta il server ti rimbalza i pacchetti a te, no? Quindi tutti giochiamo tramite un intermediario che è il server. Loro cosa che fanno? Loro dicono, se sul client, cioè sul tuo PC, hai colpito un nemico, allora comunque il server privilegia quei dati lì e a te, che sei dall'altra parte, ti manda quei dati lì, cioè sul computer di uno e sei stato colpito, quindi sul tuo computer sei stato colpito, anche se invece per te tu non lo vedi. Tu non hai visto esattamente quella situazione lì, capito? La stessa cosa succede, appunto, ripeto, questa, una cosa similare sembra accadere a volte, con, li vedi proprio platealmente con appunto i From Software, giochi From Software. E ripeto, in Sekiro era capitata quella cosa lì in cui, cazzo, mi aveva mancato, ma tac, istantaneamente quel mini boss lì si era girato di, boh, cioè, addirittura di 180, non so, si era girato di parecchi gradi, pur di far entrare il colpo, no? E sembrava come dire, oh, cazzo, ho perso il pacchetto per strada. E allora hai riallineato il gioco però favorendo l'altro, no? Quello, diciamo, poi... che non succede proprio sempre, ma sì, qualche volta, soprattutto quando magari deve partire qualche tipo di attacco da parte del nemico, non c'è un cazzo da fare, se ti deve prendere ti prende e basta. Non succede sempre, però ecco, vedi, quella meccanica lì, insieme a quella che io considero di autoriallineamento, che io non so come hai fatto a non vedere, però in Sekiro c'è di sicuro, non so se gli altri, mi sembrerebbe strano che non ci sia, ma ti ripeto, c'è in tutti, c'è anche in Nioh questa roba, solo che è semplicemente un po' meno marcata. C'è per quel motivo lì, perché sennò il boss non ti colpirebbe, capisci? Perché se tu sei molto abile a che hai dodge, che hai lo scarto, eccetera, eccetera, no? Sarebbe troppo facile. Allora loro fanno questa cosa qua, cioè fanno che appunto in un qualche modo o è lui che gira di scatto fregandosene dell'animazione, no? Come se scivolasse sul terreno, no? Quindi l'animazione chi se ne frega, o si gira di scatto o più che altro sei tu che ti riallini verso lui in modo da riallinearsi, mettere la tua bella faccina contro le sue spade, no? Però è odioso, cioè nel senso sono soluzioni poco eleganti, secondo me poco belle da vedere, da subire spesso, no? Però sì, anche lì non succede sempre, ma quelle volte che succede dici, cavolo, brutto, no? Sì, è come un cheat, è come un barare, no? È come se la i barasse in quel momento lì. Non lo so, io questo riposizionamento facci caso magari adesso per vederlo bene, perché allora tieni conto che io quando giocai a Sekiro, talmente che mi piacque tanto eccetera eccetera, giocai la terza o quarta run, non ricordo bene, quella per platinarlo, con il talismano di Kuro. Il talismano di Kuro sarebbe del bambino inizio game, no? Sarebbe un talismano che tu quando fai una parata prendi danno, perché la parata che hai fatto non è stata una parata perfetta, quindi tu tutto il gioco lo devi fare tutte parate perfette, se no prendi solo danno. E non ti sblocca nulla, non è un achievement, non è nulla. Io cioè aumenta solo la difficoltà, intendi? Aumenta solo la difficoltà e quindi devi fare tutte parate perfette. E io mi sono fatto tutti i boss, quindi con sta roba, con questo handicap. Esatto, con questo talismano, e quando prendevo un colpo, cioè quando prendevo danno, sapevo che io con la parata non era perfetto. E quindi mi sono migliorato, perfezionato per fare tutte le parate perfette. Beh, che poi il gioco te lo fa vedere quando la parata è perfetta o no, pure se non hai il talismano c'è una scintilla sulla spada che ti fa capire che la parata è perfetta. C'è un feedback, si chiamano feedback. Però ecco, appunto, quello che discutevamo prima, che eravamo partiti dal discorso che cos'è la difficoltà, ecco, diciamo che siamo concordi nel fatto che la difficoltà non deve essere una cosa appunto barosa, cittosa, eccetera, ma deve essere una cosa più, come dire, onesta possibile. E soprattutto sta più non nel pochi colpi che ti ammazzano, ma in una costanza, per esempio, o in una, quindi in una costanza nel tempo e non una cosa, una sveltina che ti sistema, una costanza nel tempo, e sta anche appunto, per esempio, in una magari complessità meccanica, ok? Cioè il fatto che è richiesto più azioni, per esempio, no?
Esatto, tu nel tempo hai un vero e proprio apprendimento di quello che stai facendo, quindi dello scontro, della boss fight, eccetera. E magari poi morire, perdere e riprovare non è così pesante come magari lo potrebbe diventare se la difficoltà è artificiale e muori con due colpi sempre. Però ecco, comunque restiamo lì. In quel senso lì io appunto apprezzavo molto più Nioh per il fatto che aveva anche le tre posture, no? Famose, una adatta al combattimento con più nemici, Sì. l'altro più Massa mirata. pesante, eccetera, eccetera, no? Anche lì mi è dispiaciuto che poi abbiano preso una strada diversa con Wolong, che per carità a me comunque è piaciuto, è stato molto criticato, ma a me comunque è piaciuto, è più arcade. Ecco, io, ecco, in quel caso lì, ecco. Per venire a un termine forse adatto a Sekiro, non è più action, è più arcade. Sì, Ok? esatto, anche Che è un termine sì, che stavo dimenticando per strada, ma è un termine che uso spesso, cioè quando una cosa è un po' più semplificata, un po' più agile, un po' più facile, un po' preciso. più, ecco, Wolong è una versione appunto un po' più arcade di Nioh. Ci stava, hanno voluto, anche se in realtà c'è la parte del flect con la B, col tasto B, che comunque a me non è dispiaciuta, richiede del ritmo, richiede della precisione. Cioè, in Riflessi. realtà, come dire, è stato molto. Di sicuro anche quello è stato afflitto da problemi tecnici, quello poi non ci passa sopra nessuno perché aveva dei cali di prestazioni immotivati. Io sono stato fortunato perché ho giocato su Series X. Quindi sul computer me la sono scampata il gioco. So che sul computer era un disastro. Io invece Esatto. sulla console l'ho giocato benissimo, vedi? Esatto, sì. Però appunto da lì a dire che è brutto è quello che è, no, è semplicemente diverso. No, Diciamo brutto che no. quello che sarebbe Però. bello è vedere un Nioh 3, magari appunto, che finalmente molli lì la storia dei. Perché sai cos'è? Nioh, quello che differenzia Nioh dai Souls, è un'impostazione più da loot, quasi da loot shooter, tra virgolette, cioè il fatto che è quasi alla Diablo, quasi molto più all'action Ah, è vero, RPG. sì, Cioè, in molto critico. pratica Sono è più come un sicuri Diablo cavalli. è come un Diablo che tu vai a fare le istanze per farmare le equipe, no? È la stessa roba. Sì, è uguale. La divisione in missioni è dovuta a questo, cioè è dovuta probabilmente al fatto che loro non si ritengono in grado, forse, oppure anche dal punto di vista dell'engine, non sanno, boh, forse non sanno fare un livello unico, no? Come sono appunto nei Souls, però probabilmente è proprio anche perché loro hanno preso questa strada più da action RPG loot, basata sul loot, per cui tu dici ok, io faccio la missioncina, la rifaccio, aumento il grado di difficoltà e lutto cose migliori, però è anche suo, chiaramente è anche un po' la sua debolezza. Quello che sarebbe bello è vedere un Nioh 3 invece che pianti lì con questa cosa, si avvicini più ai Souls ancora anche dal punto di vista del level design e meno importanza al loot, perché anche lì è come dicevamo Diablo 4. Io a un certo punto mi sono rotto le palle e ho detto: ma cazzo, ma tra me e me dicevo: ma cosa, cioè io sono vestito leggendario, come cosa mi serve che continui a dropparmi roba gialla? Che l'unica cosa che ottieni è che o la lascio giù, oppure la devo raccogliere, riempire l'inventario, tornare in città, smantellare, eccetera, eccetera. A un certo punto dico: fai un check, ok, controlli che io sono già vestito molto meglio di quanto tu non mi stai droppando, e droppami direttamente i materiali, no? Basta, mi droppo i materiali e basta. Cosa serve a due quella roba lì? Sono cose inutili e basta. Quindi anche lì, quello che forse loro non hanno ancora capito e non sarebbe, non ci perdono tempo, sarebbe invece di fare quel loot invece personalizzato, no? Cioè il fatto che magari in una certa appunto zona del livello, difficile da raggiungere, nascosto da un boss tremendo, eccetera, eccetera, ma dietro non so, c'è la spada miracolosa, no? Quello è un Sì, c'è loot un tutti interessante, buono. con tanto di nome personalizzato, nome figo, no? Come danno i nomi fighi in Destiny 2, per esempio, no? Che danno i nomi pomposissimi a certe armi, eccetera, no? Poi che non sia l'arma definitiva, anche quello ci sta, perché sennò allora che cazzo, cioè, tutti vanno a prendere quella e finisce lì, no? Ma piuttosto che siano sempre questioni armi situazionali, no? Armi che vanno bene con un certo boss, ma magari non vanno bene con un altro boss. Per esempio, no? Un'altra cosa che appunto, mentre giochi Diablo 4, ti viene in mente, a me che appunto mi interessa il design, dico, ma cazzo, ma e fare due build che al volo le cambio? No, eh? Perché è inutile, cioè tu puoi dirmi anche che certi nemici, non so, per dire, sono deboli a qualcosa, no? E forti ad altro, ma se alla fine io non posso cambiare al volo l'arma,
al volo la build, cosa me ne frega, no? Cioè dovrò morire e piuttosto cambio la build e torno lì. Rotte fino a quando non le hanno aggiustate le resistenze. In Diablo 4 è tutto rotto. Sul loot si è esagerato, Diablo 4 sono d'accordo. Perché sì, quelle resistenze dei nemici erano rotte, non... era inutile potenziarti sulle resistenze, per dire. Sì, sul cambio sì. delle build sono d'accordo, sì, mi piacerebbe, però su Nioh... Perché sarebbe dinamico, no? Che a un certo punto è dinamico, dici, sarebbe cazzo, dinamico, sì. Passo per esempio... È un po' quello che appunto cercava di fare, che poi ovviamente non significa niente nei contro i boss, perché i boss sono di solito sempre scontri singoli, no? Però metti che anche lì invece fai una cosa del genere, in modo che a un certo punto mi butti addosso un sacco di nemici, allora cambio postura e uso quella agile, no? Quella agile per fare i nemici più piccoli. Poi torno sul boss, uso quella intermedia, diciamo così, per avere un equilibrio tra difesa, agilità, movimento e danni. Ma dopodiché a un certo punto c'è la fase in cui tu vai a terra e allora io lì passo all'attacco pesante e lento, ma ti mazzolo così, no? Questa è la dinamicità di un combattimento, no? Oppure anche, non so, che al volo dico, vedo che, non so, per esempio appunto ho un'arma incantata a fuoco e l'altra incantata, oppure uso le cose che ti fanno usare loro, no, per incantare l'arma, perché magari in un'altra fase del boss, quel boss lì è meglio che lo fai con l'attacco di fuoco. Ecco, questo è tutta una cosa che appunto riguarda il combattimento, lo rende più dinamico, lo rende più interessante, lo rende lungo, ma in una maniera piacevole, no? In una maniera piacevole, no? Invece è difficile, ok, se vogliamo usare un altro termine, nel senso che richiede una preparazione al giocatore, una prontezza al giocatore, un giocatore flessibile che appunto al volo cambi, si adatti alla situazione e non appunto due colpi sei morto. Ok. Come invece mi è successo su Jedi Survivor. Due colpi sei morto. E che cazzo? E poi rifaccio tutto da capo. E magari addirittura sono le mitiche tre fasi in cui se muori riparti dalla prima. E ma vaffan bagnolo. Cioè, su Nioh il fatto delle build, cioè del fatto di lottare, potenziarmi, eccetera, non mi dispiaceva. Anzi, era una delle cose che comunque mi ha portato a rigiocarlo nei New Game Plus avanzati, perché praticamente Nioh, soprattutto il 2, il vero gioco partiva quando arrivavi al New Game Plus più 4. Sì, me l'hai accennato poi, quello. Ma in che senso il vero gioco parte da lì? Il vero gioco parte da lì perché tu lì hai tutte le meccaniche del gioco, hai la tua build vera e propria, quindi perfezionata e tutto. Forse la cosa più macchinosa che aveva era il fatto di andare a togliere determinate passive sulle armi e sulle armature per poi adeguarle alla tua build, eccetera. Era un po' macchinoso nel farlo, ma comunque funzionava. E in più nei New Game Plus avanzati avevi dei nemici che cambiavano attacchi, moves, cioè movimento proprio del nemico, ne aggiungeva o ne toglieva nelle mappe. Capito, c'è proprio una struttura diversa e questo te lo dava solo nei New Game Plus avanzati, dove nei Souls non lo fanno invece. Bene, questo è ottimo, però doveva partire già dal New Game Plus 1, ad essere onesti, poi magari migliorava ancora, però cioè arrivare fino al quarto vuol dire fare 4 run, cioè. E il tutorial. Come? Il new game normale per loro è il tutorial. Ma no, ecco dopo mi piacerebbe fargli due domande, ma scusa, ma non potevate farlo già da New Game Plus quello? Cioè io mi faccio già 50 ore quel cavolo che è di un giro farmi. E poi te ne devi fare altre 150 se vuoi vedere. È una follia, boh. Poi ecco, i giapponesi a volte ragionano in un modo che per me è incomprensibile. Però comunque voglio dire una cosa a proposito dei moveset. Mi è venuta in mente una cosa che riguarda sempre anche il discorso della difficoltà, ed è questa. Lies of P, per esempio, a parte che l'hanno ancora semplificato e praticamente sta diventando, a quanto pare, io non lo so, ma sembrerebbe che stia diventando il più facile dei Souls-like in assoluto, ed è una puttanata. Io l'ho provato su Game Pass, l'ho disinstallato. Ed è una puttanata questa cosa qua, ma a parte questo, sto dicendo, quello che c'è di difetto grosso e che è di nuovo un modo cittoso un po' di risolvere il problema della difficoltà è questo, cioè il fatto che è pieno Lies of P
di moveset, ma soprattutto di spesso mosse con l'attacco rallentato e poi le combo. Infatti, paradossalmente, sono più facili, sono stati più facili i boss lì che a volte alcuni degli elite che trovi in giro, che ti seccano o che ti fanno consumare tutta la cura, praticamente. Perché? Cosa vuol dire? Di solito nei From Software sono molto chiari queste cose. Già Nioh ha introdotto soprattutto boss così. Boss in cui, siccome tu poi devi parare o devi deflettare, che è ancora meglio in quel caso lì, col tasto B, c'è proprio il boss che vedi che carica l'attacco, ma ha una velocità strana il modo in cui poi ti colpisce, cioè è molto lento, oppure magari non parte subito carica e tu dici ma partirà o non partirà. Capisci che sono tutte cose che rendono difficile, perché se è lento, cioè se ha degli attacchi normali, poi ne arriva uno lento, dice vabbè è lento e basta, ma lento a partire è diverso, no? Perché lento magari fa lento appena appena, non so, 100 frame e poi fum, attacco veloce, no? E soprattutto poi ha l'Eyes of P, non solo attacchi così, magari ti fa un attacco lento così e poi c'ha quello invece consecutivo, per cui ti ha aperto la difesa e ti subisci anche ti subisci anche quelli consecutivi, non so se mi spiego. È sì, pieno di attacchi di questo coso. Non hai un modo di contrattaccare l'Eyes of P, hai solo la parata perfetta, perché se non è perfetta sì, subisci danni. Ma è la parata perfetta che alla fine non ti dà nulla, cioè non ti dà un'apertura del come fa in Sekiro. No, in realtà c'è, ma non sono stati stupidi perché non hanno fatto un sistema di feedback. Cioè, mentre in Sekiro lo vedi quando poi con un'ulteriore parata lui gli aprirà la difesa. Nel caso di Lies P, no, a un certo punto ti diventa la barra contornata, la barra del boss, che di solito è rossa, diventa con un contorno bianco, allora dici che lì è la finestra. Tra l'altro quella finestra lì di solito è... Com'è? Per sbilanciarlo, no? Sì, quello che in Sekiro è lo sbilanciamento, no? Che ti puoi fare a te o puoi fare tu a loro, no? Però il problema è che in Sekiro lo vedi quando stai per arrivare lì. E quindi magari giochi in difensivo, no? Per fargli fare, capisci? Cioè cambi, ti adatti alla situazione per cercare di fargli aprire definitivamente la difesa, no? Quindi in realtà, non avendo il feedback di quando questa cazzo di cosa avverrà, ma avviene proprio anche quando lui cioè in realtà è come Sekiro in quel senso lì, cioè la sua sbilanciatura avviene quando vanno a segno tutte le tue parate, quelle perfette. Però cazzo, non capire che devi mettermi un feedback, no? Ti lascia molto perplesso, no? Quindi... Ma no, ma che poi alla fine non è un vero, è proprio, che ne so, un ripost, no? Che fai al nemico, cioè gli apri è la una guardia, risposta, tu, sì. Capito? Non è come Sekiro che tu dici, io ho fatto 4-5 parate perfette, ho alzato la postura del nemico, mi appare il pallino arancione grande come lo schermo, so che... posso attaccare, no? Gli faccio l'attacco speciale, faccio il ripost e quindi li tolgo. No, lì si ferma proprio il nemico in terra. Un po' molto molto banale, no? Purtroppo l'unica cosa che mi è piaciuto è che il gioco girava a 180 fps. Sì, quello sì, ma per forza c'è la grafica di Unreal 1 e di Unreal Tournament praticamente. Sì, allora, cioè guarda che se tu guardavi, se tu guardi, aspetta un attimo, sì, no, magari non è tutto così, ma se tu io quando l'ho giocato dicevo cazzo, ma bisogna avere un po' l'occhio su queste cose. Quando tu giocavi a certi modi nel tournament, quelle che avevano l'ambientazione cittadina, tipo magari anche quello tipo SWAT, eccetera. Ah, io le ricordo. È uguale, tu guardi i numeri poligoni, è uguale. Cioè, i livelli dove vai dal tizio che si chiama tipo quello che insomma incendia tutto, eccetera, ma sono dei tubi, ma i tubi, cioè ragazzi, può avere 100 poligoni il tubo, tanto lo vedi da distante, cioè è piatto, capisci? Quindi quando tu mi dici, quando la gente elogia invece il frame rate, ma grazie al cazzo, ci mancherebbe che non faccia quel frame rate lì, cioè non so se mi spiego, ben differente. 180 fps ho fatto, vai dai, il primo gioco che gira. No, ne doveva fare 500, quello è il punto, capisci? Non 120 o quel cazzo, 500, perché è molto low poly, è molto low poly, non ha... particolari effetti. Calma un pochetto, dai. Un po' ispirato ci è. Dai, mettiamola così.
Sì, no, no, ma non è brutto, è un'ambientazione anche abbastanza... È povero, dai, un po' povero. È povero, sì. In realtà l'ambientazione, perlomeno fin dove l'ho trovato io, ho visto io, è anche abbastanza, come dire, calda, non so, non vorrei essere frainteso il termine, non so se mi spiego. Cioè è piacevole starci dentro, no? È come The Space, ti dicevo, che The Space 1 io l'ho trovato oppressivo. In che termine? Ma non per la paura, ma perché l'ambiente era tutto metallico, rugginito, scuro, scuro. A me quella roba lì un po' mi era venuta la nausea, capito? È un po' come... piacque parecchio del gioco invece, vedi? Per esempio. Però sì, posso capirlo. Piacque parecchio a me quello ai tempi, però posso capire che può anche succedere. Emotivamente, magari nel momento sbagliato della tua vita, quella roba lì può risultare pesante. Ecco, invece da quel punto di vista lì... Alcune ambientazioni che ho visto, anche cittadine o meno, di Lies of P, invece sono più accoglienti, non so come dire. Sono... Io ho giocato poco, quindi non mi posso esprimere, però so che è abbastanza monotono, cioè non è che si diversifica tantissimo il gioco, anzi. Sì, e comunque rimane sempre molto, diciamo, semplice. A vedere nelle mappe. Ecco, invece in quel senso lì... Lords of the Fallen mi ha colpito molto, poi magari non sarà tutto allo stesso livello, questo è sicuro, però insomma è bello ricco, è bello da Souls, no? Poi anche con quella storia lì della lanterna, è affascinante. Sì. Però ti dico che io per quel poco che ho visto, i personaggi fanno cagare. I personaggi inteso in che senso? I nemici? Il character design? No, i nemici, oddio, tutto sommato non sono brutti, però gli NPC che trovi e la costruzione del tuo personaggio a livello proprio estetico è proprio brutto. Ok. È brutto. Cioè, sono fatti... allora, da quel poco che ho visto, mi sembra tipo Remnant 2, già con la tizia che inizia all'inizio dell'intro... Sì, molto spartano, molto... Molto spartano, cavolo. Molto, per essere molto da Bethesda. Sì, molto da Bethesda, esatto. Sì. Per esatto. Essere cattivi. No, per essere realisti. quindi, però l'ambientazione ripaga. Veramente sì. Ci sono alcune location che ho visto, poi ce ne sono anche, sembra che ce ne siano anche parecchie, insomma, che sono veramente ispirate. Non dico tutte in assoluto, sicuramente ci saranno alti e bassi anche lì, però quando sono ispirate sono molto evocative, molto... carismatiche, è quello che mi ha affascinato molto in quel gioco lì. Il gioco ha diversi, non so se chiamarli biomi, ma comunque biomi, sì. Tecnicamente si chiamano biomi, poi dopo sono ambientazioni alla fine, ambientazioni diverse, una può essere medievale, l'altra quello che vuoi, no? Ma ecco, in quel senso lì Remnant 2 è interessante, ci sono alcune ambientazioni diverse. La prima è appunto un po' alla Bloodborne, ma poi ce n'è una fantascientifica che sembra uscita da Stranger Things. C'è del buono, però ripeto, dopo forse il limite è anche perché diciamo che anche quelli di Lords of the Fallen non è un tripla A, ok? Lo chiamano doppia A quei giochi lì, nel senso che sono una specie di via intermedia tra gli indie e le case più grosse, no? E diciamo quindi che avevano del budget, ma non troppo. Esatto, e quindi ne risentono di quello, no? Perché chiaramente mentre giochi in Remnant 2 ti accorgi che uno dei plus è quello, cioè il fatto che essendo multiverso potrebbero fare le cose più assurde. E loro in piccola parte l'hanno fatto, perché effettivamente c'è un po' questo. Ripeto, non è scevro da difetti, per esempio poi c'è un mondo in cui ero arrivato adesso che cazzo continuano a parlare all'infinito. No, però sto dicendo, però più o meno è interessante perché appunto tu hai quello alla Bloodborne, poi hai quello cubico che è straniante, eccetera. Poi hai quello, per esempio, fantascientifico, però tipo alla Alien, così, in cui anche quelli che parlano, vedi che proprio sono danno un po' questo senso che sono di un altro mondo, no? Di un'altra dimensione. Dai, capito? C'è molta varietà, dai. C'è molta varietà e l'hanno saputo un po' sfruttare, nel limite il fatto che alla fine sono 6 o 7 gli biomi, sono o 5 addirittura, sono pochi, no? Però ecco. Sono comunque di più di Returnal. Ecco. E io sono rimasto male solo di questo del gioco. E Returnal ha pochi biomi, quindi? Sì. Cioè tipo 4, 3? Non spoilerò. Ok.
Però avrei voluto che invece di rilasciarmi un contenuto gratuito, per carità era gratuito, della torre, no? La torre infinita, eccetera, avessero confezionato dei DLC sotto forma di biomi dove magari potevo andare a esplorare, fare più robe, un nuovo boss. Contenuto e mondo, un altro mondo, insomma. E invece... Ma la stessa cosa doveva farlo Remnant, perché in realtà è uscito questo DLC che aggiunge una classe, aggiunge... infatti ho visto che è uscito... Aggiunge solo un pezzo del mondo... Vabbè. Del mondo, del primo mondo. Beh, so che ne devono uscire almeno altre due di DLC. Io poi ho preso la Ultimate Edition, pagata 30 euro la chiave digitale, quindi... Sì, insomma, sì, è un buon prezzo sicuramente. Uscire, quindi, Buon prezzo, vediamo. Sicuramente. Ma almeno c'è varietà, dai. È una cosa fondamentale anche per non annoiarsi. Ecco. Comunque, ecco, diciamo che oggi abbiamo fatto un po' una carrellata, abbiamo discusso tanto. Probabilmente abbiamo, penso, mostrato anche la passione di fondo che abbiamo, no? Poi a parte non trovarsi magari d'accordo su sta storia del Souls, ma... La passione di fondo credo proprio di sì. Saranno due ore che parliamo. Esatto. Ma soprattutto anche in un altro termine, cioè quello che voglio dire io e enfatizzare io è questo. Oggi, appunto, secondo me le recensioni, alcune non dico che vengono pagate, ma quasi... dicono che di sicuro spesso sono, come dire, cercano l'hype, no? Quindi pompano più delle volte che no. E cosa succede poi? Sembra sempre spesso di avere a che fare, cioè diciamo la verità, spesso quelli che diventano fanatici di qualcosa è semplicemente perché mancano o di esperienza o di cultura al riguardo e quindi anche di obiettività, no? Quindi anche come discorsi con Bethesda eccetera, per esempio, no? Quelli che difendono a spada tratta i loro lavori, boh, sembra che non abbiano mai giocato niente tranne che i loro giochi al più, no? Sembrano che lavorano per loro, vengono pagati, vanno a mangiare a sì, casa o loro, che vengono, no? Pagati o che dici cavolo, cioè, ma possibile? Dico, ma hai giocato altri giochi? Hai mai giocato altri RPG? Non riesci a fare i confronti? Non riesci a vedere che ci sono delle mancanze? Non riesci a vedere, per esempio, in caso di Bethesda, appunto, che fanno i giochi approfittandone del fatto che tanto ci sono quelli che glielo sistemano gratis, no? Che fanno interfacce orribili, minimali. Mi sono fatto male di Starfield, perché io volevo, mi aspettavo, certo, avrei voluto qualcosa. Chi non avrebbe voluto una bella saga fantascientifica? Perché comunque magari ci tenevo. Ma qualcosa, esatto, di bello da poter giocare, no? Un'avventura, qualcosa di epico. Da però giocare, era Bethesda, no? E sapevamo cosa aspettarci. Mettiamola così, sì, no? Sì. Però non vado lì a difendere a spada tratta. No, o come non va, come non va difeso appunto neanche la Wake 2, non c'entra a fare. Perché sembra che chi abbia giocato la Wake 2 si sia lasciato, sembra così, no? Sembra che si sia lasciato abbagliare dall'impianto, no? Dall'impianto anche... di quello che l'engine effettivamente permette, che infatti ho detto che era una buona cosa il fatto di avere per esempio il livello sempre lì pronto a portata di tab, no? Perché alla fine è un altro livello quello, no? Quello della stanza, no? Dove Saga ragiona, no? Ci sono delle cose belle, ma certamente, a parte il fatto delle texture che si caricano lì al momento, che è una cosa che non si capisce, cioè... sì, quella della mappa. La mappa orribile che non c'entra mai su di te, ma ingrandisce tutto schermo. Ma io non parlo di quello, ma parlo anche delle tag, sono che carica lì al volo. Anche la mappa, sì, effettivamente vedi che la carica, dici, ma cazzo, faccio 64 giga di RAM. Che la usi o non la usi? Ste RAM? Ma non lo metteranno mai. Non lo metteranno mai a posto, però. Io credo che ho l'impressione che appunto molti si siano fatti abbagliare, no, da quello, da questo. Questa suntuosità, tra virgolette, apparente, tecnica, no? Questo raggiungimento, tra virgolette, videoludico dal punto di vista tecnico, no? Però non siano rimasti, come dire, obiettivi invece su quello che davvero il gioco ti offre, no? E su quello che sono le mancanze del gioco. Beh, considerando che alcuni hanno giocato un survival horror, non so, abbiamo giocato giochi diversi. Tutto qui. Semplice, non so dove l'hanno, ecco, preso. Uno spettatore dice che, che lui giocando Starfield invece è tornata voglia di Fallout 4.
Ma la stessa cosa a me è uguale, guarda. A più companion con cui accompagnarsi. Ma infatti guarda che, no, ma guarda che ho avuto, siamo in tre, allora siamo in tre. Ho visto, mi ha fatto dire voglia di reinstallarmi Fallout 4 o anche il 3, cioè in realtà è quasi più affascinante quell'ambientazione lì, a questo punto, questa ambientazione post apocalittica. Ma sì, ma c'ho che questa qua fantascientifica è fatta col culo. Le musiche sono epiche e ormai sono storia, le musiche di Fallout, ma anche le musiche di Skyrim. Poi tutti i problemi, i difetti che si portano dietro, va benissimo. Ma attenzione, se... attenzione però, tra l'altro Starfield ha ancora quel tipo di musica lì che secondo me non c'entra un cavolo. Cioè in realtà è sempre orchestrale eccetera, ma io la fantascienza, io perché io sono, ascolto tanta musica, per me la fantascienza è la space music e non so, per esempio la colonna sonora di EVE Online, che tra l'altro ha alcuni brani molto belli, io ce l'ho la colonna sonora di EVE Online, per me quelli sono i suoni fantascientifici, quelli sono i suoni, invece trovami l'orchestrale, sì, non dico che qualche volta non ci stia, però è sempre quella e tra l'altro sembra sempre la stessa. Io non lo so, io leggevo sempre su Facebook, immagino, lì proprio il peggio, dove tutti osannavano, incensavano la soundtrack di Star. Ok, ma sarà buona, ma non è niente di... Cioè, non è niente di nuovo, anzi, potresti scambiarla... Bloodborne, Dark Souls, eccetera, ma che hanno delle musiche, delle boss fight da pelle d'oca, cavolo. Cioè, allora, lì che... io devo dire una cosa, parlando in colonne sonore, allora, Bloodborne... praticamente al primo posto, in realtà al primo posto per me nel mio cuore c'è stato molto a lungo quella di Quake 1, non so se la conosci, ma sì, ma perché Nine Inch Nails, Trent Reznor, una roba che ormai è storia per te, ecco perché è storia, chiaramente emotivamente all'epoca, ma guarda che io quando ho visto cioè io ti devo dire una cosa, allora io chiaramente una delle cose belle di avere, tra virgolette, una certa età è l'esperienza, ma soprattutto nel campo videoludico, perché tu sei partito da i caratteri che giravano sul Commodore 16, no? Lo Spectrum ZX, e le hai viste tutte, no? Quindi quando hai visto poi Commodore 64, Last Ninja 2, eccetera, eccetera, poi arrivi all'Amiga con Dungeon Master, eccetera, eccetera, Shadow of the Beast, ti vedi tutta questa evoluzione, no? Io... ho giocato anche i Doom, ovviamente, i primi Doom, ho visto come si chiamava, Duke Nukem, mi sono divertito un casino in co-op a Duke Nukem, eccetera, eccetera. Ma Quake era il primo gioco veramente 3D. Cioè era il primo gioco in cui ho giocato System Shock, eccetera. System Shock, quando abbassavi inclinavi la visuale, cazzo, c'era lo sprite che restava a 90 gradi per te, no? Era magia. E... io sono del 72, il dottor Stranamore dice che lui è del 70, io sono del 72, quindi siamo quasi coetanei. Comunque ti stavo dicendo, anche System Shock, quando tu inclinavi la visuale, la inclinavi, certo, però era uno sprite per cui rimaneva quasi 90 gradi di fronte a te, ma Quake, ma infatti l'hanno fatto apposta, Quake, io me ne ricordo ancora come partiva anche il demo, parte, tira le granatine, entra in una stanza, è sopra un elevatore, guarda giù, vede i troll dall'alto, sai che io mi ero alzato in piedi, cioè ero lì con un mio amico a guardarlo, quando è entrato lì ha abbassato lo sguardo e si vedeva la testa dell'ogri sotto, io mi sono alzato tutto emozionato, dicevo guarda è 3D, che bello finalmente, capisci? In più c'era quella musica della Madonna sotto, chiaramente, che guarda che quando che lì era che lì nel demo era quella un po' più tra tutte era quella un po' più rockettara, diciamo un po' più aggressiva, ma poi quelle più avanti, Grizzly Grotto, il livello che si chiama Grizzly Grotto eccetera, arrivavano quelle invece d'atmosfera con il saxofono sotto, cazzo, cioè per l'epoca chiaramente ero giovane, voglio dire, quindi mi facevo un'impressione della Madonna. Però era comunque obiettivamente una bella conoscenza, tanto è vero che quella del Quake 2 che l'avevano fatta fare tra l'altro a dei, come dire, l'avevano fatta fare a degli amatori, no? Mi ricordo che era un clan che giocava molto a Quake 1, era diventato famoso, un clan americano, che però bisuonava, ok? Faceva musica rockettara, vagamente heavy metal, e l'hanno fatta fare a loro la colonna sonora. Però per i miei gusti chiaramente era veramente cheap, cioè... sì, a parte qualche brano era veramente cheap, cioè niente a che vedere con Quake 1, che Quake 1 era proprio, però era stata per molto a lungo, però bisogna
comunque chinare la testa davanti a Bloodborne, perché Bloodborne, ripeto, anche se alcune sono un po' banalotte, ma alcune invece sono proprio epiche, epiche, adatte proprio per... Così. Altre sono fantastiche, qualcosa, esatto, di veramente assurdo. Le ho sentite bene perché ho fatto diverse partite. Quindi, sì, perché poi, attenzione, ascoltare ovviamente la colonna sonora per i fatti tuoi è una cosa, ascoltarla nel gioco... Mentre stai giocando, affrontando un boss è un'altra cosa. Esatto, perché in realtà comunque, sono nate per quello, sono nate per sottolineare quel momento lì. Per enfatizzarlo, sì. Cioè, per enfatizzarlo. Premiamo Doom Eternal, che ha delle soundtrack fantastiche. Parliamo di un gioco più recente, dai, senza andare a scomodare i mostri sacri. No, Doom Eternal, fantastico. Ma Doom 2016 è quello, in realtà hanno, come dire, hanno dimostrato che la ID sapeva ancora fare giochi, cioè nel vero senso della parola, dopo la parentesi di Quake 3 e Quake 4, che non era poi questa gran cosa, neanche Quake quello, 4, no. Doom 2016 in particolare, però, perché Doom BFG, il Doom 3. È... Com'è? Piacque anche Doom 3, in realtà. A molti, però no, era molto anomalo, no? Era più quasi da orrore, era quasi più... Sì, diciamo che con i Doom, i primi due, non c'entrava, Niente, sì, c'entrava poco. No, era un buon lavoro anche quello, però chiaramente sono tornati alla grandissima con 2016 e poi Doom Eternal, che poi era palesemente una specie di reboot alla lontana di Doom 2, no? Sì, perché sì, anche sì, il titolo... Ma infatti hanno rebootato il primo e il secondo, sì, sì. Palese, però comunque lì hanno mostrato tutta la loro maestria, nonostante Karma che non ci fosse più, nonostante non ci fosse più neanche Romero, che era meglio che non ci fosse, sì. È rimasto Willis e poi alla fine se n'è andato anche un altro, cioè non è più non è più comunque l'ID di una volta, però insomma è chiaro che è gente che capisce quello che sta facendo, questo il distinguo, no? Mentre appunto Alan Wake 2 l'impressione che abbiamo avuto entrambi è che stanno cercando di uscirsene con una serie su Netflix, si vede che stanno aspettando in grazia che Netflix gli proponga la serie. Stanno assolutamente cercando di andare su tutto, sul grande schermo. Tutto il genere, esatto, cioè, perché magari hanno la fantasia, hanno l'estro, hanno... Non lo so, perché comunque le idee ci sono, cavolo. Anche tutta quella parte del teatro dove ti fa vedere praticamente un corto, no? Un cortometraggio con Casey, tutta la setta, eccetera. Che comunque dura un bel po', non è corto. Sì, no? Sì, è un intero episodio mio. Sì, tu stai là fermo che te lo guardi, eccetera, e dici però comunque ci sanno fare. Guarda, è l'episodio 48. Dici, ma... Non voglio giocare, voglio vederlo. Il problema è che sai, a me sembra che se la... A un certo punto, magari mi sbaglierò, ho l'immagine di loro che se la tirano, non so come dire. Te lo dico perché adesso io non voglio far nomi, ma ho un amico, diciamo un ex amico ormai, perché tanto che non lo sento, che è finito nella industria, ha lavorato per un team giapponese, e questo team giapponese fa giochi particolari e in cui secondo me loro... hanno, come dire, tutto un umorismo loro, hanno tutto un... E secondo me loro si divertono, cioè si fanno... Cioè, non si danno le pacche sulle spalle di più, credono di essere fighi solo loro, non so come dire, questa è la sensazione. Quindi ho la sensazione che anche Sam Lake sia un po' un tipo così, no? Belloccio già suo, scrittore, famoso, no? Mi dà l'impressione che ci sguazzi in quel ruolo lì, no? E quindi anche l'intera Remedy mi sembra che ruoti un po' attorno a questa... Anzi, tant'è vero che forse si dovevano chiamare loro Rockstar, più che la Rockstar. Può essere. Cioè, forse era più adatto che si chiamassero loro Rockstar. Ma il fatto che io, non lo so, io provo una sorta di odio e amore per i Remedy, perché i loro giochi mi sono sempre piaciuti, ma anche Alan Wake 2 mi è piaciuto, però io... lo devo catalogare come videogame e mi rimane difficile farlo. Sì, non sei... Storci un pochino il naso. Esatto, sì, mi trovo combattuto se devo parlare di Alan Wake 2. Nonostante mi sia piaciuto e tutto,
La storia è interessante, no, quello che ti tiene lì è interessante, poi però appunto ci sono un sacco di falle, come per me anche combattimento, ecco, poi per esempio le sbilanciature, no, quelle del combattimento sulla spiaggia, cioè quello che io dico è che se tu appunto... Il combattimento finale dici? No, anche quello prima, quello con la musica, con i due tizi sulla... Di notte, quando poi arriva Scratch, cioè lì io quella scena lì l'ho dovuta fare tre volte, tre o quattro volte, perché in realtà mi è girata male. E... Io un paio di volte l'ho dovuta fare perché, ovviamente, giocando difficile fanno malissimo. Quindi, no. Esatto. Sì. Però il problema qual è? Che come dicevo, anche lì era una dimostrazione che loro non l'hanno bilanciato. Quindi insomma, la parte videoludica l'hanno lasciata un po' così. Perché dico, cazzo, perché voglio dire, la difficoltà comunque deve essere progressiva. Ok, è la base del design, no? Comunque deve essere progressiva, quindi tu dici vai avanti e man mano aumenta, ma se tu lo fai sempre piatto, poi a un certo punto, no, non so perché fine... li pretendi l'inverosimile, no? Alla fine cambia il gameplay, cambia di botto, ti trovi ad affrontare 10-15 nemici, che fare, ti tirano anche a volte, ecco, per esempio mi è girata male quando mi trovavo quelli fuori campo che invece ti tiravano l'accetta, no? Esatto, poi devi fare dei giri perché devi andare ad aprire la cassa che ti ha lanciato, dove ci sono delle munizioni, così le prendi, rifai il giro, ti riposizioni bene e spari ai nemici, dove comunque il gioco di per sé è lento. Esatto, lui si muove, è immobile praticamente, sì, lei Saga non si muove. Per quello che io dico, ma quella roba lì da dove è saltata in mente? Ma fosse un po' tutto così è un conto, capito? Fosse un po' tutto dinamico un conto, sono anche allenato, sono anche addestrato, poi a parte quello, ma se si chiama difficile è difficile, allora è sempre difficile, ok, diciamo così, progressivo ma sempre difficile, perché se no non mi sta bene, cavolo, ma posso cambiare la difficoltà, ma chi mi obbliga, no? Cioè io questo che non sopporto, stanno semplificando tutti i giochi, ma per quale motivo li stanno semplificando tutti quando in realtà hai i livelli di difficoltà? C'è anche Lies of P, perché me lo stanno semplificato? Tu me l'hai fatto in un certo modo. Basta, lo lasci così. Se mai fai... Ma la stessa cosa possiamo dire di Returnal, eh? Attenzione. Non hanno semplificato i biomi, però dopo l'uscita hanno messo la co-op, perché la gente piangeva, perché lo dovevano giocare con gli amici per forza, perché sennò non riuscivano. Uh-huh. E in più hanno messo il fatto che qui, diciamo che mi trovo anche magari un pochettino d'accordo. Allora, tu quando è uscito Returnal tu lo dovevi giocare dall'inizio alla fine, altrimenti se tu chiudevi la partita ricominciava sempre da capo, qualsiasi bioma eri arrivato. C'è la pausa adesso, invece ho visto, puoi salvare e frizzare, no? Un po' monosave. Adesso, come tu esci dalla partita, ti fai il salvataggio, esci dalla partita e poi la riprendi quando ti pare. Sì, un po' come Fire Emblem sulle console minori della Nintendo, che praticamente è una specie di save data, cioè di freeze data, no? Cioè tu... È come se fosse un emulatore di giochi vecchi portato ad oggi. Esatto. Tu lo lasci lì, no? Che diciamo che qui io posso essere d'accordo, perché cavolo, comunque il gioco dall'inizio alla fine, ogni volta, può risultare pesantino, eh? E poi non tutti magari hanno il tempo di stare per forza 4-5 ore davanti allo schermo. No, ma perché non c'era un save? Cioè nel senso, se tu muori, non salva quando muori? Com'è che salvava prima? Salvava che tu... la tua parte di roba che hai preso, che sono i potenziamenti permanenti, quindi al tuo equipaggiamento o i potenziamenti che tu sblocchi alle varie armi, quello te lo teneva. Mm-hmm. Però tu riparti sempre dall'astronave caduta, sempre. Sì. Ogni volta che uscivi dal gioco. Invece adesso no, pure se magari mi trovavo all'ultimo bioma, c'era arrivato, dico cavolo, dopo 3 ore sono arrivato, però... Cioè tu se abbandonavi il gioco ripartivi dalla nave? Ripartiva sempre, cioè nave. Abbandonava la run. Abbandonava proprio la run. Quindi tu dovevi mettere. Quella era una follia, però. Dovevi mettere in sospensione la PS5. No, quello era un errore. Quella è una stupidata. Quello posso essere d'accordo, perché effettivamente non tutti quanti. Magari io arrivo all'ultimo bioma, me lo voglio fare. Non è accettabile. Qualsiasi gioco sia un roguelite, tu abbandoni, salvi lì. L'avevano programmato così, se l'erano studiato così, non lo so. Era un po' eccessivo, sì, sono d'accordo. Quindi quello magari ci può stare. Però vedi, all'inizio il gioco non era così. Io non me lo sono giocato così. Io me lo sono giocato day one. Quindi sì. Poi hanno messo questo e poi hanno messo la co-op, che va bene. Diciamo che non è, non è proprio il discorso appunto di Lies of P. Lies of P proprio l'hanno semplificato. Cioè... No, non è lo stesso.
questo discorso, no. Là l'hanno, evidentemente hanno avuto tanti reclami dai ragazzi che si lamentavano. Sì, ma non devo, cioè, però il punto è questo, loro iniziato il letto, mi sembra. Ma uno può piangere quello che vuole, ma allora io ti dico, il gioco l'ho tarato così, posso anche ribilanciare anche quella modalità lì, ma allora ti aggiungo la modalità easy. Stop. Cioè resta la modalità come l'ho intesa. E c'è la modalità facile che puoi cambiare al volo per degli achievement, magari, quello che è. Nel senso che sì, non hai il boss che risulta che l'hai fatto alla difficoltà standard, ma l'hai fatto alla flotta. Sì, esatto, risulta così, non l'hai fatto difficile. Però vedi, From non ha mai fatto così con i Souls. Non li ha mai resi più facili. E fa non bene. Non ha mai depotenziato nulla. Però con Elden Ring, diciamo che ha messo delle build... sgrave. Soprattutto una all'inizio, adesso è stato magari un po' più ribilanciato, una soprattutto, era molto sgrava e diciamo che tirava giù un po' tutto. E oppure che ne so, hanno messo le ceneri di guerra che tu chiami dei lupi fantasmi o così. Sai cos'è la mia paura? È che, come hai detto tu, cioè come mi hai mostrato in quella vignetta, no, che ho letto ancora all'inizio di tutta la live, appunto Elden Ring viene considerato nob, new buy, no, eccetera. Ecco, in realtà Elden Ring, se non sbaglio, ha venduto più di 20 milioni di copie, sono 25 addirittura. Ed è stato amato, eccetera, è amato da tantissimi, però temo che sia amato proprio perché è più accessibile. Accessibile, sì, ma è sicuramente così. Sicuro. Ecco, il problema è che non vorrei che diventasse anche lì qualcosa che faccia accendere la lampadina alla From Software e dica: cazzo, ma allora possiamo farle così anche i prossimi? Sì, facciamoli banali e facilotti, così. E io spero di no, perché loro comunque da Dark Souls 1, il 2 non esiste, il 3, Bloodborne, Elden Ring, fino ad oggi, insomma, non hanno mai abbassato la difficoltà, non hanno mai depotenziato i boss o i nemici con le patch, non hanno mai fatto, hanno solo messo roba di bilanciamento per il PvP, la gente si lamentava più per il PvP in realtà che per il PvE. Però c'è sempre stata la coop agevola molto la riuscita di una run su un Souls, perché non è tipo un Returnal, che io l'altro giorno, per informarmi, per curiosità, ho visto che la coop, non so se riposiziona dei nemici o comunque lo rende un po' più difficile, perché altrimenti sarebbe una cavolata da fare. I Souls non fanno questo, cioè solo i boss in coop hanno più vita, perché giustamente se no lo fai in un secondo, però in generale le aree eccetera sono comunque quelle, quindi in coop già è la modalità facile dei Souls, per come la vedo io. Sì, sì, ecco, sì, infatti, ma è come il fatto che né in Nio né in Wolong io non ho mai voluto fare comunque con chiamando aiuto. Oddio, sì, le tombe per chiamare. Sì, quello che è, cioè comunque non ho mai voluto chiamare il piccolo l'aiutante di Babbo Natale, no? Cioè, nel senso. Pare che non ne hai mai avuto bisogno, no? Del resto, quindi. Non ne ho avuto bisogno, ma mi sarei puntato per non farlo, neanche se avessi dovuto farlo 100 volte. Certo. Però vedi, e ti posso dire, in Elden Ring diciamo che posso capire che è un po' più user friendly, no? Ci può stare, mettiamola così. Poi è un open world, può risultare lungo, c'è la coop. Sì, io penso che gli elementi sono quelli, un po' più accessibile e open world, quindi l'open world la gente piace, a quanto pare, non c'è niente da fare, piace l'idea che duri parecchio, piace l'idea che devi viaggiare a cavolo dove vuoi. Viaggiare, capire bene dove dovessi andare come prima zona, dove magari era un po' più accessibile per il mio livello, per il mio potenziamento, eccetera. Non mi è dispiaciuto questo. Vedi, un po' più accessibile, però se tu magari vuoi rinunciare alla coop, perché c'è anche la coop randomica, no? Tu magari fai un tizio online preso così a caso in quel momento, ti vai a fare il boss o la zona di turno, rinunci magari alle ceneri di guerra che puoi usare solo in determinati punti, tu adesso magari non hai presente perché giustamente non l'hai mai giocato, quindi poi in determinati punti puoi usare queste ceneri che non è che ti danno una grandissima mano, però comunque è un mob che ti porti dietro pure, no? Che dura tot tempo
il tempo che finisce la vita, poi non lo puoi rievocare più fino a quando magari non cambi zona e ti rimettono disponibile. Allora, l'evocazione. Quelle cose lì sono. Allora, io apprezzo quando fanno queste cose qua, nel senso che sono alternative. Paradossalmente, apprezzo anche il fatto. Apprezzo anche il fatto che se tu non vuoi, per esempio, non livelli un cazzo. Sì. Cioè, tu paradossalmente potresti rimanere al primo livello e cercare di fare tutto il gioco al primo livello. Apprezzo quando i giochi, adesso non mi ricordo, ma ce ne sono stati diversi, anche non solo Souls, che in realtà hanno dei trucchi, hanno dei modi per far sì che se tu non usi. Cioè, il fatto stesso, per esempio, che raccogli le anime in forma cristallizzata, diciamo così, no? Ti permette questo, ti permette che se tu non vuoi, non le usi, quindi non livelli mai, no? È apprezzabile perché rendi il gioco, la difficoltà un po' più dinamica, un po' più nelle mani del giocatore, no? Esatto. Che se vuole si tira la zappa sui piedi e vabbè. Te lo rende difficile, come per esempio ho fatto io con Sekiro, che mi sono messo il talismano. Esatto, quel talismano che dicevi prima, esatto. Però puoi deciderlo tu. Però devi poterlo decidere, diciamo che devi poterlo decidere tu questa cosa. Deve essere sempre nel controllo tuo, capisci? Diverso è dire Lies of P, abbiamo semplificato tutto e punto e basta, sì, per tutti. Abbiamo reso tutto più facile. Per tutti, perché poi alla fine è per tutti, sia quelli che vengono chiamati senza mani, cioè quelli che non sono capaci, non sono abili abbastanza, sia quelli che invece te lo facevano già prima, mentre con un'altra mano giocavano col Game Boy, capito? Devi andare a recuperare la versione 1.0 del gioco, che devi fare se, se lo vuoi giocare come l'avevano pensata loro, no? Ma non mi sembra una cosa semplice. Ma no, tra l'altro, ma non mi sembra nemmeno una cosa. Non mi sembra una cosa semplice, perché credo che se tu lo riscarichi, blocchi l'auto aggiornamento, in realtà ti scarica comunque l'ultima versione. Allora, penso, non lo so. Su computer non puoi farlo, su console se hai il disco sì. Lo giochi offline, metti il disco, lo installi. Ecco, l'unica cosa è quella, sì, ma su Steam non penso quello. Proprio che si possa. Sì, ormai. Perché scarica sicuramente l'ultima versione, penso, non so. L'ultima versione aggiornata, sì, sì, sì. Io credo di essere uno dei pochi ad avere ancora lo scatolato dei giochi per computer. Li ho qui con me, ho Fallout 4, Dishonored, Bioshock, bellissimo. Non so, Crysis, primo Crysis. Comunque. Mi è venuto in mente cosa volevo dire di Remnant, che poi non. Adesso non mi ricordo come si allacciava ai discorsi Remnant che stava facendo. Però, aspetta un attimo, non mi ricordo come si allacciava ai discorsi che stavano facendo. Però volevo dirti una cosa di Remnant 2, perché volevo fartelo. Mi ricordo che volevo dirtelo per sentire il tuo parere, ed è questa. Remnant 2 è curioso per un fatto, cioè è come un Souls, nel senso che quando appunto tu vai in giro con queste anime, quando muori le perdi e poi andare a recuperare, però c'è un problema, cioè hanno fatto una scelta un po' strana, che da un punto di vista è migliorativa, da un altro punto di vista è peggiorativa, cioè in pratica ti spiego, quando tu muori e rinasci, respawnano i nemici, ma respawnano anche loro in modo diverso, cioè... Quindi i livelli sono procedurali, ok? Quindi in quel senso è un roguelite. Le meccaniche sono souliane in quel senso, ma i nemici non sono nella stessa posizione dove erano prima. Okay. Il che comporta una maggiore varietà di gioco complessiva, nel senso che hai procedurale il livello, quindi se quando creerai un'altra campagna ricrea anche quel primo mondo lì, lo ricrea con diverse strade eccetera, però in realtà è come dire tra virgolette procedurale anche i nemici, nel senso che non sono stata, cioè tu lo vedi, l'ho visto all'inizio, ho stato di studiarlo, non sono nella stessa posizione, il che da una parte ripeto allunga la vita del gioco ed è una cosa positiva, ma è anche negativa invece sul fatto che dici cavolo, non so dove sono i nemici, non so che elite mi butti contro, adesso io vado a recuperare la mia vita, ma se mi butto contro degli elite intermedi io non ci arrivo a recuperare la vita, non so se mi spiego. Mentre invece una cosa caratteristica dei Souls a volte che invece in realtà era proprio il fatto che tu potevi studiartelo. Sì, tu sai e sempre quindi, che cosa ti aspetta, no? Cosa ti aspetta e quindi se il livello lo permette magari come dicevamo prima potevi studiare un percorso alternativo. Esatto, invece qua no. Queste sono tutte cose che io non so, eh. Io so veramente poco e nulla del gioco, quindi
Interessante. Interessante, ma lascio a te poi il giudizio. Anch'io faccio fatica a dare un giudizio. Ecco, poi dottor Stranamore qua dice che anche lui, se avesse comprato la SOP perché si aspetta una certa difficoltà e poi lo nerfano, mi sentirei preso quasi truffato. Giro. Sì. Ma no, è così. Ma fai la difficoltà facile, basta, più facilitata, quel cazzo che è, ma lascia stare quella principale, o meglio, se effettivamente è sbilanciata la ribilanci, ma la lasci stare però. Esatto, veramente non capisco cosa c'è di così difficile. Non lo so. Mi fai un Soulslike, non è un Soulslike. No. Me lo nerfi tutto. Comunque da quel punto di vista lì sicuramente anche lì, da un certo punto di vista, avere i livelli procedurali appunto garantiscono che puoi fare diverse run prima di stufarti. Da un'altra parte invece chiaramente non ci può essere la pianificazione così precisa e minuziosa, per esempio come c'è in Survivor, per esempio Jedi Survivor, o come c'è a tratti anche in Dark Souls, anche se però da quello che ricordo io, a parte aprire alcune, come dire, scorciatoie, però non ci sono poi queste grandi alternative, o mi sbaglio io? Cioè nel senso, tornando al discorso di Remnant che mi espone i nemici in una posizione nuova, che appunto non mi fa sfruttare la pregressa conoscenza dei nemici e sfruttarla a mio vantaggio per poi eventualmente essere più sicuro di arrivare a recuperare le cosiddette anime. Allo stesso tempo, se comunque il livello non ha tutte queste scorciatoie, tutti questi passaggi alternativi eccetera eccetera, comunque limiti qualcosa, no? In qualche senso perdi anche lì qualcosina, no? E soprattutto quando lo fai procedurale diventa ancora più difficile implementare questo, mentre invece quando lo fai tu minuziosamente studiato a tavolino potresti invece farlo, però mi sa che anche lì o no, o dice che invece sono buoni i Souls da quel punto di vista lì. Io mi ricordo un po' Sekiro, secondo me Sekiro era comunque abbastanza lineare, cioè capisco, è apprezzabile Sekiro. Il fatto che sia monolitico, diciamo così, cioè che un livello è bello che poi ci arrivi da un'altra parte, scopri, però non ha mille vie alternative. No, allora, i Souls a me piacquero tantissimo, appunto anche per il fatto di avere delle scorciatoie che sbloccavi dopo aver perlustrato bene una zona, quindi magari aver preso tutto il loot, essere sicuro di aver fatto tutto eccetera, sbloccavi la shortcut, no, dicevi cavolo, finalmente la scorciatoia che poi mi permette di saltare quasi o completamente tutto quello che ho fatto fino adesso, no, quindi mezz'ora, un'ora di gioco, e andare direttamente, che ne so, al boss o in un'altra zona. Magari dove appunto hai perso un po' più vicino, insomma, a tagliare un po'. Magari hai perso qualcosa e quindi invece di rifarti tutto il pezzo di strada per andare a recuperare le tue anime, no? In questo caso, ti fai lo shortcut perché lo hai aperto, sei riuscito ad aprirlo. Magari sei riuscito ad aprirlo prima, poco prima di morire. Invece di fare tutto il giro lungo, puoi tranquillamente riprenderti le tue anime dallo shortcut. Quindi magari così ti eviti anche di aver perso tutta l'esperienza che hai accumulato facendo tutto quel pezzone di gioco fino ad allora. Mm-hmm. Sono tutti così Souls, tutti. Tutti così, però... Tutti così... Però sei d'accordo che non ci sono mille strade alternative, no? Per le strade alternative non parlo di shortcut e basta, parlo proprio di, non so, strada alta, strada bassa, strada magari... Per esempio una un po' più difficoltosa dell'altra, pur arrivando tutte poi nello stesso luogo, non ci sono bivi. Strada bassa, quindi tu mi dici comunque una situazione un po' più diversificata e più grande. Guarda, io ti faccio un esempio. Uno dei giochi che avrei, anzi il titolo che io avrei voluto fare nella vita, il titolo che avrei voluto, come dire, fare e quindi realizzare... Era in effetti, adesso è difficile da dire, diciamo che era una specie di Left 4 Dead, ok? Pensato prima di Left 4 Dead, ancora non esisteva Left 4 Dead, l'avevo pensato prima di Left 4 Dead. Asimmetrico, nel senso che ci sono anche i nemici dall'altra parte, guidati da umani, possibilmente, ed era procedurale. O meglio,
non procedurale in un senso letteralmente alla Remnant 2, ma semi procedurale, e soprattutto aveva vie alternative. Cioè, siccome il problema era questo, perché il problema, allora, cosa fa il game designer? Fa problem solving, cioè c'è una cosa e tu devi risolvere quella cosa, no? Per esempio, in questo caso è un gioco multiplayer, è un gioco che pensi che, e speri che venga giocato molte ore di fila. Allora, come risolvi il fatto che rischi di annoiare la gente, essendo un'impostazione un po' alla single player, alla PvE, diciamo? Come risolvi il fatto che però è sempre simile a se stesso, no? Dici, cazzo, e lo gioco, ma è sempre lo stesso gioco. Quindi dopo un po', dopo che l'ho visto 2 o 3 volte, mi sono rotto le palle, no? Chiaramente questo era il problema, no? Come risolvi questo problema? E l'ho risolto così, chiaramente, con una specie di cosa procedurale, o meglio ancora, con i bivi. Cosa intendo per bivi? Intendo appunto che a un certo punto i giocatori in gruppo arrivavano in una certa zona e dovevano dire: ragazzi, cosa facciamo? Facciamo questa via qua che è più facile, più semplice, andiamo avanti più velocemente, o facciamo quest'altra via che però è più rischiosa, ma magari per esempio ti dava dei loot intermedi che poi erano, servivano solo per quella partita? Facciamo un esempio, capito? Cioè, nel senso, sai che puoi trovare una spada potente da quella zona lì, ma serve solo, grazie per la sottoscrizione, dicevo, che magari in realtà serve solo per quella partita lì, quando tu poi ti ritiri sparisce, no, quell'arma, sì, ok? Sì. Però, dicevi, però rischiamo di morire, di perdere molto tempo o di avere altre penalità, no? Che adesso bisogna vedere. La risolvevo in quel modo lì, appunto, con le strade alternative. Non so se mi spiego. Quindi, una cosa è il... E poi potresti aggiungere addirittura il procedurale. È sempre una questione di risolvere quella domanda lì. Cioè, la domanda è: come non far come facciamo a non far annoiare i giocatori che rivedono lo stesso gioco per più ore? L'unica cosa è varietà. Allora, questa cosa qui che dici tu, adesso l'ho capita, e c'è praticamente in tutti i Souls. C'è. Praticamente. Però in Elden Ring è molto più marcata, perché è appunto per natura un open world. Quindi tu magari puoi dire: io adesso prendo quella strada che porta a quella collina e poi si ricollega alla strada principale del castello per andare a fare il dungeon, no? E so che passando sopra quella collina trovo dell'equipaggiamento valido, o c'è una cosa specifica da fare, eccetera. Oppure prendo la strada un po' più comoda, che è quella più battuta, come si vede, no? Dove c'è una grazia vicino e me ne vado lì, mi evito... Meno rischiosa. Magari meno rischiosa, potenzialmente dei nemici più fastidiosi, e vado dritto. Si nota di più su Elden Ring, però in linea generale c'è un po' su tutti i Souls, perché a parte gli shortcut eccetera, però una volta che hai aperto tutti gli shortcut puoi anche decidere di dire: vabbè, adesso io lì non torno, magari non ho preso una cosa però non mi va di ecco, adesso quello che io ho visto quello che io ho visto in Elden Ring e che non mi è piaciuto è il fatto che a volte ti permette addirittura di, col cavallo, stando attento, eccetera, di a volte sfruttare un po' l'ambiente per tagliare in modo un po' poco consono, no? Cioè, a volte ti punisce perché crepi, punto e basta. Diciamo che io in quel senso lì l'avrei limitato. Non ti permette di fare tantissime... Cioè, non ti permette tantissimo di romperlo, perché ha comunque un'altezza fissa e tu raggiunta un'altezza fissa muori. È come un pochettino su Jedi Survivor, forse Survivor è un po' più marcato, perché molte volte quando fai dei salti troppo alti dici: cavolo, ma ci arrivo, non è che muoio, magari mi puoi togliere un po' di vita. Invece no, là diventa tutto nero e ti fa riniziare da dove hai saltato, no? No, là è molto preciso. Su Elden Ring il cavallo a determinata altezza muori. Quindi ti puoi arrampicare, è punitivo, sì. Però sì, però non ti permette di saltare interi pezzi e di farti la cavalcata verso la gloria finale, insomma. Sì, perché anche lì uno, per esempio, io ho sempre detto un'altra regola aurea di un game designer sarebbe quello di tenere ben presente che i giocatori, se possono, abusano, se possono rompono il gioco, non c'è niente da fare. Ci sono quelli che li giocano in modo corretto, ma ci troverai sempre quelli che invece abusano. Soprattutto nel multiplayer, ovviamente, questo succede, ma succede comunque anche nel single player, no? Devi sempre stare molto attento come designer a dire: no, io devo stare attento che una determinata meccanica, una determinata cosa non venga abusata.
classico esempio è burdo, no? Mi rompe il gioco. Classico esempio che faccio io è in quei due Railgun io ne abusavo io stesso, sfruttavo il kickback, cioè colpire alla schiena perché gli faceva più danno, c'era un moltiplicatore dei danni. Oppure, non so, faccio un altro esempio, magari sempre in Doom, esagerare magari con le munizioni del BFG, rompi il gioco, rovini il gioco, capito? Un conto è bilanciare in un certo modo, un conto appunto dire, vabbè, ti regalo le munizioni BFG, vai giù di BFG, e chiaramente capisci cosa intendo dire. Questo è ovviamente un esempio molto semplificato, molto semplice, molto chiaro, però ci sono tanti modi di rompere il gioco, no? Come per esempio, non so, affrontare un boss sfruttando, non so, una parete, un pilastro. E il problema è che il designer dovrebbe dire, cavolo, ma se io innanzitutto devo togliere quel pilastro lì, innanzitutto risolvere eventualmente questi bug, questi problemi, se sono invece dei problemi e basta, dei bug, ma in più devi bilanciare eventualmente il nemico o il boss in modo che non ci sia bisogno di questa gabola, perché se c'è bisogno di questa gabola forse è perché hai sbagliato qualcosa, no? Hai sbagliato qualcosa nella difficoltà. Sì, ma adesso mi stava venendo in mente, in Sekiro c'era una cosa simile anche ancora un secondo Stranamore dice che lui si innamorò di Sekiro, non aveva mai visto un Souls prima, l'ha adorato, ma siccome dice ha le mani di pietra e poco tempo a disposizione, ha avuto difficoltà, però non avrebbe mai voluto fosse diverso, che è quel punto chiave che dicevamo prima, no? No, perché tu vai a prendere un prodotto e ti aspetti, sai che cos'è, che cosa vuole essere quel prodotto, e ti aspetti esattamente quello che viene pubblicizzato per come lo hanno pensato gli sviluppatori. Esatto. No, che poi me lo vai a castrare. Ma sì, ma non ha senso, viene quello che piange. Ho capito, non lo giochi, se non ti piace, evidentemente quel gioco non ti piace. Non mi puoi dire, allora posso capire magari la coop, no? Nei giochi, dice vabbè io voglio fare la coop, voglio che il gioco sia un po' più facile. Il gioco, aspetta okay, un secondo, c'è uno spettatore che mi chiede che gioco è, parli di quello che si vede lì, è Alan Wake 2. È una mia... Quello che si vede lì? Io sono anche uno youtuber, e quella è la mia serie di Alan Wake 2 che sta girando nella finestrella. Ok, niente, tornando, tu stai dicendo invece, tornando invece a parte la difficoltà, stavo dicendo sempre del tagliare, no? Sì, delle scorciatoie. No, un gioco Fortnite. Sì, delle scorciatoie. Dicevi che in Sekiro, stai facendo un esempio di Sekiro, mi sembra, forse. Ah no, stavo parlando dei giochi, di come rompere i giochi, cioè un boss okay, in Sekiro, sì, che è proprio il demone dell'odio, che potevi farlo cadere dal dirupo, praticamente sciottarlo, e moriva. E a me dispiace quando ci sono quelle cose lì. Onestamente anche a me, perché io poi non le andrei mai a fare, no? Io entro nella boss fight, voglio fare il boss ovviamente. Però poi lì speedrunner vari eccetera sono sempre i modi per rompere tutto Sì, ma anche senza quei modi lì, ho visto per esempio anche in Diablo 4 uno affrontare il macellaio, praticamente lo attaccava da sopra delle scale, mi sembra. Sì? Sì, quindi a parte che io non lo so, non l'ho finito Diablo 4, ma mi pare aver capito che il macellaio in Diablo 4 non sia un vero e proprio boss, ma qualcosa che spawna qualche volta, no? Mi sembra. Non ti è mai spawnato? No, non mi è mai spawnato una volta sola. Allora, la prima volta che ti spawna è terribile perché muori sicuro. Uh-huh. E lui è talmente così forte rispetto al tuo personaggio, alla build, che muori. Uh-huh. Però è una soddisfazione poi quando ti respawna a caso, perché lui è completamente casuale. Nei dungeon, quando lo uccidi è perché comunque ti droppa qualcosa di buono, di solito. Uh-huh. Quindi magari qualche arma leggendaria. Però fatto sta che in quel caso lì, questo qua era salito dalle scale, lo attaccava da distante e via, è morto. Lo aveva glitchato magari. Sì, è veramente brutto da vedere. Ma brutto perché alla fine, sai, sono tutte quelle cose che ti fanno dire, ecco, sto videogiocando, no? Sì. Vabbè, ma fino a quando sono queste cose qui, no? Tu dici, vabbè, io posso farle, come posso non farle, no? So che esiste, però evito. Però
quando poi è lo sviluppatore che mi mette mano al codice di gioco e mi va a togliere delle, lui stesso, capito? Delle cose che non dovrebbe fare perché il gioco lo ha pensato in maniera diversa fin dall'inizio, lì è normale che mi girano un po', no? Loro dovrebbero metterci mano se effettivamente hanno scazzato, ok? Se hanno esagerato in qualcosa, hanno scazzato, sbagliato proprio totalmente, ma sia nel bene che nel male, nel senso che magari invece addirittura paradossalmente magari qualcosa da buffare, non da nerfare, no? Come hanno fatto su Lord of the Fallen, che praticamente tutti si sono lamentati, da quello che ho letto, non lo so, si sono lamentati che i boss erano troppo facili rispetto ai mob del gioco. Li hanno buffati? Hanno aumentato i dati dei bot, hanno riposizionato i nemici. Una bella notizia. Si lamentava che erano troppi nemici nell'aria, tutti ammucchiati. E quelli vanno sistemati. Quelli che ti cecchinavano nelle zone. E quello era stato tutto. E lì hanno scazzato invece, al contrario hanno scazzato. Esatto. Cioè hanno preso sotto gamba una certa cosa. Però ecco, tutto è diverso dal nerf vero e proprio, quasi orizzontale, no? Non capisco, no. Ma del tutto orizzontale, cioè hanno fatto tabula rasa e basta. Non è che tu dici ho ribilanciato boss tizio, demone poi, Gaio, insomma. Ma sì, no, cioè lì è cercare il soldo a ogni costo, no? Perché è quello forse il discorso, loro dicono... Ok, i giocatori hanno comprato il gioco, non riescono a vederlo, non riescono ad arrivare alla fine, io glielo semplifico così arrivano là. Però, ripeto, è una cosa comprensibile, ma allora mi differenzi il livello di difficoltà, basta, stop. Io odio questa cosa perché noi veniamo da anni di gaming dove praticamente era tutto semplificato. Fino a quando non è uscito Dark Souls, praticamente. Che ha avuto un po' di coraggio nel rimettere. Beh, è tutto semplificato, forse un po' su computer, perché in realtà su console, guarda che giochi vecchi su Super Nintendo, eccetera, sono tosti. Vecchi, ok, io ti parlo di una decina di anni fa, forse meno, non lo so, era tutti i giochi che ti prendevano per sì, mano. Sì, è stata un'eccezione, sicuramente è stata un'eccezione. È stato un periodo brutto. I giochi quelli vecchi che dici tu, quelli erano proprio giochi difficili, alcuni soprattutto, proprio giochi... tosti, ma quelli di una volta. Esatto, di una volta a volta, sì. C'è stato un periodo brutto, dove i giochi praticamente nessuno usava. Erano tutti che devono essere super facili, perché sennò... Perché guarda, io ho capito il ragionamento che fanno loro. Sai qual è il ragionamento che fanno loro? Il ragionamento che fanno loro è perché questi qua che poi... se gli semplifichi il gioco riescono a giocare, non sono solo quelli che riescono a giocare, ma sono a volte anche quel tipo di pubblico che si esalta di più, quindi sono quelli che fanno anche più clamore e sono quelli che quindi quando vanno da un amico gli dicono: ah, che figata, ti senti potente, l'ho spaccato, ci sono riuscito, no? Questa roba chiaramente fa far vendere, no? O pensano che faccia vendere, ok? Però perché è più difficile dire: cazzo, io ho giocato quel gioco, mi sono sentito una merdina, allora che loro non... capito? Suona peggio, dice, ma come, allora capisci? Io però sarei contento di sentirmi una merdina se mi gioco un nuovo Souls, perché so che effettivamente non ho imparato un cazzo, non ho appreso nulla e devo migliorare. Sì, sempre che sia, come dicevamo, legit. Sempre che il gioco sia corretto e non sia tutto un cheat unico. Certo. Quello che parlavamo ormai un'oretta fa, insomma, mi sa. Sì, ormai. Va bene. Lo so. Sto Remnant, mi sa che è meglio che lo chiudo. Cioè, l'hai tenuto aperto tutto il tempo? Sì, l'ho tenuto aperto fino a... ma era in pausa. Sì, sì, però è accumulato 3 ore fittizie. Ma vabbè, capirà. Per fortuna ho la macchina che è fresca. Macchina nuova, perfetta, sempre fredda. Beh, allora ci sono dei giochi che però finché non sono in primo piano non spingono la GPU a canna. Non comunque tutti. Ti dirò, sono contento, cioè ormai bisogna essere contenti di come ti girano questi giochi, cavolo. Mi rode tantissimo questa cosa, mi fa incazzare. Remnant pare che, o almeno all'inizio, non so poi avanti, gira, ho visto 120, 100 e passa, quindi... Raccontami quando incontrerai il primo boss,
che ti dico okay. È una specie di spirito, ok? Ti dico solo che è una specie di spirito. Quando se incontri quello, penso che incontrerai quello, perché anche per esempio un'altra cosa che cambiano sono i tipi di nemici, i tipi di boss che puoi incontrare, ok? Quindi si modifica, cioè l'elemento procedurale sta appunto nel fatto dei livelli che sono un po' diversi quando rifai la campagna e quando eventualmente joini per esempio un altro online, perché puoi joinare un altro e lui appunto ha generato un'altra campagna, quindi i suoi livelli sono diversi dai tuoi. Sta appunto nel riposizionamento dei nemici quando muori e sta invece anche nei boss che ti può mettere contro, nel senso che c'è a quanto pare un pool, c'è cioè una specie di roster, no? di lista di nemici possibili, di boss possibili, e non a tutti mette contro lo stesso, capito? Non è quindi in quel senso assolutamente come un Souls che sai che lì c'è quel boss lì. Sì. Capito? Questa cosa mi è nuova. È nuova ed è interessante. Potrebbe spiazzarmi. Però ecco, ti dico, se incontri quello che dico io, ma forse sì, perché è proprio il primissimo boss e poi soprattutto è legato alla storia, che è una specie di spirito in una specie di giardino, chiamiamolo così, lì a me mi ha ammazzato i frame. Cioè lì a me è andato giù sui 50 e anche peggio. Perché solo perché ci sono degli effetti volumetrici di nebbia. Dimmi a te, però sai, se ti va giù da 120 a 80 ci giochi tranquillamente, anzi magari neanche lo noti, capito? E chiaramente andando sotto i 60 che lo noti. Sotto i 60 sì, infatti. No, anche perché è un FPS, quindi devi sparare, cazzo, ti trovi a un certo punto che il puntatore è nella melassa, no? In realtà ormai se passo da 120 a ma anche 70 si nota, non è che non si nota, però comunque rimane buono, diciamo. Però comunque diciamo che passare così velocemente da un frame rate molto alto a uno che non è basso ma è quasi la metà, è quasi sì, si sente. Sì, non lo noti quando sei sopra abbondantemente sopra i 100, quindi non so se c'è 140 ti scende a 120, non lo noti. Ok, però se è un calo vistoso invece vedi proprio come una specie di rallentamento, no? Ecco, un'altra live che potremmo fare un giorno è su, possiamo farla anche quella lì sotto forma di live, è sta storia dei 30 frame, sono buoni, sono sufficienti. Quando abbiamo quasi, cioè quando abbiamo diciamo un 5-6 ore liberi parliamo. Questo potrebbe, anzi segniamolo, cioè che questo sarà il tema della prossima live. È vero o no che i 30 frame sono roba buona? O la roba buona è quella che ti sei fumato per dire che i 30 frame sono... Cazzate. Cioè io non ho parole. Perché è fotografico, perché... Oppure, detto in altri modi, che era quello che probabilmente sarà il titolo della live, è i FPS sono roba da nerd oppure no? È vero che sono roba solo per fissati, sì, maniaci, certo. Ossessionati oppure no? La mia risposta è no, sono sacrosanti, perché come ti dicevo è chiaro che se tu giochi alla Wake 2 sei nella città con lui, no? Con Alan, e quello che tu vedi, la nebbiolina, le luci eccetera, sta girando a 120 frame, ti sembra di essere lì. Se quella roba lì va alla moviola, non ti sembra di essere lì. Può avere tutto l'aspetto realistico che vuoi, ma non ha una controparte nel frame rate, quindi il cervello vede che non è reale, no? Questo proprio per semplificarlo. Tutto uno smarmellamento della telecamera mentre gira. Esatto. Poi sai, Alan Wake 2 è vero, vai abbastanza su rettilineo, ok? Quindi è chiaro che anche a 30 frame, se tu vai in un gioco di guida, vai solo dritto, ti sembrerebbe anche sufficientemente fluido. Il problema sono i cambi di scena, il problema sono i cambi di inquadratura, no? Le rotazioni. Ma non solo le rotazioni, perché poi dipende anche appunto dalla fluidità delle animazioni. Ti faccio un esempio molto semplice. Io nel weekend vado spesso a trovare degli amici, e lui gioca per esempio a Overwatch 2. Io ti dico, pur conoscendolo a menadito, pur conoscendo Overwatch a menadito, arrivo lì, cazzo, guardo lo schermo e dico, cazzo, sei fluido quel gioco. Cioè, mi viene a dire così. Cioè, rimango veramente incantato e quasi, come dire, stranito, nel senso come se non l'avessi mai visto.
quanto sembra fluido quel gioco lì, eppure ha esattamente un PC simile al mio, ha il monitor esattamente come il mio, che è un 27 pollici 1440p G-Sync da 144 Hz, quindi fa esattamente lo stesso frame rate. Però se io lo guardo giocato da me, mi sembra fluido, ma fino a un certo punto. Guardare lui giocarlo, lo guardo e dico, cazzo, sembra fluido. Cioè, ti incanta proprio. Resti lì, sì, incantato. Sì. Di perché? Perché non è fluido solo il mondo, ma sono fluide molto anche le animazioni. A volte conta anche l'animazione, perché se le animazioni non sono così dettagliate, non risalta l'animazione. Capisci? È tutto un insieme che deve essere fluido. E quindi, come dicevamo, Alan Wake 2, se arrivi nella città, ci sono dei neon che sfarfallano, ci sono della nebbiolina che si sposta, c'è, non so, il retro, lo stop dietro che lampeggia. Quella roba lì, se tu la vedi a oltre 100 frame, sembra realistica, proprio perché la grafica sembra realistica, ma se la vedi a 30 frame non puoi venirmi a dire, perché anche l'animazione va a 30 frame, capisci? Anche tutto il resto va a 30 frame. È un po' come quando prendi, non so, il Monster Hunter, che a 50 metri i nemici, perché vogliono risparmiare potenza di calcolo, sì, vanno a 15 Hz, vanno a 15 frame al secondo, no? E si vede, brutalmente si vede. Che poi non ho mai capito che cosa risparmino davvero, però hanno questa mania di fare le cose in questa maniera. In realtà, appunto, se tutto è fluido, compreso le luci che si spostano, la nebbia che si sposta, gli NPC che si spostano, sì che li vedi. Fluido, certo. Ma io Alan Wake, per fortuna, come ti ho fatto anche vedere, l'ho giocato, girava comunque. Non come a me, che mi ci ho sofferto. 90-100, però poi dopo un paio d'ore di gioco aveva quel problema, no, che poi è stato riscontrato nei driver, non lo so se l'hanno risolto alla fine, che perdeva, iniziava a perdere performance, quindi io mi ritrovavo... Sì, è un memory leak. Sì, mi ritrovavo 100 FPS, mi ritrovavo ad arrivare in un punto, mi ricordo bene con Saga, un pezzo di foresta per arrivare alla villa, dalla casa di riposo del Valhalla. Valhalla. Arrivato alla villa, iniziava a rallentare tutto, ho fatto, che cavolo succede? Vado a vedere, apro Afterburner, vado a vedere, mi segnava tipo... 75-80, fatto, ma fino a prima andava bene, fammelo riavviare, no? Fammi vedere un po'. Stessa location, 100. Stessa location, migliorato. Preciso identico, 100 fps. Sì, sì, sì. Così memory leak, papale, proprio. Colto proprio in fragrante. Capito? Sì. Io poi, giocando a 100 fps, giustamente lo vedo tutto fluidissimo, però capito, poi col tempo... Allora, Stranamore ci dice, secondo me Alan Wake hanno fatto un bel lavoro, gira dignitosamente sulla serie S, dalla serie S al PC, più sofisticato, eccetera, eccetera. Allora, sì, allora, Alan Wake 2 in realtà è... comunque buono anche dal punto di vista tecnico, sì. Non ha gravi problemi, ha un memory leak che stavamo parlando adesso, sì. Non è così cioè in realtà non è che non è ottimizzato, non va proprio, cioè nel senso, no. Io l'ho detto tante volte, l'ho detto anche a lui, dico, se noi passiamo a, non so, Red Dead Redemption 2, Last of Us 2, Horizon Zero Dawn, ne possiamo nominare diversi, giravano sulla PlayStation 4 a 30 frame FPS, e la PlayStation 4 rispetto al mio PC è un, non dico una calcolatrice, ma comunque è come un portatile vecchio, non so come dire, potenza di calcolo non ne ha, eppure ci girava Last of Us 2. Adesso non mi veniamo a dire che la foresta di Last of Us 2 è tanto meglio, è tanto peggio della foresta di Alan Wake 2. Ecco, quindi Alan Wake 2 è pesante, non fa vomitare, non è il peggio che c'è sul mercato, e come dici tu, in realtà rispetto al trend ultimo è anche uscito abbastanza bene, non ha grossi difetti, non ha glitch particolari, è comunque un buon prodotto, ed è rispetto alla media, soprattutto rispetto alla media, però non è non plus ultra, cioè dire che è, cavolo, la grafica più bella di questo mondo, non è vero. È pesantissimo. Io che l'ho giocato con tutti gli effetti attivi, ray tracing, path tracing, ho attivato tutto. Io poi te l'ho anche detto sempre in un commento. Poi te l'ho detto, sì, poi c'è anche da discutere sulle scelte cromatiche e altre cose. Comunque, a parte quello,
quindi io ho avuto da ridire con i colori rossicci, con la torcia che fa diventare tutto desaturato. Ci sono alcune scelte che io quello per me è un grosso punto interrogativo. Ci sono comunque delle scelte, illuminazione comunque, proprio scelte di colori, di cromatici eccetera, che secondo me non sono il meglio, ok. Però a parte quello, però io ho fatto un esempio molto pratico. Ho invitato qua mio amico, ho preso Cyberpunk 2077, io ho una 3080, no? Ho preso Cyberpunk 2077, ho messo tutto a ultra, ho attivato Ray Tracing, ho attivato anche il Path Tracing, quindi tutto al massimo. Sono andato nel punto più pesante che io conosco, che per me, è un mercatino vicino al primo... C'è una viuzza con una specie di nightclub con le luci rosse, c'è proprio la luce rossa anche in terra, rosa, rossa. Fare una missione principale della storia. Sì, dove c'è la tizia dei tarocchi, dove c'è la tizia dei tarocchi. Ok, lì poco più avanti c'è un mercatino pieno così di gente, pieno di effetti, pieno di riflessi, pieno di nebbioline, di fumi. Ecco, con tutto al massimo mi fa 27 frame lì, 26-27 frame. Ok, a 1440p. Ok, nel Afterlife, nel bar dove ci sono tutti i riflessi in terra, eccetera, mi fa circa 60 frame. No, col Patressi me ne fa 40, pardon. Con anche il Patressi me ne fanno quarantina. Ok, però se io faccio la stessa cosa, con Alan Wake 2, nella foresta, in qualunque punto io della foresta io sia, diventano slideshow. Cioè, a occhio non fa più di 10 frame al secondo. Quindi, fa la metà di Cyberpunk. Sì, fa la metà, sì. Ecco, e comunque il Red Engine di Cyberpunk non è non plus ultra di Engine. Quindi vuol dire che comunque, questa è una dimostrazione, che comunque, cioè nel senso che comunque Cyberpunk restano sempre i paragoni con appunto il famoso Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, eccetera eccetera, che non giochi o Days Gone eccetera, che giravano cavolo su quella scatoletta di PS4, ok, quelli erano ottimizzati ed essendo ottimizzati riuscivano a girare su quel cavolo di hardware lì, cioè una specie di vecchio notebook, ok. Quindi da lì a dire che Cyberpunk è non plus ultra ce ne passa, ma soprattutto ancora peggio Alan Wake 2, perché Alan Wake 2 se mi fai la metà vuol dire che è pesante, inutilmente pesante, punto. Ma almeno Cyberpunk è open world, sai com'è, dici, e poi open world, cioè uno è un finto open world, ho mille riflessi, mille palazzi, mille macchine che riflettono le luci, le cose, sì, i palazzi che sono proprio sfumati perché c'è tutto il ray tracing, appunto, i neon, i riflessi per terra, traffico, le macchine. Alan Wake no, Alan Wake 2, il bosco è un bosco piccolo, esatto. Perché non è che va avanti per chilometri come in Red Dead o in Days Gone o in... cioè è piccolo, è chiuso, eppure è pesante. Poi dottor Strano mi dice, con la mia configurazione col Patressi 1440p Cyberpunk faccio a meno 90. Vabbè, grazie. Se è una serie 4 attivi frame generation, è quello che fa tutta la differenza di questo mondo. Il frame generation ti fa guadagnare un sacco, però purtroppo io non ho potuto ancora comprare. Tra l'altro, dottor Stranomo, ti ricordo che se vuoi mi trovi anche su YouTube, sempre come Wake Up. Se vuoi iscriverti lì, magari. Niente. Ho preferito il ray tracing normale, tra virgolette. Al pat. Ma sai che io leggevo, non so se hai visto l'articolo che ho messo sulla mia pagina di Facebook di Wake Up, hanno detto che stanno ancora lavorando a migliorarlo. Il path tracing, proprio hanno detto che lo stanno studiando e hanno visto che possono migliorare in determinate cose, quindi, perché d'altronde devi considerare che loro sono stati i primi a proporlo il path tracing, capito? Ed era ancora una teach preview, quindi ci stanno ancora lavorando. Sa, tecnologia, come c'è scritto in italiano sul gioco, non mi ricordo comunque. La cosa che io avrei voluto, quando hanno introdotto per la prima volta anche il ray reconstruction, no? Il denoising. In Nvidia anche quello dicono che ha qualche problemuccio, proprio già quello ha qualche problemuccio. Allora, su Alan Wake 2 funziona alla grande da quello che ho testato io, però su Cyberpunk me lo metti solo per il path tracing, ma mettimelo anche per il ray tracing,
Ah. Cioè è attivabile solo con il Path Tracing. Perché il... come a quanto pare sono proprio separate le due cose, capisci? Cioè è una cosa che è arrivata dopo, si vede che boh. Mettimelo anche per il ray tracing, perché comunque a parte migliorare l'immagine con il ray tracing attivo, ma comunque le performance un po' me le dà. Cioè io ho fatto dei test, ho visto 5-8% in più di frame rate, non mi fa schifo in linea generale, no? Mm-hmm. Migliori anche l'immagine. Su Alan Wake 2 invece funziona benissimo, le immagini sono pulitissime, nonostante io abbia provato a mettere per esempio DLSS su bilanciato, prestazioni, no? Dove si sarebbe dovuto vedere più morbido l'immagine, invece il ray tracing si vedeva benissimo. Quindi, ma tuttora quello. Tu consideri che tuttora il DLSS in sé ha dei problemi? Perché io ti posso fare un esempio veramente semplicissimo, veramente macro evidente. E sai qual è? Sono i neon all'ingresso dell'Afterlife di Cyberpunk. Tu arrivi lì, c'è il bodyguard all'inizio, no? All'ingresso, che si scansa. La prima volta che arrivi lì si scansa, no? Ti fa passare e tu entri nel locale. Lì ci sono tre neon verticali per parte, cioè la porta ha tre neon verticali per parte. Col DLSS attivo fa tutte le seghettature lì, non c'è verso. Metti qualità, fa tutte le seghettature, tu lo togli, lasci l'anti-aliasing normale, non ci sono quelle seghettature lì. Cioè ci sono vari artefatti, no? Questi cose qui hanno sempre avuto lo shimmering, no? Tipo le vibrazioni, cioè hanno diversi difetti. Eppure io ti dico che su Cyberpunk anch'io ho fatto qualche test e senza il DLSS su Quality, di solito. No, è una voce a parte. Scusa un attimo, strano amore, è proprio una voce a parte il Path Tracing. Quello che dici tu lo fa Lords of the Fallen. Lords of the Fallen la gente si è lamentata perché a un certo punto diventava il gioco pesante, ma perché questi qui, non so se l'hanno cambiato adesso, ma inizialmente hanno messo che l'opzione del Ray Tracing è integrata nella luce, cioè quando tu alzi l'illuminazione globale, tac, a un certo punto, tipo da medio, quando metti più alto di medio, diventa ray tracing, parte ray tracing, mentre invece in Alan Wake sono separate le voci, esattamente come in Cyberpunk, c'è la parte del ray tracing e c'è la checkbox per il path tracing. Comunque sul DLSS io feci delle prove e senza DLSS io ho delle ringhiere in lontananza in un punto dietro l'Afterlife, le vedevo tutte che si muovevano impazzite. Shimmering, sì, quello è lo shimmering. Attivando il Quality invece le ringhiere è tutto bello pulito, per dire, quindi magari toglie una cosa, ne toglie un'altra, cioè, anche senza DLSS, ma anche col gioco comunque... Cioè in fondo adesso siamo alla 3.5.1. Cioè hanno migliorato un po' gli algoritmi, però inizialmente c'erano diversi effetti, c'erano il ghosting anche, c'erano diversi difetti, no? E come ti dicevo anche adesso questo Ray Reconstruction, se leggi quell'articolo lì che c'è sulla mia pagina, dicono proprio che ci sono alcuni, se non mi ricordo quali, ma hanno indicato due o tre problemi che sono proprio di quell'algoritmo lì, ok? Si sarà ancora acerbo sicuramente. Sì, sì, questo discorso. Alan Wake 2, guardando comunque i riflessi eccetera, ottimo, almeno sui riflessi non mi sono potuto lamentare, diciamo, dai, sotto il lato prettamente visivo, almeno dai, nel gioco. Ah, aspetta un attimo, sì, ma tu stai dicendo una cosa diversa, strano, ma lui dice che sì, se tu agisci sulla voce del ray tracing poi si attiva anche sotto il path tracing, sì, quello forse lo fa, sì, però sono comunque voci diverse. L'hanno legata in quel modo lì, sì, mi sembra che comunque le abbiano legate, hai ragione, sì, devono averle legate, mentre invece in Cyberpunk sono proprio separate, nettamente, sono due voci diverse. Vabbè, sì, ma... allora, in Alan Wake 2... Però ti viene scritto comunque. Funziona che sull'illuminazione globale, quando metti, cioè basso, medio, alto e ultra, se non sbaglio, l'illuminazione globale... È l'ultra forse che lo attiva. No, alto e ultra attiva il pattern. Già alto, ok, sì, però alto. Non medio. Medio no, medio è il ray tracing normale. Ok, mentre invece se metti alta, tac, si attiva anche il pattern, sì. Si attiva il pattern, sì, su Alan Wake 2. Sì. Comunque è molto, molto cioè è scritto molto evidente, quindi si vede, non è che... Vabbè. Ma sì, sì, ma poi basta fare una ricerca pure online, trovi tutto ormai. Sì, però sai che la maggior parte della gente effettivamente... Però
magari se un minimo ti piace comunque smanettare con le impostazioni, diciamo che un minimo ti informi, ti aggiorni, no? Sì. Poi alla fine fai subito, scrivi due cose su internet, trovi tutto. Esatto. Allora, ascolta, io adesso mi fermerei perché sono 3 ore e mezza e poi devo caricarla ed è quasi ora anche di cena. Tra l'altro penso che la caricherò interamente così. Io so che non, di solito faccio tutti gli episodi da mezz'ora, ma questa non ha senso secondo me spezzarla. Tu vuoi fare un discorso sui 30 fps, figurati. Ma in realtà non c'è tantissimo, già abbiamo detto comunque il minimo del minimo essenziale, okay. L'abbiamo già detto. Poi parti da quello, vai a c'è il discorso famoso dell'occhio, ma perché sai che l'occhio non vede più di 24 frame al secondo? Sì, 24 adesso. Addirittura. Quello del cinema è lì, bisogna spiegargli, ma guarda che il cinema sembra fluido, ma perché? Perché c'era il discorso delle pellicole, delle diapositive, perché la pellicola sono diapositive alla fine, no? Praticamente il blur, cioè si crea un blur naturale nel momento in cui passa da una diapositiva all'altra, ma questo non c'entra niente con lo schermo del computer che invece disegna, cioè il 24 fps addirittura. Guarda, io non so decidermi, ma ho visto che comunque anche sopra il 100 io la differenza la vedo, cioè nel senso faccio fatica, poi dipende dal gioco, dipende dalla situazione, dipende da tanti fattori, cioè dipende un po' da... è situazionale, diciamo, però a me sembra di riconoscere una differenza anche tra 90 e 100, per dirti, dopodiché poi fai fatica. Sopra i 90, allora dai 90 in su secondo me fai più fatica a notare, esatto, la differenza. Però 70 li vedi, 80 li vedi, che sono, 70, che sono... Una volta che ti abitui, sì. Se sei abituato al 60 Hz, eccetera, no. Non ci fai molto caso. Comunque i 60 ti vanno bene. A me basta ricordare una cosa. Io giocavo normalmente FPS a 60 perché avevo un vecchio Dell che ho qui in parte a 60 Hz. Quando sono passato a questo e giocavo a Titanfall 2, non riuscivo più a giocare. Perché mi sembrava di non riuscire a... cioè, nel senso, giocando su... Sì, no, pardon, mi spiego. Poi sono passato su questo monitor e ovviamente mi sembrava tutto fluido, eccetera. Quando invece ho fatto la prova inversa, perché è questo che dovete fare, la prova inversa. Voi giocate a Overwatch o a Call of Duty a 120-140 frame. Poi prendete, mettetelo a 60 e vedete davvero... la differenza. Vedete che il mouse non lo scopo di fare monitor adesso anche a 240 Hz o addirittura 500 Hz non sta nel riconoscere il frame rate diverso, sta nel fatto che la fluidità del puntatore, questo sta. Perché anche giocano tuttora senza il frame rate bloccato, anche in Overwatch, anche in Call of Duty? Perché praticamente si lascia il puntatore libero di essere disegnato in più posizioni possibili, non bloccate, esatto, dal limitatore dello schermo. Quindi se tu hai un monitor a 240 e ovviamente devi avere anche l'hardware e la scheda video per fare 240 Hz, e dipende da che gioco si tratta, ovviamente è un Counter Strike, te ne fa anche 1000 di frame al secondo, però quello che serve è che comunque hai sempre il mouse pronto, c'è comunque differenza. Quelli che veramente hanno un cervello acceso e quindi sono portati per quei giochi lì, la notano la differenza. In un certo senso è come se sul monitor castrato nel frame rate tu ti senti come se non hai potuto spostare il puntatore di quel poco che ti bastava per colpire, non so, la testolina del nemico a 50 metri di distanza, e invece l'altro ti ha colpito perché invece lui poteva, magari sia per il ping sia appunto per un frame rate maggiore. È quello il discorso. Però ripeto, voi non ve ne accorgete se restate su un monitor da 100 rotti frame. Ve ne accorgete se tutto un tratto prendete un cavolo di monitor vecchio, lo mettete lì, ci attaccate il PC e dici, cazzo, ma non si muove. Sembra, io ho fatto l'esempio, mi sembrava in Titanfall, ho usato questo termine, melassa. Cioè, era come laggato. Se io mi muovevo il puntatore in modo circolare sullo schermo, sul monitor, quello a 144, mi sembrava di avere una risposta 1 a 1, tra virgolette, ok? Su quello a 60 Hz sembrava che sentivo proprio il lag, cioè il puntatore laggava. D'altra parte, un altro esempio che io posso fare è Uncharted. Io ho giocato Uncharted la Collection sulla PS4.
Ok, e girava a 60 frame, perché erano stati rimasterizzati, girano a 60 frame. Volavano tutti i colpi in testa, ok, pur con l'aiming disabilitato, perché io disabilito l'aiming, no? L'aim assist. Erano tutti, nel senso, erano un sacco di colpi in testa. Ho provato Uncharted 4, 30 frame, non riuscivo a giocare. Non riuscivo più a fare un colpo in testa che era uno. Dopo magari, sai, dopo che giochi qualche ora, magari poi ti abitui. Però sostanzialmente non ci arrivavo. Cioè, dall'estremamente facile al difficile era diventato, no? Però era diventato difficile per una cosa che non c'entrava niente con l'abilità. Capito? Va bene, dai, abbiamo già accennato qualcosa. Portano altre ore e ore e ore di chiacchiere. Ecco, abbiamo già accennato qualcosa di un eventuale prossimo talk show. Comunque adesso vedremo, prossimamente appunto con Federico faremo Returnal e o Lords of the Fallen in coop, ok? Niente, ci vediamo per altre serie. Buona prossima chiacchierata. Mi ha fatto piacere, tutto sommato è stata una live improvvisata, ma mi sembra che sia uscita abbastanza bene. Spero che vi sia stato che sia stata interessante anche per voi, e spero che siate interessati per eventuali, come dire, seguiti, insomma. Niente, vi saluto. Noi magari rimaniamo ancora un secondo in chat, Fede. E niente, chiudo semplicemente la live. Allora, Strano Amore, ci vediamo magari su YouTube oppure qua prossimamente, ok? Ciao a tutti, buona serata.